quest'ultima puntata di questo anno di Non è l'Arena, 4 anni straordinari. Speravo di chiudere in un modo diverso, ma purtroppo l'attualità, lo sapete, ci porta in questa località vicino a Roma, Ardea, dove purtroppo questa mattina è successo quello che non dovrebbe mai succedere. Una persona ha perso la testa, una persona probabilmente malata da tempo, ha ammazzato 2 bambini e un signore. In collegamento con noi da Ardea c'è il nostro inviato Carlo Marsilli. Buonasera Carlo, eccoci. Buonasera Massimo, mi trovo nel punto esatto dove questa mattina è avvenuto il triplice omicidio. Vedete, per strada ci sono ancora i cerchi tracciati col gesso della scientifica attorno alle tracce ematiche dei 2 bambini e del signore di 74 anni che stamattina sono stati freddati da Andrea Pignani. Se la dinamica venisse confermata, una dinamica che siamo riusciti a ricostruire attraverso le testimonianze, sarebbe agghiacciante. Questa mattina Andrea Pignani, un informatico di un ingegnere, scusate, di 34 anni, avrebbe avuto un alterco con Domenico Fusinato, un pregiudicato, attualmente domiciliare in quelle case laggiù, per fatti connessi a droga. Andrea Pignani sarebbe quindi tornato a casa e rientrato qui, in questo parco, con una pistola in mano. In quel punto ha trovato uno dei 2 figli di Domenico Fusinato, di 5 anni, e gli ha sparato uccidendolo. Nel momento in cui si allontanava ha sentito le grida del secondo fratello, che si è accorto della morte del fratellino, è tornato indietro e ha freddato anche questo secondo bambino. In quel momento Salvatore Fussignano, di 74 anni, stava passando in bicicletta, ha rivolto la parola ad Andrea Pignani chiedendogli cosa stesse facendo e per tutta risposta Andrea Pignani gli ha sparato in testa. In quel momento Pignani, con la pistola in pugno, inizia a incamminarsi verso casa, incontra una 4ª persona che stava scaricando dell'erba ai lati del campo, spara anche a lui ma manca il colpo e permette così alla 4ª potenziale vittima di riuscire a rifugiarsi. Il resto di questa storia è stato scritto dal GICO, che questo pomeriggio ha circondato la casa della madre di Andrea Pignani, dove Pignani si era barricato, e questo pomeriggio, proprio all'interno di quella casa, è stato trovato il suo corpo senza vita. 1 ora e mezza è il tempo che i medici dell'elisoccorso hanno tentato di salvare la vita a uno di questi 2 bambini. Sappiamo però come è andata a finire. Tutto questo, torno a ripetere, è una ricostruzione che dovrà ancora essere verificata. Non abbiamo ancora la certezza, ma questo è quanto sta emergendo dopo una giornata di interviste e di riscontri. Scusa Carlo, noi abbiamo una testimonianza di una persona che ha visto quello che stava succedendo e la facciamo ascoltare in diretta adesso qui da noi, poi torniamo da te. Io ho sentito i spari, ho sentito i bambini strillare, ho pensato qualche mamma li strilla, no? Ho pensato che sono i petardi. Sì, dico, ma questi sono scemi? C'hanno ancora i petardi a questo tempo? Ho appoggiato, mi prendeva a me lui, io ho appoggiato qua, un secondo sono entrata dentro e dopo ho sentito i spari. È una pazzia. E ho chiamato i carabinieri. Questo era scappato, era fuggito. No, lui è partito da lì, è andato lì un signore con la cariola, voleva buttare l'erba. Si è spaventato il signore, voleva buttare l'erba e ha sparato pure a lui. Pure al signore. Ma il signore era intelligente, è entrato dentro al cancello, ha fatto. Quindi scusi, ha sparato anche a una quarta persona? Sì, ha buttato il bustolo per strada. Ma e lei ha detto che ha sentito i... I spari l'ho sentito, 5 abbiamo sentito. Lei era in casa? E sto qua. Poi lei ha visto il signore che ha sparato prendere la macchina? Il signore che l'ha sparato ha detto ad altri signori che è andato da quella parte, perché noi avevamo paura che è uscito da qua. E ha incontrato un'altra persona? Qua, sempre qua l'hanno incontrata la persona. Quindi questa persona con la cariola in mano? E buttava l'erba. E ha sparato anche a lui? Sì. Ma senza nessun motivo? Certo, sono qui. Nessun motivo. Guardi che non è una cosa, non è mai successo una cosa del genere. I nostri figli giocano sempre, tutti i giorni. Ecco, scusa Carlo, ecco, c'è un ospite vicino a te, parliamo subito col tuo ospite se ce lo presenti. Sono qui assieme al sindaco di Ardea, Mario Savarese, che in questo momento, come tutta la comunità di Ardea, è in lutto per la tragedia avvenuta questa mattina. Sì, da stamattina che sono qui, da pochi minuti dopo sono accaduti i fatti, ho visto accorrere le forze dell'ordine perché ero qui
come faccio tutte le domeniche mattine, faccio un giro qui un po' per tutta la città, e quando sono arrivato da pochi minuti erano successi i fatti, e da allora sono stato qua fino... Scusi signor sindaco, abbia pazienza, capisco il dramma che sta vivendo la sua comunità e anche lei, però vorrei cercare di capire qualcosa di più. Questo uomo si è detto che avesse dei problemi psichici notevoli, che tutti sapevano, di tutti erano a conoscenza. Ci vuole spiegare un po' meglio, visto che poi nei primi minuti gli impatti di notizie sono sempre difficili da confermare e che siano attendibili. Che cosa ci può dire? È vero o non è vero? Allora, io sono venuto a conoscenza dell'identità di questa persona purtroppo quando questa si era già suicidata. Per tutta la giornata non sono riuscito a ottenere né i nomi delle vittime né i nomi della persona che le aveva uccise. E quando ho saputo il nome della persona sono immediatamente tornato in ufficio per andare a fare subito delle ricerche per verificare se questa persona fosse in qualche misura in carica ai nostri servizi sociali o se avessimo ricevuto notizie da parte della ASL per eventuali TSO, ovvero prese in carico per questioni diciamo, a livello psicologico. Non ho ancora potuto approfondire le ricerche presso la ASL qui di Roma 6. Sì, ma scusi, le notizie, niente. Andrea Pignani risulta, secondo i colleghi, e poi chiederemo a Carlo, avesse dei problemi psichici molto importanti. Mi sembra strano che lei dopo tutte queste ore non sappia se è così, mi scusi. Di questo signore io onestamente non ne sono a conoscenza. Lei non ne sa nulla? Ma se vuole domandare qualcos'altro? Prego? Cioè, non ho ritorno audio, quindi in questo momento, perdonate, porto lì avanti io la domanda. Noi c'è stato riferito che a questa persona sarebbe stato fatto un TSO l'anno scorso. Allora, un TSO normalmente li firmo io, perché è sempre il sindaco, diciamo, responsabile di questo genere di documenti. E io non ho riscontro di questa cosa. L'altra notizia che abbiamo è che, ce l'hanno riferito proprio oggi, a questa persona era nota, cioè avrebbe già dato in escandescenza, avrebbe già sparato in aria, era uno che quella pistola la esibiva e la utilizzava, sì, fino ad oggi non per uccidere. E sarebbe stata segnalata questa cosa anche al comando dei carabinieri. Ora, mettendo assieme i due elementi, cioè quello dell'abilità psichiatrica e quello del possesso di un'arma, cioè non c'erano tutti gli elementi per poter procedere nei confronti di questa persona con un TSO? Certo, credo assolutamente sì, ma io non ho contezza di questa situazione, capisce? Perché nel momento in cui io vengo attenzionato per fatti di un potenziale rischio immediatamente interveniamo, ma non ho contezza né di interventi fatti presso i nostri servizi sociali. Sì, mi sentite? Mi sentite, Carlo? Né da comunicazioni da parte. Sì, adesso abbiamo. Allora, sì, Carlo, però scusa, io vorrei far sentire il sindaco, intanto saluto il sottosegretario Sileri e Luca Telese che ci hanno raggiunti. Buonasera. Ecco, il consorzio, il presidente del consorzio di Via Colle Romito, che è la zona di queste villette dove vivevano queste persone, dice tutt'altro. Allora, lo voglio far sentire, poi sentiamo cosa risponde il sindaco. È una persona normale, solo che ogni tanto, una persona un po' disturbata, ma è una persona normalissima. Nessuno pensava che potesse succedere questo. Beh, insomma, normalissimo, eppure ci hanno detto che ogni tanto girava sparando. Non è che dava la comica un po' e andava sparando. Lui quando bisticciava tirava fuori la pistola, sparava in aria, ma sembrava che era finta. Io giuro che anche i nostri ragazzi, i sorveglianti qua dentro, pensavano che questa fosse una sorta di scacciacani. Mi pare che uno va a girare la pistola. Ma qualcuno ha fatto una segnalazione? Una denuncia. Ma guardi, se lei sente il comando dei carabinieri qua, dove sta Lorenzo, ma gli diranno, questa è una persona conosciuta delle forze dell'ordine. È una persona che facilmente andava fuori di testa. Quindi è successo non soltanto con questo purtroppo, che con la vittima e le vittime, è successo anche che altri che abitano in quelle vicinanze. Però capisce l'assurdità di sparare a due bambini, per cui ci stiamo domandando se quei due bambini avessero, cioè se lui avesse aveva fatto un collegamento tra quei due bambini e il padre. Con ogni probabilità lui voleva sparare al padre, non ai bambini. Io non credo che... Perché dice con ogni probabilità? Stavano bisticciando. Cioè in questi giorni stavano litigando? No, questi giorni, stamattina, abbiamo un diverbio, così mi riferisco ai vicini di casa, e quando bisticciava spesso minacciava, si faceva grande che aveva la pistola. La domanda a cui non mi so dare risposta è perché una persona disturbata, con precedenti anche di ricoveri, diciamo così,
potesse avere in casa una pistola. Per far intervenire la rapina, dire che c'è in corso una rapina, allora forse dopo 10 minuti, un quarto d'ora, arriva la pattuglia. Altrimenti qua non vengono. Però, ecco, cioè, però mettiamo assieme le due cose. Era noto per ricoveri, assolutamente già ricoveri di tipo psichiatrico. Ecco, questo, e contemporaneamente era noto che sparava in aria. Cioè che era ora, per possesso della pistola, certamente sì. L'addizione delle due, cioè però, capisce che non però è una situazione normale. I vicini, a me compreso, si pensava quando faceva queste opere che fosse... Vabbè, mo ci abbiamo la certezza che non era finta. E adesso ci abbiamo, e purtroppo sì. Luca, allora, sì. Intanto sindaco, ascolti un attimo perché questa testimonianza è importante, poi se lei ce la smentisce, per carità, però questo è il presidente che abita tra l'altro di quel consorzio, vicinissimo alla casa di Andrea Pignani. Luca. A me colpisce molto, non che il sindaco non conoscesse o non ricordasse tutto prima, ma che addirittura dopo non sia riuscito a fare un inventario. Qui abbiamo due realtà, abbiamo una testimonianza di una persona che conosce il territorio, che ci dice che aveva sparato per aria, che c'erano diverse denunce, che c'erano diversi ricoveri. È come se ad Ardea si fondessero i due grandi problemi che riguardano le armi, cioè il fatto che spesso non sono denunciate e non sono censite e che spesso finiscono nelle mani di persone disturbate. Però lei sindaco, cioè, ora dovrebbe saperlo a quest'ora, capisco forse nelle imminenze della tragedia, ma adesso dovrebbe dirci qualcosa di più. Io ho già detto prima, sono tornato a casa appena ho saputo le generalità delle persone coinvolte, proprio per andare a fare una ricerca nei nostri archivi. E non ho avuto nessun riscontro, non ho mail, non ho diciamo PEC arrivate in comune che segnalassero alcunché, non ho denunce, non ho nulla che lasciasse capire che questa persona viveva qui in questo stato diciamo di potenziale rischio per la comunità. Però questo non significa che non ne fosse al corrente qualcun altro, ci sono ancora indagini in corso, sono convinto che a breve si saprà come sono andate effettivamente le cose e se quanto dichiarato dalle persone qui che hanno sempre detto che questa era una persona già nota, pericolosa eccetera, corrisponde, non dico al vero, ma a un'azione fatta nei nostri confronti che ci mettesse nella condizione di poter intervenire. Mi scusi solo un secondo, signor sindaco. Quest'arma, è vero che padre di questa persona era stata una guardia giurata? Sì, è vero. Deceduto nel mese di novembre dello scorso anno. E quindi nessuno ha pensato bene di andare a verificare l'arma quando uno muore, dove è finita? Devi consegnare. Sì, ma magari sono andati e non l'hanno trovata, questo l'ha fatta sparire, ecco, tutto è possibile, però mi scusi. A me quello che sembra strano è che una comunità che racconta che questo signore sparava in aria e nessuno abbia mai denunciato una cosa del genere mi lascia perplesso. Beh no, non deve essere perplesso per una cosa che è una diceria, fin tanto che non è provata. Questa persona poteva avere anche più di un'arma, il papà, quindi potrebbe aver riconsegnato l'arma con la quale lavorava, ma averne un'altra che invece poi ha conservato il figlio e non ha denunciato. Le ipotesi sono tante, i carabinieri stanno indagando, le forze dell'ordine stanno indagando, io non sono stato messo nemmeno al corrente di tutto, proprio perché c'è ancora riservatezza, in quanto evidentemente questa vicenda ha dei risvolti che ancora non conosciamo fino in fondo. Comunque possiamo dire, mentre intanto vediamo purtroppo un'immagine di cui farei a meno, cioè vedevo che dietro stavano pulendo le macchie di sangue dei due bambini, di Daniel e David, ecco, lei però mi conferma che lei non ha mai firmato nessun TSO nei confronti di Andrea Pignani, questo a sua memoria. A mia memoria no, nessuna, anche perché questa persona era... Lei ha controllato gli archivi, quindi non è sì, a sua memoria. Non è a mia memoria, però questo non significa, potrei avere, perché il TSO mi viene sottoposto dalla ASL e non viene conservato direttamente, io non ci accedo elettronicamente a questo genere di informazione, ma posso farlo sicuramente domani mattina per verificare se c'è un TSO firmato da me. Però onestamente è una persona che sta qui da un anno e mezzo, e me ne ricorderei, quanti TSO firmerà, firmerò un paio l'anno insomma, quindi non è una cosa così ricorrente da poterla dimenticare. No, è una cosa che sicuramente va indagata, è una cosa che non prenderemo alla leggera, questo è vero, ma non vorrei che passasse un messaggio che è un po' distorto probabilmente di una realtà tragica su cui
Io porrei più l'accento sulla, veramente sulla tragedia di questi bambini, tra l'altro bambini di Roma. Io ho avvertito la sindaca Raggi e il presidente del decimo municipio perché i bambini venivano da Ostia. E ci saranno i funerali, stiamo organizzando una compagnia funebre qui del logo, si è offerta di offrire i funerali a tutte le vittime. Io il pensiero lo rivolgerei molto di più a queste povere vittime innocenti. Ecco, a proposito, sindaco, lei ha perfettamente ragione, lei ha ragione, ci sono tre persone che non ci sono più, quindi è ovvio che in questo momento c'è il dolore, eccetera. Poi, sa, il lavoro dei giornalisti è fare anche delle domande e chiedersi, io sentendo il presidente del consorzio che dice ma questo sparava, questo è un tipo strano, questo è... ecco, allora, poi bisogna vedere, verificare se tutto questo è. Però c'è un altro punto. La nonna dice che i soccorsi sono arrivati molto tardi. Gliela faccio sentire. Mia figlia è arrivata subito, però i soccorsi sono arrivati troppo tardi. Sì. Dopo mezz'ora. Mezz'ora? Mentre i bimbi respiravano ancora. Respiravano e andavano a mano al padre. Come mai sono morti arrivati... dando la mano al padre? Sì. Cioè, quindi hanno parlato? Tutti e due erano... Parlato no, perché non c'erano le forze. Però tenevano la mano del papà. Oh mio Dio. Mezz'ora ci ha messo l'ambulanza ad arrivare? Sì. E quando è arrivato non c'era più nulla da fare. Troppo tardi. Allora, dottor Sileri, oggi, certo, in questo momento è un momento di dolore perché ci sono due bambini, una persona adulta, mancante, che sono morti, eccetera, saranno poi i magistrati, i carabinieri a fare le indagini, i soccorsi, la signora dice sono arrivati tardi, ma noi non siamo lì, non sappiamo quello che effettivamente è successo. Mi incuriosisce però sentire il presidente che dice delle cose del consorzio, che questo è un soggetto che aveva avuto addirittura dei TSO, eccetera. Il sindaco dice, a me non risulta, dice giustamente, dice, ce ne succederà due o tre volte e me lo ricorderei. Però fatto sta che solo un folle può fare un gesto del genere, sparare a due bambini. Ci sono tanti punti oscuri. È chiaro che il sindaco ricorderebbe un TSO perché viene fatto su una proposta di un medico, poi il sindaco serve un altro medico dell'ASL competente, quindi è un processo, soprattutto poi se ne capiano due o tre l'anno, insomma te li ricordi. Un'arma forse riconsegnata, forse no, di cui tutti però sapevano, poi è facile dire, pensavamo fosse una scacciacani o un'arma... non funzionante, insomma, ma voglio dire, se lo sai lo denuncerai o in ogni caso ai carabinieri, alla polizia, a chi controlla il territorio arriverà questa notizia. Sicuramente un paziente psichiatrico, una persona che agisce in questa maniera è follia allo stato puro, e come diceva giustamente Telese, bisogna andare a fondo per far sì che queste cose non si ripetano. Qui ci sono tante cose che sono saltate, dall'arma al fatto del presidente del consorzio che lo etichetta come strano, ha fatto il TSA, non si è stato fatto il TSA, ha avuto dei ricoveri, cioè quindi è una persona che aveva già un modus operandi, un modo di fare, un modo di presentarsi agli altri con dei punti sicuramente oscuri. Credo che sia mancato qualcosa. Massimo, Luca. Siamo il paese d'Europa con il più alto numero di vittime per morti di arma da fuoco. Un po' lo sappiamo perché c'è una forte presenza della criminalità organizzata, però siamo il paese con il più alto tasso, 0,79 per 100.000 abitanti. E allora, per rispondere a un'emergenza di questo tipo, a noi servono le banche dati. Noi dobbiamo incrociare tutti quelli che hanno problemi psichici, dobbiamo incrociare tutti quelli che posseggono un'arma e soprattutto forse dovremmo limitarle un po'. Addirittura c'era una proposta di legge, Sileri lo sa, un anno fa 70 deputati della Lega chiedevano di rendere più facile la vendita delle armi. Adesso non mi interessano le polemiche politiche, penso che tutti si rendano conto che in questo paese ce n'è già troppo in giro. Ecco, sindaco, lei ha saputo gli ultimi Carlo, raccontaci poi quello che è successo. Noi siamo arrivati, ammazzato, come tu hai raccontato, i due bambini, ha puntato l'arma contro di loro, ha colpito un'altra persona, un signore di 74 anni che si chiamava Salvatore Ranieri.
poi ha tentato di ucciderne una quarta e si è rifugiato poi dove? Ed è lì che è successo poi l'ultimo atto di questa tragedia. Raccontaci. Si è rifugiato poi a casa di Rita Pignani, cioè la madre di Andrea, la quale nel vedere il figlio tornare in uno stato, immaginiamo, sconvolto, perché se è vero che qui i testimoni ci raccontano che camminava con la pistola in pugno e sembrava calmo, tornato a casa la madre si deve essere accorta che qualcosa era andato storto, tanto che ha deciso di fuggire dal proprio figlio e si è rifugiata in strada. A quel punto Andrea Pignani ha deciso di barricarsi in casa ed è lì che gli uomini del GICO poi lo hanno circondato, si è stato alzato un drone, c'erano gli elicotteri che volavano oggi su Ardea, è partita una caccia all'uomo che poi di fatto però si è subito concentrata su quella casa. E questo pomeriggio è avvenuto poi, dopo l'irruzione degli uomini del GICO all'interno di questa casa, è avvenuto il ritrovamento del corpo senza vita di Andrea Pignani. Non è ancora chiaro come si sarebbe suicidato Pignani, però questo di fatto è quanto è accaduto dopo. Tutto quello che è successo nel frattempo, Carlo, aspetta un secondo, voglio far sentire un frammento, sono pochi secondi, di quello che dovrebbe essere stato poi il suicidio di questo signore. Ascoltate. Come avete sentito, si è percepito uno sparo secco, un colpo solo, e quello sparo è il colpo con il quale Salvatore, Andrea Pignani, si è tolto la vita. È andata, il sindaco ha qualche notizia in più, qualche elemento in più che ci può dire? Io ero presente quando sono successi quei fatti, li abbiamo sentiti tutti, però cosa fosse accaduto realmente non lo sappiamo, perché le forze dell'ordine ovviamente per motivi di sicurezza non ci hanno fatto avvicinare. E pensi che ho saputo il nome della vittima soltanto nel tardo pomeriggio, perché il riserbo è stato altissimo per tutta la giornata. Sebbene io fossi qui dal primo mattino, infatti quando prima parlavate di un ritardo l'intervento delle forze dell'ordine, la cosa mi risulta dei soccorsi, ma anche delle forze dell'ordine stesse che sono state subito chiamate. Io le ho viste arrivare molto velocemente perché, ripeto, ero qui in zona per altri motivi e ho visto arrivare le gazzelle, ho visto arrivare i carabinieri e sono tornato indietro per capire cosa fosse successo. Però la dinamica, quindi no, credo assolutamente che i soccorsi ci siano stati subito, immediati. Allora, la dinamica è terribile, tremenda, è chiaramente una persona instabile. Sindaco, però noi rivedendo l'immagine, c'è una cosa che colpisce, si vedono i poliziotti e sono vicino alla macchina che fanno un salto e sono sorpresi, perché magari immaginavano di dover fronteggiare un uomo barricato. Quando si chiude una dinamica di questo tipo con omicidio e suicidio e addirittura spari contro persone che erano del tutto estranei alla vicenda che ha innescato questa precipitazione, è ovvio che siamo di fronte a un caso di una persona psichicamente disturbata. Allora Carlo, noi chiudiamo questo collegamento, se vuoi aggiungere qualcosa, e poi siamo sempre in linea, quindi quando vuoi, se c'è un aggiornamento da fare lo possiamo fare. Vuoi chiudere tu? No, voglio solo ribadire che per ora non ci sono versioni ufficiali, cioè quanto vi abbiamo raccontato e quanto siamo riusciti a raccogliere sul terreno, per cui un riscontro reale e puntuale di quello che è davvero accaduto ancora non lo abbiamo. Dobbiamo parlare al condizionale, però purtroppo che si sia trattata di una fredda follia, ecco, questo forse è l'unico dato certo. Certo. Allora ringrazio Mario Savarese, sindaco di Ardea, che è venuto con noi questa sera a darci queste notizie, anche perché poi è importante parlarsi, perché spesso in queste ore convulse escono delle informazioni che poi magari non sono corrette, quindi mi ha fatto piacere ascoltare la sua voce. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo parlando di quello che è il tema del giorno, AstraZeneca, che cosa sta succedendo, anche le persone che hanno fatto la prima dose adesso come si dovranno comportare dopo la pubblicità. È
Eccoci qui, come vi dicevo, oggi parleremo di AstraZeneca e come ogni settimana noi, non vi faccio vedere l'elenco, abbiamo invitato il ministro Speranza per parlare, per rispondere a una serie di domande, non ci siamo mai riusciti. Venerdì però si è aperta all'improvviso una finestra, chiamiamola così, perché cosa è successo? Per i problemi di AstraZeneca, il caso della giovane ragazza ligure che purtroppo è morta, si è stata fatta una conferenza stampa proprio su quello. Abbiamo provato a accreditarci, ci hanno detto benissimo, potete venire, solo che quando siamo arrivati lì, dove doveva svolgersi la conferenza stampa, succede qualcosa di strano. La nostra inviata vive questi momenti e io li faccio vedere, perché in una democrazia impedire alla stampa di fare domande è una cosa gravissima. Alla stampa di Giletti, vai. Per adesso non abbiamo l'archivio per voi. Per come mai? Perché tu poi vieni alla sala e non ci sono più. Sono entrate quattro persone? No, ce l'abbiamo già tutti quanti in lista. All'una eravamo accreditati, adesso non siamo più accreditati. Ci fa parlare con qualcuno? Sì, sto parlando con voi. Perché io ho la mail vostra di conferma. Senza telecamera e senza microfono. Questa è la richiesta di accredito. Noi poi dopo facciamo delle telefonate, c'è scritto sotto la nota stampa, che verrete contattati per la conferma dell'avvenuto. Sì, però scusi, io all'una ho ricevuto la conferma. No. Siamo andati a fare il tampone, abbiamo smobilitato la troupe. Cioè, voglio dire, non è che mi sembra molto corretto. Alle tre mi avete chiamato, alle tre di pomeriggio. Mi sembra una cosa folle. Mi spiace. C'è scritto in base, seguendo un criterio di rotazione rispetto ai eventi passati, ma noi non siamo mai venuti. Ma ce ne sono tanti che non sono mai venuti. Okay, comunque da questa porta sono entrate cinque colleghi sono entrati. Come sono entrati gli altri? No, ma quelli Kirov sono qua dalle tre e mezza. Non mi dica che sono entrati gli altri, perché veramente mi sembra una presa in giro, scusi. Le mie parole. Penso che noi siamo giornalisti come gli altri, non è che non è l'arena. Ci lasciate sempre fuori dalla porta. Facciamo sicuramente gli stessi. Allora, che quella stanza fosse una stanza per cinque persone... La battuta più bella è la sala è piena. La sala è piena, certo. Cinque persone, la sala è piena, cinque persone. È uno sgabuzzino. Allora, o intorno a Palazzo Chigi ci sono solo sgabuzzini dove si ricevono i giornalisti e quindi questo è normale, oppure c'è una volontà che noi abbiamo toccato con mano purtroppo tutto l'anno, perché è chiaro che è una questione che riguarda Giletti, i propri giornalisti e le domande che noi facciamo. Non è un bene per la democrazia non sottoporsi. Un politico deve sempre rispondere alle domande, anche quelle più scomode, ma nell'interesse di tutti. Forse noi abbiamo preso troppo a cuore la battaglia sul mancato aggiornamento del piano pandemico? Può darsi. Forse abbiamo preso sempre le parti di chi vive in Valseriana? Può darsi. Forse abbiamo preso le parti di chi stava a Bergamo? Può darsi. Abbiamo fatto domande scomode sul dottor Zambon, che è stato costretto a dimettersi dall'OMS, e abbiamo ancora nelle menti le parole del capo gabinetto di Speranza, che diceva è meglio che questa storia di Zambon, il piano, il mancato aggiornamento venga messo, non si parli, insomma, muoia da solo. Ecco, purtroppo noi siamo questi. Capisco che è meglio per ministro Speranza andare in altre trasmissioni, però si ricordi che in futuro non si sa da dove saremo, cosa faremo, ecco, ma noi non molleremo mai questa storia, perché abbiamo bisogno di saperle le cose. Poi lei si può trincerare nelle favolette che la stanza è piena e lo sgabuzzino di Palazzo Chigi è pieno, ma a noi questo poco porta. Allora, dottor Sileri, io sono un po' preoccupato, non la metto in difficoltà su questo, però oggi guardo la stampa e leggo l'EMA AstraZeneca non serve più. Ma allora, io mi metto nei panni delle persone. Poi leggo altri giornali, per esempio il miglior titolo secondo me lo fa il Fatto Quotidiano di Travaglio, dice una babele, stiamo di fronte a una babele. Potete darmi, perché saluto anche Matteo Bassetti in collegamento, è in collegamento? Buonasera dottor sì. Bassetti, buonasera. Buonasera. Da San Martino di Genova. Ecco, le chiedo solo una cosa, cosa sta succedendo? C'è una confusione che danneggia poi i cittadini, perché ovviamente io mi metto nei panni di uno che domani deve fare AstraZeneca, il dubbio ce l'hai. Allora, cioè, abbiamo ammazzato un vaccino, purtroppo.
Allora, diciamo che oggi con la circolazione attuale del virus il rischio non può essere preso di somministrare un vaccino che, sebbene possa aver dato rarissime complicanze nei soggetti più giovani, con la circolazione attuale del virus questo rischio deve essere portato a zero. Quindi è un vaccino che sotto i 60 anni non deve essere utilizzato. Ben diversa era il discorso due mesi fa, quando avevamo una circolazione del virus molto, molto sostenuta, si iniziavano a vedere alcune complicanze, poi in alcuni casi non vi è stato il nesso, in altri il nesso verosimilmente c'è stato. Oggi sappiamo che c'è questo rischio, ecco, però, per evitare la possibilità si evita l'utilizzo del vaccino. Però io le chiedo una cosa, Luca lo sa, anche Bassetti lo sa. Quando noi ci troviamo di fronte a questi continui cambi di rotta, me li potete gentilmente far palesare? Ecco qua, l'AIFA, dai 18 su Azzatea, 30 gennaio, dai 18 anni si può fare, dopo pochi giorni fino a 55 anni, dopo pochi giorni ancora, perché il 23 febbraio il Ministero della Salute, fino a 65, poi il 19 marzo l'AIFA più il Ministero della Salute, no limiti d'età, 7 aprile AIFA, uso preferenziale, che poi il concetto preferenziale è quello tipicamente italiano. Quando dici una cosa preferenziale, vabbè, non è che dici si può fare. Allora, Bassetti, che diavolo, cioè, capisce cosa c'è? Non lo vedo l'ultimo step, purtroppo. Se non me lo fate uscire, vabbè, grazie. Poi succede che pochi giorni fa, raccomandato fortemente dai 60 anni, mi sembra una pubblicità. Allora, uso preferenziale raccomandato fortemente ai 60 anni. Bassetti, siamo italiani, abbiamo una creatività straordinaria, però qui stiamo parlando della vita delle persone. Che dice? Allora, dico che secondo me parliamo di un vaccino, quello di AstraZeneca, che ha dato in Inghilterra e in altri paesi dove continua ad essere utilizzato degli ottimi risultati, e concordo con Pierpaolo Sileri, ha dei rischi che sono 1 su 100.000 per quanto riguarda il rischio trombotico, e il rischio di morte arriva a 1 su 1 milione di vaccinati. Però questo vaccino ha avuto purtroppo sorti non buone nel nostro paese per tre ragioni. Il primo l'ha fatto vedere lei, il balletto delle decisioni è evidente che non ha aiutato. Il secondo è una campagna, anche stampa e social, diciamo, contro questo vaccino dal principio, e poi c'è stato secondo me anche una responsabilità da parte dell'azienda che produce questo vaccino, che avrebbe probabilmente dovuto metterci maggiormente la faccia, cioè alcune cose andavano spiegate diversamente, bisognava istituire un numero verde, bisognava avere più collegamento a mio parere con le persone, con le lecite domande che le persone si fanno. Vero è che oggi il vaccino di AstraZeneca muore non per una ragione scientifica, ma per una ragione evidentemente più di opinione pubblica che di scienza, cioè lo dobbiamo dire. Oggi andare a proporre questo vaccino dopo tutto quello che è successo, ma non negli ultimi giorni, diciamo negli ultimi due mesi, purtroppo diventa difficile. Allora, testimonianza diretta, io stamattina ero a far vaccinare mio figlio, sono passato vicino a casa. Quanti anni ha? Centro, non ne ha 15, quindi ha fatto il baby, speriamo bene. Ma il centro vaccinale di Termini, è notizia che è finita sui giornali, c'era gente che rifiutava di avere il vaccino diverso. Cioè, credo che non sia chiaro il danno che si sta facendo a tutti, non un vaccino, un altro. Cioè, la domanda tecnica, scusate. Ci sono 1 milione di italiani, Massimo, sì, che hanno nel sangue la prima dose di AstraZeneca. Ecco. E di fronte al dubbio, te ne do un altro, ti do quello, ne avrai uno diverso, dire come piattaforma, no, non c'è nessuna comunicazione. Scusi, allora, Bassetti e Sileri, siete due protagonisti di questo viaggio che noi abbiamo iniziato con la pandemia, perché vi abbiamo ascoltato tante volte, eccetera. Ma oggi che prova scientifica c'è che si può, chi si è fatto un vaccino se ne possa fare un altro? Perché è sempre stato detto che si doveva fare un vaccino e poi il richiamo doveva essere dello stesso tipo di vaccino. Oppure si può fare? Perché questa è la domanda base. Che cosa mi rispondete? Allora, prima Sileri e poi Bassetti. La domanda è assolutamente... Aspetti Bassetti un attimo, sì. Sileri, e poi lei. Allora, mentre non vi era evidenza alcuni mesi fa, oggi un'evidenza iniziale esiste, molti paesi stanno facendo lo switch, Canada, Germania, sembra che possa dare una risposta addirittura migliore, quindi non è sicuramente controindicato fare lo switch. D'altro canto... Sembra... È un po' un termine vago, c'è uno studio di Lancet
che dice che aumentano i casi avversi. Ma scusa, oggi il ministro Speranza ha detto che il mix di vaccini è incoraggiante? Cioè, oggi ho sentito questo. Ho cercato gli studi, per ora ne ho trovato uno di Lancet che dice aumentano i casi avversi. Non so se vi è un aumento dei casi avversi, prevalentemente. Allora no, attenzione, dei casi avversi prevalentemente minori. Fatica, mal di testa, dolore nel sito di inoculo, ma non sicuramente di casi avversi severi. Quindi attenzione quando Bassetti, si parla di casi avversi. È così come dice Sileri, che cosa ne sa? Diciamo, sì, quale notizie ci può dare? Guardi, aggiungo oltre a quello che diceva Pierpaolo che ci sono due studi che sono uno così in preprint e uno appena pubblicato, studio spagnolo e studio tedesco, sono ovviamente studi di fase 2, cioè di una fase fase 3 che è quella che poi porta all'autorizzazione, che dicono che fare cioè una prima dose di AstraZeneca e una seconda dose di Pfizer-BioNTech addirittura dà una risposta migliore per quanto riguarda l'immunità che si trova nelle persone senza pagare uno scotto di una maggiore incidenza di effetti collaterali. Sono due articoli che usciranno nelle prossime ore di due esperienze che si sommano a quello che diceva Telese, che è l'esperienza inglese che è già stato in qualche modo sdoganata la possibilità di mischiare. Vede, il problema è questo, nei vaccini non dobbiamo dimenticarci di una cosa, che noi siamo di fronte a una delle più grandi conquiste fatte dalla ingegneria moderna, che abbiamo avuto un vaccino, anzi non uno, al momento ne abbiamo quattro in poco più di sei mesi, e quindi molte delle cose che noi stiamo scoprendo le scopriamo in maniera dinamica, cioè chi ha iniziato prima la campagna vaccinale ci sta insegnando molto, che sono gli inglesi, che sono gli israeliani, che sono gli americani, e quindi le cose cambiano e hanno salvato la Gran Bretagna con AstraZeneca. Ma sai, gli inglesi, esatto, non è, sì, gli inglesi sono anche uno, due, tre morti, gli inglesi sono anche un popolo che guarda un obiettivo, lo sappiamo, facciamo non è che fa tante, sì, mette in conto i morti, diciamo, va avanti però per una strada molto precisa. Ricordiamoci che andarono dall'altra parte del mondo per difendere le Falkland, che era uno sputo di un'isola di cui se ne poteva fare a meno, fecero la guerra, quindi sanno benissimo che si va in una direzione, costi quello che costi, si va alla fine. Però io ho negli occhi quella ragazza di 18 anni, vorrei capire, che è stata portata anche nel vostro ospedale, è chiaro che quella ragazza probabilmente non doveva morire, ma nessuno però probabilmente ha capito che aveva tutti quei problemi. Allora, AstraZeneca è una cosa, ma se una ragazza ha quei problemi, Camilla, poverina, 18 anni, aveva questa situazione personale, allora io non ho capito, non viene ascoltato chi si deve vaccinare, non dovrebbero venire fatte delle domande, non dovrebbe essere sottoposto a tutta una serie di questionari. Ecco, secondo lei che diavolo è successo? Allora, guardi, del caso specifico preferisco non parlare perché, come lei sa, c'è un'inchiesta della Procura, però una cosa che dobbiamo dire è forse da oggi in poi bisognerà pensare le vaccinazioni in maniera un po' diversa, anziché sempre solo in maniera verticale, bisogna pensare in maniera orizzontale. Cosa vuol dire? Non esiste solo la differenziazione per classi di età, 20 anni, 30 anni, 40 anni, ma poi c'è tutto un orizzontale. Quali sono i farmaci che prendi, se hai delle condizioni predisponenti, cioè fondamentalmente noi dobbiamo fare il nostro mestiere, che è quello di fare sempre un'accurata anamnesi, e dobbiamo dire ai soggetti che si vanno a vaccinare che devono anche rompere le scatole al medico, a costo di starci anziché 5 minuti per fare una vaccinazione, starci anche mezz'ora se c'è bisogno. Ma forse perché una ragazza di 18 anni, forse è il medico che dovrebbe dirle, scusi, lei fa una cura ormonale? Ecco, queste domande io le pongo perché stiamo parlando di una ragazza di 18 anni che non c'è più. Quindi è un problema, è chiaro che forse a questa ragazza, visto che si è detto che sotto i 30 anni e soprattutto le donne, forse non bisognerebbe fare un certo tipo di vaccini. Adesso ascolteremo anche la Viola. La mia domanda, Sileri, è: ma qualcuno a questa ragazza? Adesso c'è un'indagine, ha ragione Bassetti, per carità, però bisogna distinguere bene le cose. Una ragazza che aveva dei problemi. Non li ha detti, non gli sono stati detti, non gli hanno chiesto, fatto domande. Ora, noi non lo possiamo sapere, però sono due mondi diversi, no? Eppure stiamo etichettando AstraZeneca come il male assoluto a questo punto. Però è un fatto che sotto i 30 anni il numero di queste complicanze osservate arrivano a essere anche uno ogni 55.000 somministrazioni. È un numero molto alto. Cioè, tornando al Regno Unito, loro hanno modulato la loro campagna
cambiando in itinere in maniera molto dinamica, con cioè, più a un certo punto di noi, no, allora a un certo punto, no, ho detto posso dire sotto, le cose che voi non sotto, potete dire stasera, perché no, ma io capisco che abbiamo un ruolo, no, no, io, no, Pierpaolo, però ci sono i casi avversi anche di Pfizer, ma quelli in Italia hanno nome e cognome, ci sono tre casi di quelli, non avete avuto nessuna reazione, è, questo vaccino è. Andava stroncato, non certo da voi che avete provato a usarlo, c'è stata una campagna di stampa e soprattutto non si risolvono i problemi che hanno portato alla morte di quella ragazza. Per esempio, ne dico una, l'anamnesi, cambiate l'anamnesi, cioè, perché mi pare incredibile, se il problema è la coagulazione del sangue, nel modulo che ho compilato stamattina per mio figlio e in quello che ho compilato per me due giorni fa e che stanno compilando tutti gli italiani, non c'è una domanda specifica sul tema del coagulo del sangue. Allora inseguite la realtà con i problemi grossi, veri, reali. Allora, scusa, Sileri e Bassetti, allora, Sileri e poi Bassetti. Innanzitutto questa complicanza indotta dal vaccino con una trombocitopenia non è con gli altri vaccini, si è osservata con i vaccini a vettore Vabbè, virale. Però l'anamnesi è uguale per tutti, no, i vaccini. No, io rispondo alla prima domanda. Per tutti i, no, un attimo. Siamo, Giletti ha detto giustamente, no, però, le domande che vanno fatte, le domande che servono a voi e agli pubblici ufficiali, che sono i medici, però, che accertano il vaccino. Però tu hai sollevato, però, perdonami, tu hai sollevato due punti. Il primo, questo vaccino nei confronti di Pfizer, dicendo le complicanze con Pfizer non vengono sottolineate, io sto rispondendo a questa domanda. Con Pfizer e con Moderna questa complicanza non ci sta. Quindi si tratta però di una sono stati dei morti. Parlo di quel tipo di complicanza, lo shock anafilattico puoi averlo con qualunque altro farmaco. Questa specifica complicanza osservata con un caso ogni 55.000 sotto i 30 anni non c'è con gli altri due vaccini, punto. Quindi sotto i 30 anni il stesso Regno Unito ha detto non lo usiamo ed era il 7 di aprile, poi i primi di maggio ha detto non lo usiamo sotto i 40, usiamo diciamo, i vaccini ad mRNA, e questa è la prima risposta. La seconda, beh, nella scheda dell'anamnesi si parla, tu hai una prescheda quando vai a fare la vaccinazione che spesso ti arriva anche via internet, online, tu vai lì con questo, poi parli con il medico ed è evidente che fra le domande che vengono fatte solitamente c'è anche quella di problemi coagulativi, a maggior ragione che con determinati vaccini vi sono stati problemi coagulativi, quindi non è che il fatto che non ci sia scritto, cioè nella cartella clinica non è che c'è la domanda specifica sulla coagulazione, viene però chiesto dal medico nel momento in cui si riempie quel modulo. Cioè tu arrivi con il modulo già scritto con una base, in uno scheletro, poi però il medico te lo chiede, solitamente. Scusi, viene chiesto. Sileri, voglio farle sentire Antonella, la dottoressa Viola, giovedì ha aggiunto proprio qui sulla 7 che lei non farebbe l'affare la seconda dose con AstraZeneca ai più giovani, stiamo parlando, sentite cosa dice. Sono mesi che dico che questo vaccino non è adatto alle donne giovani, sono mesi che lo scrivo sui giornali, che lo dico nelle trasmissioni, però evidentemente non è bastato questo e quindi io lo vivo come anche come un fallimento personale. Io sono contraria anche al richiamo con AstraZeneca e con, lo dico chiaramente, nelle persone giovani. Credo che ci voglia un'azione di coraggio e che bisogna dire che nelle persone sotto i 50 anni, decidiamo una fascia di età, secondo me 50 anni potrebbe essere un'età corretta, si va con un vaccino mRNA per fare il richiamo. Quindi sappiamo o che Pfizer si può fare, o Moderna? Pfizer o Moderna. Sappiamo che si può fare, sappiamo che la risposta immunitaria viene attivata molto bene e non sottoponiamo a rischi inutili delle persone che devono venire a vaccinarsi serenamente senza andare incontro a problemi. Quindi ci vuole un atto di coraggio e di forza per dire che la seconda dose va fatta con un vaccino a mRNA. Scusi Bassetti, ma adesso ha sentito la dottoressa Viola, ma il CTS, a proposito dell'anamnesi, di tutto quello di cui stavamo facendo prima, ha dato delle linee guida a chi deve ascoltare le persone che si devono vaccinare? Ha chiesto se devono fare delle domande? Diciamo che le linee guida non le deve dare il CTS, dovrebbero esserci, perché voglio dire, quando, ripeto, si sottopongono persone alla vaccinazione è un dovere, a mio parere, del medico di in qualche modo fare un'accurata anamnesi. Però per tranquillizzare la dottoressa Viola e tutti i telespettatori, il CTS ha chiaramente detto che la seconda dose sotto i 60 anni la si fa con un vaccino diverso, quindi non si rifà il vaccino di AstraZeneca ma si fa con un vaccino mRNA. Però il problema qual è? Che noi con questa decisione e del CTS, però, che era...
Dottor Bassetti, sì. Le voglio chiedere una cosa. Questa è una cosa che non è stata verificata da nessun trial. Cioè stiamo cambiando una regola importante, non è solo, come dice Sileri, il giusto... Cioè stiamo cambiando una regola che finora è stata fondamentale per combattere i Novax. Cioè quello che fate è stato provato ed è stato sperimentato. Qui stiamo sperimentando in diretta. E io le voglio chiedere una cosa, Bassetti, lei è una persona molto onesta. Io capisco che siete in imbarazzo, ma se uno dice ho firmato un consenso informato, non è carta straccia, in cui mi dicevo mi date una dose e poi me ne date un'altra, non lo si può obbligare a cambiare. Ora c'è un conflitto. La Campania, per esempio, ha detto a chi la chiede gli diamo la stessa dose ed entra in conflitto con le raccomandazioni dello Stato centrale. Su questo vorrei che lei mi dicesse la sua opinione. Se lei avesse una dose di AstraZeneca nel sangue, si prenderebbe senza nessun trial una dose di un altro vaccino fatto con una piattaforma completamente diversa? Sa che alcuni suoi colleghi dicono, Crisanti, facciamo, aspettiamo ottobre e poi vediamo che succede e controlliamo con quell'unica dose, come hanno fatto in Inghilterra, quant'è la quantità di risposta rapida, dottor Bassetti, se può? La risposta è questa. Allora, io le ho detto che ci sono due trial in qualche modo in corso, però non dobbiamo dimenticarci di una cosa, che l'ente che sovraintende tutta l'Europa è EMA, e EMA ha dato l'approvazione per questo vaccino dai 18 anni in poi. Quindi, quello che dice adesso lei, il CTS ha dato una forte raccomandazione a utilizzare un vaccino di altro tipo, dopodiché è evidente quello che lei mi ha appena detto, che se uno vuole fare un vaccino di AstraZeneca perché ritiene per sé meglio di fare il vaccino di AstraZeneca, il vaccino è approvato a livello europeo e c'è una forte raccomandazione che non vuol dire un divieto all'utilizzo. Sileri, come ne usciamo prima di salutarvi e passare un'altra pagina? Facendo un altro vaccino come seconda dose, io sono d'accordo con ciò che ha detto la Viola, a dire il vero, ed estenderei... Cioè sui giovani? Sotto i 50 non lo userei prevalentemente, non lo userei proprio sotto i 50, a dire il vero. Con la circolazione attuale del virus io stopperei l'uso sotto i 50, lo farei anche per l'altro vettore virale, a dire il vero. Va bene, vi ringrazio. Adesso passiamo un'altra pagina, una pagina... che ha come protagonista, grazie dottor Bassetti, ha un altro protagonista che è un uomo dai mille volti che stiamo imparando a conoscere, Antonio Di Fazio, un imprenditore farmaceutico, in questo momento si trova agli arresti per un'accusa pesante, violenza sessuale, sequestro, grazie a una ragazza che si chiama Chiara, che ha avuto il coraggio e la forza di denunciare quello che era successo, era stata invitata in una casa, nella casa dell'imprenditore, drogata con un medicinale, bevuto nel caffè prima e in un'aranciata poi, perso completamente le conoscenze, si è trovata il giorno dopo nella sua casa, poi sono sottrati altre ragazze dopo quella che è stata la sua denuncia, sono andate in procura a raccontare dei fatti, perché queste fotografie, le fotografie di queste ragazze erano state trovate sia nel cellulare che nel computer di quest'uomo, ma già la ex moglie aveva fatto 13 denunce, tutto archiviato, anche lei parlava addirittura di tentato omicidio, parlava anche di medicinali che era stata costretta a prendere, che l'avevano completamente paralizzata. Ecco, di tutto questo mondo è il mondo di Fazio, abbiamo scoperto però, grazie anche a domani con Nello Trocchia e anche con le nostre inchieste, che c'è un legame tra quest'uomo con la criminalità organizzata. Di questo questa sera ne parliamo, saluto chi è venuto a trovarci, Nello Trocchi, eccolo qua, buonasera. Ciao Massimo, buonasera. L'avvocato Sarno, Michele Sarno, già avvocato di Fini, che abbiamo imparato buonasera. A conoscere nei nostri scontri, eccetera, è legale rappresentante di chi? Di Francesco Capozza, un uomo che è entrato in collegamento con noi, ovviamente, questa sera che saluto, che è entrato in contatto con Di Fazio, quindi ci può raccontare un sacco di cose. Buonasera Francesco. E soprattutto dare una serie di spiegazioni sui pagamenti sui quali noi siamo un po' lì, abbiamo anche indagato. Saluto Nunzia De Girolamo. Buonasera. Che è arrivata anche con noi questa sera. Allora, vi faccio ascoltare subito un uomo che per 3 anni è stato dentro il sistema di Fazio. Parla addirittura, cioè, la sospetto qual è? Che avesse delle società con pochissime persone che lavoravano, dove c'erano dei fatturati gonfiati. E i legami con la criminalità. Ascoltate che cosa ha raccolto Daniele Bonistani con una persona che è stata vicino a lui 3 anni. Ascoltate. È un farfallone, è uno che ostenta e quando non ostenta fa vedere quello che non è. Gli sputerà in faccia. Punto, chiudo.
dialogato per Antonio Di Fazio dal 2006 al 2009. Abitavo nello stesso quartiere e mi ha chiesto se gli facevo da autista. Io guidavo un Audi A6, 3000, 4x4, ho avuto un Ferrari, ho avuto un Porsche, quasi tutte le sere lui prendeva del contante dalla banca e li versava nell'altra banca, figurando che aveva degli incassi sulle aziende che lui diceva di avere. Non c'era nessuna azienda farmaceutica, il padre era un semplice rappresentante farmaceutico e lui aveva messo in piedi tutta questa situazione per farsi dare i soldi dalle banche per tanti furgoni, ma i furgoni non ce ne sono mai stati. E le banche gli davano i soldi? Strano, ma vero, ma le banche gli davano i soldi. Nel 2007 mi chiede se mi potevo intestare questa azienda per favore personale, tanto questa azienda era in chiusura. Ho accettato. Per 9 anni non ho saputo più niente. Dopo 9 anni vengo contattato dal Tribunale di Milano, mi accusavo di bancarotta fraudolenta, di aver fatto sparire la documentazione dell'azienda e c'era questa mancanza di 790.000 euro. Il Tribunale chiedeva nei miei confronti circa 7 anni di recluso. Di fatto si è presentato in tribunale con la sorella dicendo che ero soltanto uno che conosceva di vista, che gli aveva messo a posto l'antifurto di casa perché ero anche elettrauto. Poi ho chiesto l'appello, sono uscito con 8 mesi, che prima o poi mi arriveranno e dovrò farlo. Pronto e marziano. Aveva anche a che fare con queste maghe, spediva delle cose in Brasile, gli ritornavano indietro, pezzi di vestiti, cose del genere. Una volta mi ha chiesto di andare a ritirare una colomba in Viale Padova, io gli ho portato la colomba, è salito in macchina con questa maga, si è infilata in un bosco e sono tornati lui e la maga senza la colomba. Poi il giorno dopo mi ha detto che avevano fatto il sacrificio di sta colomba. E secondo lei perché faceva questo tipo di magia? No, non ho più pallida idea. È uscito che lui avesse dei contatti col mondo dell'andrangheta? Spesso andavamo a Cisliano, questo posto si chiamava la Masseria e so che poi è stato sequestrato. Chi andava a incontrare lì? Suo testimone di nozze, Riccardo Cusenza e le persone che c'erano lì in Masseria. Riccardo Cusenza era il braccio destro del capoclan, poi condannato a 24 anni, Fortunato Valle. Sì. E Fortunato Valle era presente a quegli incontri? Sì. Ma ero in buoni rapporti con Antonella. Allora, grazie a Chiara, che ha fatto una denuncia insieme al suo fidanzato con molto coraggio, una giovane ragazza, 21 anni, ricordiamolo, entrata in casa con la speranza di trovare un posto di lavoro nella casa di questo imprenditore, tra l'altro lo conosceva perché era stato all'albergo dei suoi genitori, quindi c'era un rapporto di fiducia, non era una sprovveduta che è andata lì. E sappiamo tutti come finiva. Lei ha denunciato. Stiamo scoprendo un mondo molto... molto più vasto. Sì. Tutti quelli che giravano attorno ad Antonio Di Fazio, non c'è uno che è andato a denunciare. Cioè, in queste settimane di inchieste che stiamo producendo, abbiamo scoperto che c'era chi veniva pagato in nero, chi faceva la testa di legno, chi faceva il prestanome, chi vedeva girare i 500 euro, chi si faceva pagare da altre società. Non c'è uno che va in tribunale, in procura. Ma mancavano però anche i giochi, la cosa di fatture. La magia nera. La magia nera stiamo scoprendo. Anche la magia nera, cioè stiamo scoprendo. I riti. I riti, addirittura siamo arrivati ai riti con le colombe, come dicevi nel servizio. Ma è evidente che quest'uomo si era creato una realtà parallela. Cioè viene da un mondo di sconfitte, e poi all'esterno ha rappresentato un mondo di vittorie fatto di lustrini, di macchine, di bellezza, che non c'era. Era un pazzo psicopatico che violentava le ragazze e che si è costruito addirittura il mondo della magia nera. Ma di che parliamo? Uno che andava continuamente ai concerti di una donna che nemmeno lo conosceva. Ecco, cioè, eccoci, entriamo. Ecco che poi è importante avere qui l'avvocato Sarno insieme a Capozza, perché c'è l'ossessione per la famosa cantante Paola Turci. E per arrivare alla prima puntata in cui noi abbiamo incontrato Capozza, Francesco Capozza, ci siamo accorti che in fondo forse era stato ingaggiato proprio per incontrare questa Paola Turci. C'era stato un contratto estremamente vantaggioso. Ascoltate cosa Francesco Capozza ci aveva detto alla prima puntata. Posso chiederle se l'ha pagata in modo importante, ha dato una retribuzione importante? Sì, noi avevamo un accordo, lui mi ha proposto 10.000 euro al mese,
un contratto di un anno da 120.000 euro. Per curiosità, l'ha pagata? Sì, lui regolarmente? Le pagava regolarmente. Ma lei lavorava o no per lui? Cioè faceva cose per lui o no? Sì, lui mi ha chiesto un piano dettagliato di comunicazione, di marketing, eccetera. Però la cosa bella è che io queste aziende non le ho mai viste, non le ho mai visitate. Per quali aziende di infanzia faceva la comunicazione? Lui mi ha parlato della sua comunicazione personale e poi voleva rilanciare anche le sue aziende. La Global Pharma me ne aveva parlato, però io poi fatturavo in realtà, adesso non ricordo una delle tante, non so neanche se fosse di sua proprietà, io fatturavo e venivo regolarmente pagato. Ma non si ricorda la società per la quale fatturava? No, sinceramente adesso non me lo ricordo perché sono passati 3 anni, ho ceduto le quote al mio socio, l'azienda poi è stata chiusa, però c'ha tutto il commercialista. Allora, la prima puntata rispose così, poi c'è stato il colpo di scena la scorsa puntata, perché lì è emerso che a pagarla era una società, la SICA, società che ha sede a Parma, pubblica, cioè non stiamo parlando di una cosa strana, sentite cosa dice... Aveva detto Francesco Capozza. Da chi sei stato pagato? Ecco, questo è il punto. Visto che tu lavoravi per Difazzi, ma chi ti ha pagato? Se noi l'abbiamo scritto. Dobbiamo dirlo però, Francesco, perché è una società che ha una partecipazione pubblica. 30.000 euro sono stati pagati dalla società SICA. Che è un ente di diritto pubblico che adesso è commissariato, si trova a Parma e si dovrebbe occupare di industrie alimentari. Ma io ho lavorato per la SICA, però io ho lavorato più per la SICA che non per Difazzi. Però l'altra volta ci hai detto un'altra cosa, no? Cioè ricordandola, dice ho lavorato per Difazzi e mi ha pagato qualcun altro. Questo hai detto l'altra volta. Ora hai lavorato anche per SICA. Come ti ha portato a questa SICA? No, io l'altra volta non ho detto questo. L'altra volta ho detto che non mi ricordavo a chi fatturavo. No, 120.000 euro hai detto l'altra settimana. Tant'è che tutti 120.000 euro, 120.000 euro è il contratto con la SICA che Trocchia ha. 120.000 euro per un anno, dove erano 4 tranche da 30.000 euro dovevano essere. Ho capito, ma con lui avevi un accordo con questo Difazzi? Per fare la comunicazione... Sì, e ti però paga una società che fa conserve. A me interessava che Difazzi rilevasse la mia società, per cui di fatto era come se fosse, tra virgolette, già una sorta di non ne usciamo. Socio, chiamiamolo così. Allora, abbiamo fatto vedere le due versioni, soprattutto il colpo di scena di questa società e di Andrea Zanlari, tra l'altro, di cui tra poco parleremo, perché questo, il contratto, allora, la verità qual è? Che Di Fazio non t'ha pagato, ma t'ha pagato chi? Vogliamo dirlo, ribadirlo? Io avevo un contratto con la SICA, un cliente che mi ha portato Di Fazio. E questo è quanto, il contratto ce l'avete lì, c'è Michele Sarno appositamente perché lui, ecco, quindi, a lui ho prodotto allora, tutto avvocato, quello che c'era da produrre. Quindi... Avvocato, ha sentito Capozza, noi abbiamo fatto sentire Versoni, prima 120.000 euro che gli doveva dare Difazio, poi non è vero che gliel'ha dati, poi abbiamo scoperto che erano solo 30.000, ma non di Difazio pagati dalla SICA. È chiaro che siccome vorremmo capire come mai Difazio fa pagare dalla SICA oppure se ha fatto conoscere... Cioè, tutta sta storia, lei la conferma, avvocato? Allora, io logicamente la confermo sulla base dei documenti che Capozza mi ha fatto pervenire. E noi qui abbiamo questa sera, questa è la copia della fattura dalla quale si evince quel pagamento di 30.000 euro. Scusi, lei gentilmente me la può dare? Me la do in modo che lei la può fare inquadrare. Che la facciamo inquadrare gentilmente? Eccola qua. Questa è la copia della fattura che corrisponderebbe a quell'importo di 30.000 euro che... la società SICA, attraverso quindi il suo presidente, il suo legale rappresentante, avrebbe pagato. Perfetto, avvocato, per lei... il contratto che aveva stipulato con Capozza. Quindi lei ci porta un documento. Ma e io ne porto un altro. Ecco, a posto. E qui, avvocato, sono problemi però. La SICA dice... Non risultano agli atti di questa stazione sperimentale contratti sottoscritti con chi? Con il signor Capozza. Non risultano fatture, pagamenti disposti dalla Fondazione in favore di chi? Del signor Capozza. Questa è qua, SICA, non è che stiamo scherzando. Capozza viene smentito da SICA.
Ma Capozza, allora, lei ci ha fatto vedere adesso che c'è questa fattura. Capozza, come, che gioco stiamo facendo? Io ci ho pagato pure le tasse su quella fattura. Ma posso chiederti una cosa, se ci davamo va bene, al momento debito. Posso? Sì. Allora, ma certo, perché bello, per uscirne, fai. No, Francesco, c'è solo una modalità. Cioè, dovresti con il tuo avvocato produrci la distinta di pagamento, il versamento sul conto corrente. Per una ragione molto semplice, certo, perché SICA smentisce. Allora delle due l'una, o SICA, che ha un commissario prefettizio, non riesce a trovare una fattura nel database, allora cambiamo il commissario, ma non ho motivo di dubitare della qualità del commissario che hanno messo lì. Oppure, perdonami, ci stai dicendo una cosa che è parzialmente non vera, diciamo falsa, nel senso che delle due l'una non ne usciamo, avvocato, ma aiuti pure lei, come se ne esce da questa storia? Solo con l'avvocato. Io ritengo che quello che lei ha detto è giustissimo. Consideri che di questa circostanza Capozza è stato notiziato correttamente dalla redazione venerdì pomeriggio. Perfetto. È evidente che da venerdì pomeriggio a stasera domenica non poteva anche andare indietro. Nel 2000, stiamo parlando di che 2017. Anno? Beh, è un conto chiuso. 2017. Conto chiuso, quindi bisogna fare una ricerca a ritroso e ritengo che il documento vada tranquillamente esibito. Però poi ritengo una cosa. È l'unica controprova, avvocato. Io non, assolutamente, e non bisogna sottrarsi, con onestà e serietà bisogna dirlo. Però io ritengo una cosa, non dobbiamo fare l'errore guardando il dito di non guardare la luna. Qui la cosa veramente strana che accade è che Di Fazio aggancia Capozza per quella che è la sua interpretazione. Abbiamo compreso perché aveva questa passione, forse Paola Turci, grande amore, certo, grande passione grande di questo passione. A un personaggio. Certo punto, a un certo punto Di Fazio, che aveva fatto delle promesse a Capozza, 120.000 euro a Capozza, addirittura dottor Giletti, scusi avvocato, lei lo sa, Capozza dice nella prima puntata mi ha offerto 120.000 euro, dico addirittura di più, che per buttare fumo negli occhi a Capozza, e abbiamo qui una mail che lo testimonia, voleva comprarsi la società di Capozza. Quindi questo fa parte di tutto quanto un discorso che viene messo in campo per cercare di attrarre Capozza. Dopodiché la cosa strana è che quando Capozza inizia a dire quando lo firmiamo questo contratto, gli porta Zanaldi come cliente. Eccoci qua, Zanlari. Questo è quello che dice Capozza. Zanlari, Capozza dice... Abbiamo una mail anche su questo. Allora, calma. Scusate, entra in questione Zanlari, il quale ha minacciato querele, denunce per qualsiasi coinvolgimento in questa storia, però è chiaro che Capozza ci dice, io ho conosciuto Zanlari, confermami Francesco perché non ti vedo alle mie spalle se ci sei, certo, confermami, certo, grazie a Di Fazio che mi ha fatto conoscere Zanlari, giusto? No, Di Fazio mi ci ha proprio portato da Zanlari alla SICA. Cioè, non è che ha fatto una telefonatina e mi ha creato un appuntamento. Siamo andati sempre con la solita Maserati, sempre col solito autista, alla SICA. E ti dirò di più, Massimo. Io, mentre visitavo la SICA accompagnato da qualche collaboratore, eccetera, mi ha fatto un po' da cicerone a vedere, a raccontare la storia di questa SICA. Lui stava chiuso nell'ufficio di Zanlari. Quindi, dopodiché sono andato io... E poi ha pagato la SICA. Scusami Francesco, qui è il punto, e lo dico anche all'avvocato Sarno che conosco da tanti anni. Lui se l'è cantata e se l'è suonata Capozza, come si dice a Napoli dalle nostre parti. Perché lui una volta ha detto una cosa, una volta ne ha detto un'altra. Quindi abbiamo da una parte Francesco, da un'altra parte Capozza. O ha detto una bugia la prima volta o ha detto una bugia la seconda volta. E chiaramente sei tu che stai creando un caso, distraendo l'attenzione sul punto principale. Che cavolo c'entra Di Fazio? Devi dire la verità questa sera, Francesco. Perché SICA è a partecipazione del MEF e dello sviluppo economico. E per me che ho fatto politica mi viene l'orticaria. Per questo, capisci? Quello che abbiamo evidenziato più volte, uno non può lavorare per Di Fazio e farsi pagare dalla SICA. Dobbiamo arrivare alla verità piena di questa cosa. Allora, perché finisci tu? Rispondi a questa domanda. Esatto. Dici, perché è importante, dici la verità stasera, dici. Sì, però il problema è che voi che... No, ma te lo dico tranquillamente. Io non volevo appunto tirare fuori la SICA, eccetera, eccetera, ma a questo punto, parlando proprio con Sarno, mi ha consigliato di dire le cose. Il discorso è uno, però, ed è molto semplice. Esatto.
il discorso è uno molto semplice. Non è che la SICA, io per la SICA non dovessi fare nulla, cioè io ho concordato con Zallari e mi viene da ridere che mi dice che non ha fatto un contratto, eccetera. Ma non doveva essere lui che mi pagava per il lavoro per Di Fazio. Attenzione, io mi sono evidentemente espresso male. Ah, okay. Lui voleva per la SICA e c'avete il contratto, ci sono anche tutte le proposte che io gli ho fatto e che lui ha approvato. Ma io nelle mie mani ho... Quindi voglio dire... Non abbiamo mai pagato... Qui, cioè, il commissario questo, chiaramente, adesso... 10 certo, giugno 2021, ma... caro Giletti, qui non abbiamo mai pagato il signor Capozza e non esiste un dice, contratto, però, questo è il punto dice? Clamoroso. Io non posso la pensare però, che... Lo dice la SICA. Io non posso pensare che un commissario prefettizio menta. Scusate, quello è un commissario prefettizio. Va bene, allora, tiriamo in ballo Zallari. Avvocato, aspetti, ve lo faccio vedere. Perché chiaramente Carlo Marsilli è andato per dipanare questa matassa. Solo Zallari, visto che dice che non hanno mai pagato, non conoscono vediamo Capozza, eccetera. Capozza dice, ma come, sono andato in macchina con la Maserati, accompagnato da Di Fazio, siamo andati a fare il giro dentro la SICA, adesso dite che non mi conoscete? Carlo Marsilli. Pronto? Buonasera, dottor Zallari, sono Carlo Marsilli, giornalista di La 7. Risulta che lei nel 2017 abbia incontrato Antonio Di Fazio e per suo conto, con i soldi della SICA, ente pubblico da lei al tempo presieduto... Guardi, questa è una bugia, io non ho niente da dire. Però effettivamente io mi chiedo se lei l'abbia querelato a questo punto, Capozza. Stiamo preparandola. Lei sta preparando. Mi può allora dire come secondo lei siano andate le cose? No, perché finché non... tutto quanto no, mi dispiace. È abbastanza grave come accuso, no? L'uomo con cui ero al telefono si chiama Andrea Zallari. All'attivo ha una decina tra partecipazioni e cariche in SPA, SRL ed enti pubblici. Da 20 anni presiede la Camera di Commercio di Parma, ma soprattutto dal 2010 al 2020 è stato presidente della SICA. La SICA di Parma l'anno scorso finì nell'occhio del ciclone a causa di un'inchiesta della DDA di Bologna. Secondo gli inquirenti, esponenti dei potenti clan camorristici dei Sarno e dei Casalesi sarebbero riusciti a farsi assegnare dei lavori proprio alla SICA. Ed è in questa sede che Francesco Capozza racconta di essere stato accompagnato da Antonio Di Fazio per accordarsi direttamente con Andrea Zallari sul famoso contratto di consulenza d'immagine. Per capirci qualcosa di più, siamo andati direttamente da chi oggi presiede la SICA. Nella proposta di contratto è scritto che l'agenzia di Capozza si sarebbe impegnata per la promozione dai media, all'opinione pubblica, dei risultati personali di Zallari. Ora, visto che lo statuto della SICA dice che tutti gli utili vanno reinvestiti in ricerca, divulgazione, insegnamento... Io non ho letto, quindi non posso fare commenti. È chiaro che chi opera a nome di SICA deve portare chiaramente interesse alla società. Non a se stesso, dicevo. Ma voglio dire, necessita di approfondimenti che stiamo facendo, ma poi sono approfondimenti che vogliamo fare prima di rilasciare una dichiarazione con molto scrupolo. L'unico che a questo punto può sapere come siano davvero andate le cose è Andrea Zallari. Dottor Zallari, buongiorno. Sarebbe così cortese a rispondere alle nostre domande? Mi dica. No, via fuori, guardi, io sono su suolo pubblico al momento, dottore. Vorremmo anche solo capire come mai ha deciso di spendere 120.000 euro per la sua immagine a fronte delle 3.300 aziende che versano contributi alla SICA, ente pubblico peraltro. Buongiorno. Guardi, dottore, le sto dando l'opportunità di rispondere a delle accuse molto gravi nei suoi confronti. Ci può almeno dire se conosceva Antonio Di Fazio? No, scusate, mentre vedevo Zallari, che per carità non risponde, però qui il contratto è fatto a Zallari, poi se l'ha pagato, come dice Capozza, con un assegno qualcun altro, la SICA... E mi sembra evidente che gli assegni si trovano, quindi il commissario, persona per bene, che sta cercando di capire che cosa è successo, non può non trovare questa situazione, a mio avviso. Ma poi, scusa, io dico. C'è di più cosa? Aspetta un attimo. Ma poi Massimo, scusami, Massimo, perché posso al fine attimo, proprio Massimo, di chiarire la verità, perché mi rendo conto che ci sono stati fraintendimenti,
C'è una bellissima mail che Capozza inoltre il 24 luglio 2017 ad Andrea Zallari, nella quale mail si dice, 30 secondi, caro Presidente, come da accordi intercorsi telefonicamente il pomeriggio di sabato, sono ad inviarle una proposta che ho formulato sulla sua persona, seguendo le indicazioni e le riflessioni che abbiamo fatto insieme, anche nel nostro incontro della scorsa settimana, alla presenza del comune amico Antonello Di Fazio. Va bene. Sono due questioni. Fermo, avvocato, basta. Due fermo. Questioni centrali, sentendo Capozza e l'avvocato. Cioè, la cosa assurda e anomala è che secondo questo contratto Francesco Capozza si sarebbe dovuto occupare dell'immagine di Zallari. Noi stiamo parlando di un ente di diritto pubblico. E poi un'altra cosa, qui ogni tre parole, ogni due domande si minacciano le querele. Ma un commissario di una camera di commercio che è stato 7 anni a capo di un ente di diritto pubblico, ma si vuole fermare, vuole chiamare, vuole chiarire, vuole aiutarci a ricostruire la verità. Guardi, ma perché si scappa? Cioè, è una cosa incomprensibile. Su questo io sono talmente d'accordo con lei. Ma che anche per sono stato impegnato anche in processi per persone di altissimo livello e rappresentanti istituzionali, ho sempre dato il consiglio di fermarsi e rispondere alle domande. Ma anche per smentire. Però, scusate, anche per chiarire Capozza, il senso di... Assolutamente. Capozza ha detto nella prima intervista che questo signore, o chi per esso, a posto di Fazio, pagava regolarmente. Avete esibito una fattura... Ovviamente sulla fattura c'è la modalità di pagamento, io sono una partita IVA, mi chiedo di pagarmi con l'IBAN, che si può ricostruire, giusto perché, non per certo. Capozza, perché a noi non interessa Capozza, certo. A noi interessa quel signore che scappava, Capozza ci sta mettendo la faccia, ci interessa quel signore che scappava, Capozza ci mette la faccia e sta ricostruendo qualcosa che era fuggito. E quindi che credo che poi i magistrati, credo, scusi, avvocato, dovranno ascoltare Capozza, perché su questa questione sarebbe chiaro, importante sapere la verità. Ritengo che questo debba avvenire, tra l'altro lo ha detto Capozza, lo confermiamo, lui resta a disposizione della magistratura per fare chiarezza su tutti quegli avvenimenti a cui ha preso parte, certo. E di perché cui è consapevole. Capozza prima ha detto che lui personalmente è andato in SICA e di fatto si è chiuso nella devo andare in pubblicità con questo signore Zallari e lo conferma la mail. Scusate, questo, giorni la distinta dopo di la pubblicità, dopo la pubblicità, la dopo la pubblicità abbiamo anche un'intervista con un uomo vicino alla criminalità, prego, che c'entra in questa storia dopo la pubblicità. Siamo tornati al centro di questa vicenda, Antonio Di Fazio, in carcere, violenza sessuale, ma abbiamo scoperto, grazie alla denuncia di questa ragazza Chiara, un mondo incredibile, sul quale io francamente, caro dottor Trocchia, rimango un po' perplesso che ci volesse una denuncia di una ragazza per scoprire delle cose incredibili, soldi presi in contanti a destra e a sinistra, ma insomma è una cosa allucinante. Il giro criminale che ruota attorno ad Antonio Di Fazio, i 500 euro, i pagamenti in nero, questo mondo, e lui camminava in Maserati e in Ferrari, allucinante. E nessuno si accorgeva di nulla. No, non è possibile. Italia bellezza. E beh, allora adesso vi faccio vedere però uno di questi uomini che lavorava per Di Fazio, Mauro Russo, vicino al clan Belforte, marcianese, quindi stiamo parlando di Camorra, condannato con sentenza passata in via definitiva, in giudicato, quindi poteva operare, lavorava per l'IFAIL, che è una società dove non compare Di Fazio, no. Ma noi sappiamo che c'era dietro Di Fazio questa società, e Mauro Russo poteva anche usare il conto corrente di questa società. Siamo riusciti a parlare con lui, Carlo Marsilli. Lasciamola un'altra volta. In questa villetta alla periferia di Milano abita un ex dipendente di Antonio Di Fazio. I cani ci sono. Si chiama Mauro Russo e da giorni tento di parlargli, perché Russo non è una persona qualsiasi. Quelle che state vedendo sono le immagini del suo arresto. Era il 2012, gli inquirenti gli sequestrarono beni per 20 milioni di euro e Russo finì in carcere per associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori. Poi, nel 2019, poco dopo essere uscito di galera, Antonio Di Fazio lo assume alla IFAI SRL, un'azienda farmaceutica di sua proprietà. Ecco qui, Global Pharma.
non ci sono più indicazioni della IFAI SRL, l'altra azienda di Fazio di cui era dipendente Mauro Russo, ma il civico a cui corrisponde l'azienda è proprio questo, quello della Global Pharma. In questa stessa sede, secondo una ricostruzione del Fatto Quotidiano, si sarebbero presentati anche uomini dei Mancuso, una potente cosca di 'ndrangheta con cui Di Fazio si sarebbe indebitato per centinaia di migliaia di euro. Cosa ci facesse però un condannato per camorra a libro paga di Di Fazio? Alla fine siamo riusciti a farcelo dire in esclusiva dal diretto interessato. Come si è comportato bene? Non mi ha detto sei un capolista? Ti voglio aiutare ad inserirti. Cosa faceva la IFAI per riuscire a inserirsi? Che lei di farmaceutica non faceva, non sapeva nulla. Anche se bisognava pulire il cesso, Russo Maura doveva pulire il cesso, anche a terra se bisognava lavare, anche se bisognava qualsiasi cosa. Quindi lei faceva, era un factotum dell'azienda. Ma è possibile che facesse tutti questi milioni con un dipendente, sta ditta? Il dipendente ero solo io, Russo Maura. Quindi lei era l'unico dipendente della IFAI? Ah, in amministrazione, sì. Ah. Per cui anche se avevo accesso, diciamo, a qualche conto, per dire, era regolarissimo. Cioè qualcosa di amministrativo, non ho capito. No, ma non è materia mia, non è materia mia, perché io sono ignorante, si figuri. Beh, lei ha fatto l'imprenditore russo, cioè i conti li saprà fare, no? Ma sono stato imprenditore, ho avuto, diciamo, un'azienda che costruiva slot machine a livello nazionale, però è un altro settore. Com'è che vi siete conosciuti così di fatto? 10 anni fa, dal 2006, io avevo attività, io avevo locali un pochettino comunque, quindi chi frequenta Milano non è un problema conoscere di Fazio, aveva le sue buone amicizie. Insomma, nell'alta società, diciamo, quella imprenditoriale, quella ricca. Sì. Ma lei di Fazio, questo personaggio che poi sulle donne ha avuto, lei aveva mai percepito qualcosa, intuito qualcosa? Assolutamente no. Una persona sempre educatissima, sensibile, timido. Quindi, insomma, il contrario di quello che è emerso. Assolutamente sì. Allora, i legali di Russo hanno scritto che non desiderano accostare il suo nome di Russo alla vicenda di Fazio, però tu conosci bene questo mondo. Che cosa sta succedendo? Noi facciamo i giornalisti e ricostruiamo quanto accade, indipendentemente da quello che gli avvocati ci suggeriscono di non fare come al solito. Mauro Russo è stato condannato in via definitiva per camorra. Era un imprenditore in trani al clan Belfort, lo scrivono i giudici della Corte di Cassazione. Mauro Russo va a lavorare alla IFAI SRL, dove, secondo l'amministratrice di quella società, Rosa Rotondo, il reale dominus era Antonio Di Fazio. La IFAI nel 2020 ha un solo dipendente, Mauro Russo, condannato per camorra, che aveva la possibilità anche di accedere ai conti correnti. Ti dico di più, la IFAI SRL con un unico dipendente condannato per camorra vince gli appalti con le ASL e fornisce tute all'ASL di Torino e all'ASL anche abruzzese. Ti faccio una domanda però, anche la SICA, abbiamo scoperto, ha delle persone, grazie alla DDA di Bologna, che ha evidenziato dei legami con persone molto particolari legate al mondo della criminalità. Torna il tema della criminalità anche lì, ma torna anche in un altro punto che in certo qual modo si collega con un'intervista che abbiamo vista prima. Antonio Di Fazio andava in una masseria con Riccardo Cusenza, che era collegato al Clan Valle. Le informative hanno scritto negli anni scorsi che Mauro Russo a Milano, che aveva bar e ristoranti, era molto vicino al Clan Valle. Attenzione, Drinava Valle, è un'andrina di 'ndrangheta, quindi abbiamo la camorra e l'andrangheta. Francesco, nei tuoi incontri, eccolo, hai mai percepito con Di Fazio, le tue frequentazioni, hai mai percepito quest'altro mondo? No. Onestamente no. Cioè, onestamente lui... no. E ti dico, se posso dire una cosa, tre secondi. Quando, non è che io mi smentisco rispetto alla prima volta, io non volevo tirare fuori anche questa cosa della SICA, perché ovviamente faccio il giornalista pure io, per cui so, e soprattutto faccio giornalismo politico, quindi so bene che vaso di Pandora si andava ad aprire. Consultandomi con Michele Sarno, mi ha detto, a questo punto ci hai messo la faccia, perché bisogna anche, cioè, come l'avete detto anche voi, io ci ho messo la faccia, per cui, però proprio per denunciare il fatto che anche io stesso sono stato turlupinato da quest'uomo, per cui ho deciso di dire le cose come stanno, riguardato indietro con le mail, ce l'ha tutte Michele, tutto quanto. Per quanto la domanda che mi fai, io no, e ti dico la verità, sono quasi schifato di aver avuto un rapporto professionale con questa persona.
Per cui, però non ho mai percepito niente, le prime se, salvo chiare, le cose Francesco, che ho già detto e che ha detto. Finalmente da 3 puntate ci siamo anche scontrati ed è giusto così. Allora, prima, c'è la presenza dell'avvocato, meno male che l'avvocato no, però sono di il primo fare io, della SICA, sono il primo, e queste parole sono molto condivisibili. Devo dire una cosa, è sono il primo che nel momento in cui, no, parla Michele. È evidente che nel momento in cui una persona ci mette la faccia, poi ha il dovere della verità. Perché è come amo dire sempre, la vera libertà è nella verità. Capozza, ma allora... Si sta zitto. Allora, Capozza, dimmi. Questa è l'ultima puntata di Non è l'Arena di quest'anno qui, e quindi non so cosa, se ti dico, magari ci sentiremo poi più in là, però attenzione perché hai messo, certo, hai aperto un vaso di Pandora importante. Però io ti chiamo domani, perché io vorrei leggere la distinta di pagamento, perché noi continuiamo a domani, usciamo sì, tutti i giorni, sì, quindi noi vogliamo vedere la distinta domani, di pagamento. Io domani, domani. Prova a dare questo elemento. Io, come... Dobbiamo certo, saperlo, no, dobbiamo fugare ogni dubbio. L'unica cosa è che, certo, ci mancherebbe, ma ovviamente, io ti dico, la redazione mi ha chiesto venerdì pomeriggio di produrre queste cose, ovviamente va a bene, banche chiuse, oltretutto questo è un conto chiuso di una società chiusa e tutto quanto, domani mattina chiamo il direttore di banca. Allora, il suo interesse produrli, non perché noi vogliamo fare i giustizialisti. Certo, il suo Francesco, ci dovrà attivare per produrre questa difenderà. Ovviamente, caro dottor Zanon, caro dottor Dallari, qualsiasi cosa, lei sa dove trovarci, eccetera. Abbiamo detto e scritto più volte che... Scusa Massimo, poi... devo chiudere. Se è importante la dici, se no devo chiudere. Su Zallari, sì, semplicemente mi viene da ridere, perché quel posto dove ci sono, l'ho visitato palmo palmo, e che non mi conosca mi viene da ridere, onestamente. Allora, poi ci sono punto, le mail, io mandavo le mail direttamente a lui. Perfetto. Il commissario però prefettizio che sta gestendo la SICA a questo punto però deve far chiarezza, perché è una questione molto importante, molto delicata, è un dovere. Siamo partiti da violenze sessuali e stiamo scoprendo un mondo incredibile, ancora peggiore di quello che potevamo pensare di è trovare. È facile, basta che chiama Zallari, il commissario prefettizio può chiamare Zallari, intanto lui deve produrre la distinta di pagamento e riusciamo a... E anche i magistrati forse potrebbero fare una telefonatina e chiamare, perché questo è un suggerimento che così diamo. Francesca Pascale, che è amica di Paola Turci ed era stata intervistata, abbiamo raccolto la sua testimonianza, ci ha scritto che volevo semplicemente precisare che non era un'intervista concordata, ma era una conversazione informale con un giornalista. Tanto le dovevamo, questo suo intervento è gradito. Fatto sta che dopo la pubblicità, torniamo a parlare di una storia sconvolgente, la ragazza di 18 anni, Saman, scomparsa da troppo tempo e di cui ormai è chiaro che la fine è... ormai non resta che trovare purtroppo solo il corpo, ne parliamo e saremo anche in collegamento con la zona dove è scomparsa la ragazza, dopo la pubblicità. La libertà è un dovere prima che un diritto, è un dovere. Lo scriveva Oriana Fallaci in un libro importante, Un uomo. Qual è il punto? Perché introduco così questa pagina che riguarda una ragazza di 18 anni che non c'è probabilmente più? E la nostra libertà si conquista e va difesa a tutti i costi. Questo è il messaggio. Deve essere difesa la libertà. Che anche una giovane ragazza di 18 anni, di origini pakistane come Saman, voleva vivere. Era il suo desiderio, era quello che amava. Voleva farsi una vita sua, era tornata a vivere, era venuta a vivere nel nostro paese e voleva vivere in un modo diverso rispetto ai suoi. Libera di pensare a un proprio futuro diverso rispetto a quello che la sua famiglia prospettava evidentemente per lei. È scomparsa ormai da più di un mese. Però il problema che noi vorremmo affrontare questa sera è chiaro, noi ci troviamo di fronte a un caso di cronaca nera, lo chiamiamo femminicidio, ecco, però ridurlo solo a femminicidio secondo me è un errore. Qui c'è un problema di mancanza di integrazione di una parte della comunità, di alcune comunità che vivono nel nostro paese, e c'è anche però l'altro problema di questi giovani che sono cresciuti, nati anche molti di loro in Italia e che non sono italiani.
pur si considerano italiani, però non hanno la famosa cittadinanza. Ecco, per questa ragazza davvero abbiamo fatto di tutto. Di questo parliamo con questa sera. Saluto Vittorio Sgarbi, buonasera Vittorio. Eccolo, ciao. Sami Salem, imam della moschea della Magliana. Andrea Catizzone, avvocato. Buonasera. In collegamento Daniela Santanchè, Fratelli d'Italia. Ma andiamo subito in collegamento con Daniele Bonistalli, che si trova proprio a Novellara, davanti all'azienda agricola dove viveva e lavoravano da tanti anni il padre di questa ragazza e soprattutto lo zio. Daniele, eccoci. È così Massimo, siamo proprio qui davanti alla casa di Saman, dove viveva insieme ai suoi genitori. Eccolo qui il portone, lo vedete con i sigilli dei carabinieri, è stato chiaramente sequestrato dalla procura. In questo stesso stabile, come dicevi, c'è l'azienda agricola Le Valli, dove lavoravano i genitori di Saman, ma anche lo zio. Zio che, secondo gli inquirenti, ecco qua l'ingresso dello spaccio di questa azienda agricola dove si coltivano meloni e cocomeri, lo zio, dicevamo, è l'autore, sarebbe secondo gli inquirenti, l'autore materiale dell'omicidio. Vi porto di qua, facciamo il giro di questa azienda agricola, perché siamo proprio nel centro delle ricerche che si stanno sviluppando ormai da giorni, purtroppo senza esito. Qui come vedete ci sono i carabinieri, che tra l'altro ringraziamo per farci accedere in questa zona che sarebbe off limits, presidiano il posto 24 ore su 24. Vi vorrei far vedere proprio qua dietro il piazzale che ormai siamo abituati a vedere, l'abbiamo visto in questi giorni sui giornali ma anche in televisione. È qui che viene ripreso da quella telecamera che è proprio lassù lo zio di Saman insieme ai cugini in questo piazzale, che portano attrezzi, vanghe, badili che sarebbero serviti, secondo la procura, secondo gli inquirenti, a seppellire il corpo di Saman. E quindi è proprio da qui che sono partite le ricerche, è proprio qua intorno che si sta cercando, perché qua cominciano i campi. Guardate quella stradina che parte proprio dal piazzale e va verso sud. Qui ci sono 80-90 ettari di campi coltivati. I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, stanno cercando da giorni, lo dicevamo, senza aver trovato nulla. Qui vi faccio vedere, perché ci sono le serre dove vengono coltivati, appunto, coltivata la frutta che dicevamo, e qua si sta cercando palmo a palmo. Guardate, qui non si può vedere adesso perché è buio, ma è una distesa veramente sconfinata, e abbiamo parlato oggi con gli investigatori che ci dicono che hanno fondamentalmente circoscritto un'area più piccola di 2 ettari appena, che sembrano tanti ma in realtà sono pochi rispetto alla ricerca che è stata fatta all'inizio, dove si sta cercando con carotaggi, oggi ne sono stati fatti un centinaio, per vedere di trovare qualcosa di, che possa avvicinarsi al corpo di Saman. Domani arriveranno i cani molecolari e speriamo venga trovato finalmente qualcosa. Allora ti ringrazio, perché poi avrai anche altri ospiti nel corso di questa serata, per cui ci collegheremo con te per parlare con loro. Però siccome tu prima parlavi proprio che ti trovavi in quel punto in cui quella famosa telecamera che ci hai fatto vedere qualche istante fa ha ripreso esattamente lo zio, eccola qua, ve la facciamo vedere. Lui, Daniele, si trova proprio in quel piazzale davanti alla casa. Queste sono le telecamere che riprendono questi uomini che probabilmente sono tornati dopo aver seppellito, perché hanno una pala, il corpo. Eccola là, dovrebbe essere sotto quella luce l'immagine che ci sta dando la regia di Daniele Bonistalli. È quella, no, Daniele? Sì, è esattamente quella. Che poco dopo la mezzanotte ha ripreso lo zio e i cugini a faccendarsi e portare queste vanghe, questa attrezzatura. Quindi, secondo gli investigatori, appunto, sarebbero zio e cugini. Bene, ti ringrazio. Mentre vediamo ancora queste immagini, torniamo invece a farvi vedere delle nuove immagini. Pochi ve le mostriamo, che sono importanti. Sono le immagini riprese all'aeroporto, scusate, me le date gentilmente, l'imbarco dall'aeroporto, parlo con la regia, se non le avete non importa, le mandiamo dopo. Eccole qua, sono le immagini dell'imbarco dei genitori, sono immagini che vi facciamo vedere adesso per la prima volta qui, è l'imbarco a Malpensa, perché voi sapete, queste persone, dopo aver fatto quello che hanno fatto, sono tornate nella loro terra.
Allora, torniamo a vedere immagini di Saman. A dicembre, proprio prima di Natale, si trova a Bologna e si racconta come una ragazza di oggi, su TikTok, cantando la musica con il sottofondo di Sfere Basta, che è un rapper famoso italiano. Me le mandate, grazie. Quando chiami tu mi chiedi dove sei, ti dico vieni solo, so già cosa vuoi. Let go. Spengo la TV, tu prepari il joint, lancio via la maglia e poi, baby, baby, baby. Daniela Santanchè, una ragazza come tante altre, no? Con i jeans bucati, le sneakers lì ai piedi. Ecco, che idea ti sei fatta di questa vicenda? Una ragazza che voleva essere libera, di una ragazza che voleva vivere all'occidentale, ma mi sono fatta l'idea, e ho sofferto per questo, di come è stato trattato questo caso drammatico, drammatico, tragico, perché vedete, io non ci sto quando si parla di femminicidio, per due motivi molto semplici. È vero, anche in Italia molti uomini uccidono le donne, ma vedete, un uomo che uccide una donna spesso per gelosia, per possesso, per egoismo. Qua invece non è un uomo che uccide una donna, qua è un'intera famiglia, compresa la madre, che se tutto quello che sappiamo verrà naturalmente appurato dalla magistratura, quindi compresa la mamma, che è sottomessa al clan maschile della famiglia, perché io sono madre, Massimo, e credo che nessuna madre possa accettare che una figlia venga ammazzata. Scusa, Daniela, scusa un secondo, perché abbiamo molto tempo e parleremo. A me ha molto colpito, poi arriveremo a quello che stai dicendo, che è importante. Mi hanno colpito le parole di Giuliana Sgrena sul Manifesto, che dice: la sinistra ha taciuto per paura di passare per essere anti-Islam. La stessa Ritanna Armeni su Facebook ha sparlato, anche lei donna di sinistra, incomprensibile silenzio. Le tue colleghe di sinistra? Ma le femministe, Massimo, infatti stavo finendo dicendo proprio questo, che quindi questo farlo passare per femminicidio è sbagliato per i motivi che stavo dicendo, tant'è che la procura non ha indagato un uomo, ha indagato tutta il clan, sì, tutta la famiglia. Sì. La seconda questione è quello che tu mi chiedi. Qua si questa politica al corretto, dove va tutto bene se non ora quando, il me too, perché se un uomo magari fa delle cose, non so, un complimento, perché ormai siamo arrivati a questi limiti, allora le femministe, la sinistra si scatenano, quando invece viene ammazzata una donna per una questione culturale e religiosa, perché io non ci sto a non mettere anche la religione in mezzo, perché vedete, quando un uomo ammazza una donna in Italia non solo viene perseguito dalla giustizia, ma anche a quell'onta pubblica, perché è un fatto pazzesco uccidere. Loro allora, invece un attimo, abbiamo tempo, io non voglio sovrapporre i temi. Non voglio sovrapporre i temi, voglio parlare di quello che hanno detto la Sgrena e il silenzio di Ritanna Armeni. Anche lei, avvocato Catizzone, ha scritto qualcosa di molto simile. Ma come mai questa storia, cioè, è avvolta dal silenzio? Cioè, sul caso di Saïd Visin, ho sentito Enrico Letta chiedere il perdono per il ragazzo, giovane ragazzo etiope che si è tolto la vita, pur se la famiglia ha detto guardate che non c'entra niente, però lui aveva scritto una lettera molto forte, sicuramente ha vissuto, ha sofferto il razzismo, però lì si è aperto un fronte di intellettuali, di sinistra, qui stiamo nel silenzio. Anche lei ha questa sensazione? Sì, diciamo, si è fatto il cosiddetto minimo sindacale su questa, gravissima vicenda. Questa è una bellissima domanda. Mi piacerebbe che le donne di sinistra, che oggi invece non hanno preso una posizione, non sono scese in piazza, e anche gli uomini di sinistra, perché questo è un tema che riguarda il tema delle donne, ma anche gli uomini, i partiti, bisognava trovare il modo per stare vicino a tutte le ragazze come Saman, perché come lei ce ne sono tantissime, e se noi siamo in silenzio rispetto a questa vicenda, noi siamo in silenzio rispetto a tutte le ragazze che come lei spariscono
perché ce ne sono tantissime di ragazze che spariscono, ci sono diversi dati, Vittorio, c'è questo sempre... Ma io lo faccio in modo provocatorio, di dire le cose come chiaro stanno. Che io provoco, però io sono impressionato dal silenzio su certe vicende che riguardano certe donne, questa è una storia molto complicata che va al di là, come diceva lei, non è solo questione di femminicidio, no, certo. C'è molto di più, c'è un modo culturale, c'è una questione religiosa, ne parleremo con l'imam, però il silenzio mi colpisce che la Sgrena dice la sinistra non vuol toccare quella cosa perché non vuol passare per... E lo dice la Sgrena, che certo non è di destra. Beh, sai, il rispetto delle culture diverse dalla nostra deve presupporre anche quello che fu rimproverato a Berlusconi come una battuta da gaffeur quando disse la superiorità dell'Occidente. Il dato, che conosce bene anche l'imam, della influenza religiosa sulla struttura della società del mondo musulmano determina un ritardo storico rispetto ai valori democratici. Se tu guardi per esempio nelle elezioni di paesi come il Marocco, quando vi siano, o la Tunisia, le percentuali sono tali che il candidato ha 80-90% di voti e i partiti piccoli, non c'è come da noi la possibilità che una volta vinca una parte o l'altra, perché noi abbiamo, rispetto a loro, un'identità di valori culturali, ma un avanzamento civile di democrazia che ci mette nelle condizioni... Cioè siamo in ritardo, sono in ritardo rispetto alla laicizzazione, rispetto... Non la legislazione, la civiltà giuridica che presuppone rispetto delle donne, rispetto degli omosessuali. Tu sai cosa combattiamo noi con il DDL Zan? Sì, anche nel cristianesimo gli omosessuali erano nel libro... Appunto, tu prova a vedere cosa sono nel libro famoso religioso, devono essere eliminati se avevi un figlio. Al cristianesimo, ma noi siamo più... Allora, abbiamo laicizzato questa... loro sono in ritardo su non questo. Non è di culture, è di visione del mondo rispetto siete ai diritti. Siete in ritardo, immagino. I diritti cioè, sono... oggi... Il problema è evidente, una ragazza occidentale allora viene uccisa, voleva vivere, una ragazza che voleva vivere in un modo diverso all'occidentale viene purtroppo uccisa sicuramente, poi saranno le indagini a confermare tutto questo, ma è chiaro che è successo qualcosa di molto grave, perché rifiutava un matrimonio combinato. Ecco, allora, è così. Ha ragione la Santanchè dire che è una questione culturale pesante, non è solo un femminicidio, è una questione in cui la religione ha un peso specifico. Ma per parlare del ritardo storico dobbiamo decidere da con chi stiamo parlando. Stiamo parlando della comunità islamica in Italia, parliamo sul livello italiano. Quindi abbiamo la prima generazione, la seconda generazione, parliamo dell'integrazione, abbiamo tanti problemi perché normalmente l'integrazione ci vuole due lati, il lato degli immigrati e anche il lato italiano. Siamo sotto di pressioni altissime, ci sono tanti pregiudizi contro i musulmani, anche se abbiamo la volontà di integrarsi al modo aperto, ci sono anche questo appello di paura contro l'Islam, ecco, contro ma i musulmani. Queste storie sono figlie di una questione culturale evidente. Se tua figlia si vuole sposare in un modo o non vuole sposarsi, ma non puoi arrivare a questa situazione. Di che cosa è figlio quello che è successo e che stiamo raccontando? Come ha detto la collega, lei non accetta, lei come donna non accetta questa cosa per la sua figlia. Anche io come papà non accetto nessun atto uguale a questo alla mia figlia. Alla fine io sono papà di quattro femmine. Quindi io vivo con loro con questa libertà. Anzi, io sono diventato un amico di queste ragazze. Alla fine loro hanno loro libertà con un modo assoluto. Perché Santanchè scuote la testa, onorevole Santanchè? Sono abituata a studiare di questo signore, ho letto alcune interviste che ha rilasciato, l'ultima non tanto tempo fa, dove diceva che se una donna musulmana vuole sposare un italiano e cattolico vuol dire che il padre non è riuscito nella sua educazione, che ha commesso degli errori. Allora questo non è plausibile nel nostro mondo, perché un imam, sedicente imam, perché anche qua potremmo aprire una porta, anzi un portone, perché purtroppo è da tanti anni che noi, Fratelli d'Italia, io stessa, Massimo, io dal 2006 che mi occupo di queste tematiche, non siamo mai riusciti
a capire perché chi fa l'imam non deve aver fatto un percorso di studi, ma al netto di questo, questo signore adesso davanti alla telecamera sta dicendo questo. Vi andate a, su Google, ricercate le interviste che lui ha fatto e dice che se una donna musulmana non mette il velo o vuole sposare un italiano, il padre deve ammettere di aver sbagliato risposta la sua imam. Dove l'ha studiato, signora? Questo è il problema. Questo è il problema. No, 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 poi c'entrano le telecamere, siete tutti un attimo, assolutamente... Un attimo, risposta. Questo è il problema che io sto adesso sto ascoltando, è l'interpretazione dell'Islam e del Corano da una donna che non ha mai studiato l'Islam. Sì, però l'intervista lei l'ha fatta dicendo se mia figlia si sposa con un cattolico ho sbagliato tutto. No, c'è l'ha detta differenza. Questa cosa perché no, è importante. No, no, c'è la differenza quando i genitori hanno il diritto di dire le loro opinioni e questo è un diritto. E poi se il padre o se i genitori hanno mancanza di insegnare i loro figli, e questo è loro colpa non risponde, loro. Vittorio. Sempre è una risposta ambigua. No, capisco il suo imbarazzo perché credo che abbia una difficoltà. Non si sente, Sant'Anchè, inutile, guarda, non si sente. Un attimo. È un fatto specifico che è un fatto che non può in alcun modo approvare. Ma quello che ponevo io come questione, io ho una grande ammirazione per la cultura islamica, ma il ritardo storico è quello per cui tu hai un ragazzo algerino, un ragazzo arabo, un ragazzo che va a studiare a Oxford. Non conosco nessun inglese che vada a studiare a Kabul. Perché a Kabul puoi studiare un fenomeno antropologico, ma non sei dentro il movimento della storia. Loro hanno una arretratezza, chiaro che anch'io, che non sono padre, non mi porrei il problema se mio figlio voglia sposare una musulmana, ma un cristiano religiosamente può porselo, risolve poi laicamente. Loro hanno una prevalenza dei valori religiosi che incidono sul costume e questo è un ritardo. È un ritardo di cui lui si può giustificare. Parliamo dell'argomento. Scusate un secondo, voglio far sentire per una cosa. C'è una svolta nelle indagini, arriva quando? Quando il fratello, perché anche lui, occidentale ormai come modo di ragionare, dice non posso accettare quello che succede. Racconta del contrasto molto forte che era avvenuto proprio una sera tra Saman e i genitori e dice è stato lo zio a ucciderlo. Ascoltate cosa dice il carabinieri. Avete mai parlato in casa di conseguenze che possono accadere ad una ragazza che si comporta come si è comportata Saman? Nella nostra cultura va bene quando una ragazza scappa di casa, ma quando smette di essere musulmana viene uccisa. Saman aveva manifestato l'intenzione di smettere di essere musulmana? Lei era musulmana, ma non si comportava come tale. Nel nostro Corano c'è scritto che se una smette di essere musulmana deve essere sepolta viva con la testa fuori dalla terra e poi uccisa col lancio di sassi contro la testa. In Pakistan viene fatto. Nel Corano è scritto così, ma io non l'ho mai visto. Tutti i miei parenti mi raccontano queste cose. Ora però vi dico tutta la verità. Mio zio ha ucciso Saman. Io ho paura di lui, perché lui mi ha detto che se io avessi rivelato ai carabinieri quanto successo, mi avrebbe ucciso. Io ho pensato anche di uccidere mio zio Danish mentre lui dormiva, visto che lui aveva ucciso mia sorella. Ma poi ho pensato che ci avrebbero pensato i carabinieri e che se lo avessi fatto io sarei finito in prigione. Lo zio come ha raggiunto il posto? È arrivato da dietro le telecamere, perché lui sapeva delle telecamere. E quella sera è arrivato da dietro l'azienda agricola passando tra le serre. Ho udito che diceva ai miei genitori, ora andate in casa, ora ci penso io. Dopo, i miei genitori sono tornati a casa e mio padre è tornato fuori a vedere. Ho visto mio padre che è tornato in casa con lo zaino che aveva Saman, quello di color avorio che mia sorella aveva sulle spalle quando è uscita. Lo zio Danish ha dato a mio papà lo zaino dicendo di portarlo a casa e di nasconderlo, senza farlo vedere alle telecamere. Mio padre, quando è arrivato a casa, si è sentito male e ha iniziato a piangere. Stava quasi per svenire per mia sorella. Se mio papà avesse detto ai carabinieri quanto avvenuto, mio zio avrebbe ucciso anche mio padre e tutta la nostra famiglia. Tutti abbiamo paura di mio zio. Lo zio Danish ha detto come l'ha uccisa. A me non l'ha detto. Non l'ha detto nemmeno quando è arrivato a casa. Se lo diceva, mio papà si sarebbe ucciso. Secondo me l'ha uccisa strangolandola. Perché quando è venuto a casa, non aveva nulla in mano. Lo zio Danish ha pianto molto. E diceva a me di non piangere. Minacciava a me di non dire nulla ai carabinieri. Con conseguenza la mia uccisione. Ha detto dove è stato messo il corpo? No, perché io gliel'ho chiesto. Perché volevo abbracciarla un'ultima volta. Lui mi ha detto di non potermelo dire. Anche nel Levitico
cristiano, un libro importante della storia del cristianesimo. C'è, ripeto, un passaggio molto duro sul fatto che il padre riconosce che un figlio omosessuale addirittura deve eliminarlo. Quindi stiamo sempre cauti, però... Beh, se... il critico è biblico, non è... È biblico, eh? Sì, però insomma diciamo è una base nostra, va bene. Se una musulmana smette di essere tale, deve essere uccisa. Dice che è scritto nel Corano, lo dice questo ragazzo, l'avete sentito? Lo dice questo ragazzo. Però vedi, lui non può provarlo. Ti devo dire una cosa, sì. È interessante il figlio, perché per giustificare suo padre, scarica sullo zio cattivo... E quindi c'è un padre che era indispettito, ma avrebbe rispettato la vita. Uno zio che avrebbe ucciso tutti. Possiamo... Quindi fa una diversificazione. Sentiamo un attimo in mano, un attimo solo la comunità. Siamo in collegamento con il nostro Daniele Modistalli. Mi presenti i tuoi ospiti, perché la comunità pakistana è al centro di queste polemiche. Vorrei capire se condividono quello che ha detto il fratello di questa ragazza. Se una musulmana smette di essere tale, sì, deve essere uccisa. Dove viene scritto questo? Lo dice, sì, Massimo, l'ha detto sono il fratello. Due rappresentanti della comunità pakistana, sì, Asnain Arif e Asnain Bhatti. Asnain, che ne pensi? Penso che le dichiarazioni del fratello le abbiamo sentite. Io non sono uno studioso religioso, però posso confermare che la realtà dei fatti dice tutt'altro. Né l'Islam incoraggia l'uccisione di una persona, né simpatizza o comunque incoraggia questi atti di terrore, né tantomeno la legislazione pakistana consente questi crimini, perché comunque in Pakistan ma allora un cos'è atto successo? Come questo viene ritenuto cos'è successo un crimine. Allora quindi però non scusate, stiamo parlando, scusate, possiamo discutere su quello che scusate, che dice Corano, ma mi non sentite sono io in collegamento? L'esperto in materia. Riuscite poi a sentirmi, Daniele? Riuscite a sentirmi? Riuscite a sentirmi? Allora io mi domando, ma che cos'è successo? Perché qui c'è uno zio, c'è un padre, c'è una madre, c'è un fratello, sono i cugini. Cioè non è un atto singolo, cioè, è proprio un sistema che è stato messo in atto. Non è un atto singolo, dice. Cioè, cosa è successo lì? Non basta che dire guarda, un conflitto generazionale, c'è qualcosa di più, c'è un humus culturale. Guarda, io non me la sento di dire che sia un fatto culturale, più che altro è il pensiero di una persona, di un pazzo, perché di questo parliamo, su delle basi che portano a pensare che possa essere stato il concetto... C'è tutta una famiglia, non c'è solo una persona... C'è un tutta fatto una famiglia. Umertà, più c'è che altro. Una famiglia. Scusatemi. Certo, c'è tutta c'è una famiglia, non è un pazzo. C'è una famiglia. Vorrei finire. Sì. Vorrei che mi facessi finire così magari ti do sì. La risposta, perché qua è la dinamica che di questo atto di terrore. Questa tragedia porta a pensare che quello che è successo sia dettato da un fatto di omertà, di onore. Pur essendo comunque dei concetti non condivisibili, però non mi sento di dire, per quello che conosco la mia cultura, la mia religione, che siano dei dettami religiosi o culturali. Quindi qua parliamo anche di una persona che ha problemi con l'alcol, quindi non parliamo di una persona tranquillissima, Daniela non Santanché, parliamo di una famiglia poi aperta, Daniela socievole. Daniela Santanché, io Massimo, con lui. Io voglio parlare... Sì, io voglio parlare coi fatti. L'imam è quello che professa davanti alle telecamere libertà, poi nelle sue interviste leggiamo altro, come la moglie deve tornare a casa prima delle 6 del tramonto. Il signore che ci sta parlando appartiene alla comunità pakistana. Le faccio una domanda. Quanti di voi hanno sposato una donna italiana? Quanti siete che avete sposato una donna italiana? O siete sposati tra di voi? No, perché siccome non ce n'è uno. Allora ma ci sono tantissimi. Mi sente? Conosco tantissimi quello che mi sente? Siccome le parole mi sono sente? Parole. Okay. Allora io ho avuto una fidanzata italiana per 2 anni e mezzo. Questa persona veniva a casa mia, io andavo a casa sua, i miei genitori conoscevano i suoi genitori, tuttora sono in buoni rapporti. Un attimo, adesso mi faccia finire, mi faccia finire, mi ha fatto una domanda, mi lascia finire. Molto bene. Lei mi ha chiesto, noi grazie. Abbiamo un caso di persone, due famiglie combinate a Bologna. Io non so in che mondo lei in questo momento viva e non vede questa integrazione, questa interazione fra le varie culture. No, eppure c'è, ci sono tantissime. Lei,
l'altra volta ha detto che ci sono i figli che sono sposati con marocchine, tunisine, musulmane. Quindi io mi domando, non è un problema di religione o di cultura, è un problema di arretratezza mentale dovuta alla poca istruzione. Quindi riconosciamo le cose per come stanno, valutiamo questa famiglia per l'istruzione che aveva e dove si è trovata, in quale modalità, e cerchiamo di fare un percorso sull'integrazione e non sulla religione o sulla cultura, perché non c'entra niente. Stavo dicendo 8x18, confondiamo le cose completamente. E mi dispiace, non sono d'accordo. Io ho avuto un'amorosa italiana per 3 anni e c'è stata, e forse l'avrei sposata se non ci fossimo lasciati. No. Ora, siccome io ritengo che Laila, come lei voleva essere chiamata, è stata ammazzata, e dico una frase dura, dal politicamente corretto. E perché lo dico? Per 2 motivi. Primo motivo, questa ragazza, come sapete, viveva in una casa protetta, no? E poi purtroppo ha voluto andare a casa perché era convinta di poter prendersi i suoi documenti. Sapete perché l'ha ammazzato il politicamente corretto? Perché siccome qua c'è la paura che tutti siamo tacciati di razzismo, perché se uno come me in questo momento fa una domanda, ma non l'ho fatta a caso, perché so benissimo, sono andata a vedermi in quanti sono, che cosa succede in quella comunità pakistana di quel luogo dove nessuno ha sposato un italiano, dove dovrebbero conoscersi tutti, invece improvvisamente nessuno conosce più nessuno. Caduta allora la linea. Andiamo a vedere la comunità musulmana a Roma. Siamo andati a fare un giro, Bonistalli, siamo a Tor Pignattara, comunità musulmana a Roma. Prego. Moglie un giorno e dice esco senza velo e vado come vestita come una ragazza normale. Tu che fai? Io prendo un coltello, ha messo qua e che viene per morire. Tu la uccideresti? Certo, deve prendere il coltello e messa così, devo morire. C'è una ragazza che si chiama Saman, pakistana, pare che è stata uccisa dalla sua famiglia perché non voleva sposarsi con l'uomo che avevano scelto per lei. Io non sentire quando... Non sa di cosa si parla. Non interessa. No, no, ma sono solo domande, non devo... Niente, non piace, zero, vai fuori. Ah, ok. Tu sei sposato? No. La tua famiglia ha già una donna per te? La mia famiglia è cercana per me, dopo io penso, il rispetto della mia famiglia, hai capito? Non è così, non è come qua. Non è come prima. Mm. In termini di patria, adesso cambia da tutto. È famiglia che sceglie per sé, di solito gli 80%, però per il 20% scelgono loro da soli. Questa è il tradizionale del nostro culturale. L'uomo decide. E la donna si dice... Io non mi voglio sposare con lui. Non si può fare. Adesso vado a pregare. Prego, prego. I paesi, diciamo, questi non sono ancora, non sono educati, questi non possono rifiutare perché forzano che sposare con un ragazzo per forza. E ragazze che si dice no, che minacciano, poi tante volte che tante muoiono perché dicono io che amo un'altra persona, che... allora impiccano da soli. Tu a che età ti sei sposato? 26 anni. Tua moglie quanti anni aveva? 15. Perché tu? Io un po' lontano. Io 31. 10 anni prima. Ok, quindi tu avevi 21 e tua moglie? Quanti? 3. Caspita. Perché la nostra, la vostra, sei troppo diversa. Voglia di rispetti per... Marito. Io qua c'è lavoro. Le pare lavori di casa. Voglia non devo fare che no. A me dare massaggio, sì. Devi dare che cosa ti mangi, devi subito cucinare. Non devi parlare qualcosa che no. Se una donna dice no, quello non lo voglio sposare. Non posso. Per un perché discorso. Questa è vergogna. Come legge. Questa è vergogna. Perché haram. Se la ragazza vuole scappare e dire no, io voglio vivere europea, cioè succede che la famiglia, ecco, la legge che fa? Adesso decide con la legge del Corano, questo così. Questo deve prendere, deve morire. Devi morire, non è morire qualcosa sul sangue. Pietra, pietra, pietra. Lapidata. Pietata. Perché questa ha fatto, sì, questa ha fatto. Iman, questi racconti ovviamente non si può mai generalizzare, però li abbiamo ritrovati nel cuore di Roma.
Ma una cosa sì. che mi fa ridere veramente... Però scusi, l'ha sentito anche lei. Deve essere ammazzata o lapidata. Non mi fido questo servizio, perché alla fine tutta la mia vita è passata per studiare l'Islam. Tutto quello che stanno dicendo non esiste. Non abbiamo, e non, però lo non dicono. So, ma dicono... Tirano fuori l'Islam, ha sentito? Io non so queste persone. Ma non lo so. Se sono ignoranti, se non sanno l'Islam, vengono alla moschea per imparare che cosa significa l'Islam. E invece se loro dicono così, non so chi è questo. Queste persone, ma non si vede neanche, non so neanche... Beh, certo, siamo nel cuore di Roma, ma, siamo guarda, nel cuore di Roma, non è che sono Roma, finti personaggi. Lei, ma io, cioè, queste sono persone della vostra comunità islamica. Non conosco queste persone, non conosco neanche. Vabbè, ma parlano però, neanche io conosco guarda, tutti a Roma, ma... Cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'Islam. Se stiamo parlando dell'Islam, allora sì. la responsabilità di chiarire l'Islam è questa la nostra responsabilità. Sì. Se lei mi chiede, se io vado al medico per chiederlo diciamo una ricetta, il medico sentiamo, si vede, allora questa perché sentiamo cosa dicono a Novellara allora. Cosa dite di questo racconto che abbiamo fatto su Roma, che è una parziale, per carità, ma mi lascia un po' strano, no? Guarda, opinione personale, perché l'Islam non dice questo. L'Islam invalida ogni matrimonio che è forzato. L'Islam non riconosce matrimoni forzati. E comunque la legislazione pakistana protegge la donna da questi tipi di atti. Il matrimonio forzato è ritenuto reato in Pakistan. E penso anche in Afghanistan, ma in Pakistan... Lo so, perché riguarda la mia... Ma... Scusate, lei, signora Santanchè, non si è informata bene sulla Costituzione e sulla legislazione pakistana, perché sta dicendo non è vero, Scusi, tutti quelli che abbiamo sentito lì, in questo filmato, dicono che la donna non può opporsi. Allora, o sono tutti falsi attori che abbiamo messo noi, oppure sono persone che vivono come abbiamo visto. No, io non sto dicendo che siano attori, vogliamo parlare, perché comunque... È la cultura loro, è quella. Il concetto però. È l'Islam non c'entra con questa. L'Islam non c'entra con questo delitto. Se vogliamo parlare per forza dell'Islam, vabbè. Io ti dico il concetto islamico che vieta il matrimonio forzato. E allora perché? Quindi possiamo parlare dell'opinione personale di queste persone, ma l'Islam, io parlo di quello. Cioè, quindi vieta Saman è stata uccisa. Saman è stata uccisa perché tutta la famiglia per è pazza. Per un fatto di onore e di omertà di una famiglia. Quindi un fattore culturale però. Questi concetti. E quando usi onore è culturale. Non riconosco questo... Guarda, un fattore culturale quando prevale in tutta la comunità. Questi concetti non prevalgono nella nostra comunità, quindi non si può considerare un fattore culturale. Catizzone e Sgarbi, poi arrivo. Catizzone e Sgarbi. Di alcune persone. I processi non mettono sotto accusa una religione, una comunità, vengono fatti nei confronti delle persone o in questo caso tutta la famiglia coinvolta, ma questo tema ci interroga sulla libertà delle donne. In questo servizio che noi abbiamo visto certamente le donne non hanno nessuna libertà, ma sono tutti così? Le famiglie musulmane? Non credo che sia tutto così. E sbagliamo noi a mettere sul banco degli imputati tutte le famiglie musulmane? Perché questo non fa altro che rafforzare queste convinzioni barbare, perché sono delle convinzioni barbare, per cui un essere umano non ha le libertà. Per cui si sospende lo Stato di diritto. Purtroppo questo Stato di diritto si sospende anche per alcune famiglie di italiani, perché alcune donne sono state uccise, vengono uccise, perché non possono esercitare la loro libertà. Qualche tempo fa una ragazza è stata uccisa in Italia dal fratello, è stata uccisa dal fratello perché lei aveva una relazione con un trans. Quindi attenzione, noi il reato contro i matrimoni forzati è stato introdotto con il codice rosso nel 2019. È uno spaccato. Perché vede la Santanchè cosa sta facendo? La guarda. Io la guardo e mi dispiace che reagisca così. Mi dispiace perché se c'è una... No, io difendo le donne. Guardi, io difendo tutte le donne. E difendo i diritti delle donne sempre. Di qualunque comunità. Va bene, posso sentire Santanchè? Santanchè, poi mi manda. Santanchè, prego. Perché è proprio sbagliato fare questi paragoni, perché qua non è indagato un uomo, ripeto, è indagato tutto un della famiglia, tutta la famiglia, compresa la madre. Io non ce l'ho con tutti i musulmani, ci mancherebbe. Bisogna dirlo chiaramente. Scusi,
se posso finire, ce l'ho con il fondamentalismo islamico, ce l'ho con il fatto che continuiamo a dire delle sciocchezze, perché quando si dice che nel Corano non c'è scritto sui matrimoni forzati è una balla, perché basta studiare. La sura della vacca dice testualmente che le donne non hanno nessuna parola e non possono esprimere parole in merito al loro futuro marito. Quindi ci sta scritto. Così ti mettiamo il cappello dopo per fare l'imam. C'è scritto. Ci manca solo questo. Allora, ok, l'imam fai da te. Sì. A parte che uno come sì, va bene, dai, dici quello che vuole. Tipo, lei è sempre contro l'Islam, ma lei è mai stata equilibrata? Ci conosciamo, mi scusi, ci conosciamo da anni, ma lei è stata sempre contro l'Islam, contro i musulmani, contro la cultura islamica, contro gli immigrati, contro gli stranieri, contro tutte queste. Guarda, qua allora l'Islam è stata una religione per fammi parlare, scusa, ma lei è abituata di parlare solo uomini, vedi, come al solito. Come al solito. Un attimo, Daniela, non si sente, abbiamo anche problemi col tuo audio. Se ti muovi, se ti agiti, non arriva l'audio. È un problema serio. Prego, Ayman. Allora, guarda, c'è la differenza. Allora, l'Islam è stato una religione per liberare l'uomo. L'uomo, quando parliamo l'uomo, tra virgolette, uomo-donna. È mai stato, l'Islam non ha dato nessuna differenza tra uomo e donna, ha dato la libertà per tutte e due. Quindi l'Islam è stato proprio una religione per salvare la donna. Se lei ha studiato l'Islam al modo suo, lei deve venire per studiare l'Islam. Ti insegno io l'Islam, e invece no, al modo tuo, che va contro. Questo è un atto del razzismo. Un contro attimo, l'Islam. Devo andare contro in pubblicità. La comunità islamica. Devo andare in pubblicità. Lì non c'è Corano, Bibbia che tenga. Cairo su quello è inflessibile. Andiamo Cairo. In pubblicità. Musulmano. Andiamo in pubblicità, cioè, Allora, siamo tornati in collegamento, Daniela Santanchè, spero abbia risolto i problemi di audio, così il confronto con l'imam è più importante. Ho un'immagine che voglio farvi vedere, non è questa, l'immagine che voglio farvi vedere è il racconto che fa l'imprenditore, il capo dove lavoravano, il proprietario della fattoria dove lavoravano le persone che probabilmente hanno portato alla morte di Saman. Guardiamo cosa dice. Il deposito delle pale. Vediamo chi sono, però con tutto qua nell'angolo. Questa. Qui le abbiamo usate mille volte dopo il primo di maggio, Però sì, potrebbe essere che le hanno utilizzate per. Sciabal aveva tutte le chiavi, quindi non aveva nessun problema a approvvigionarsi con l'attrezzatura qua dell'azienda. Lui è arrivato da solo, poi ha portato qui la famiglia qualche anno fa, si era integrato bene nel lavoro, vedevamo tanto il figlio. E le donne invece appena arrivate proprio non si vedevano assolutamente mai. Trovavo strano che una ragazza giovane fosse sempre chiusa con la mamma, rinchiusa in casa con la mamma, dicevo, ma glielo dicevo questo, il papà diceva, ma cosa fa in casa sua figlia? Ah, ma lei studia su internet, lui si è sempre vantato del fatto che lei fosse molto brava a scuola e che studiasse e facesse dei corsi online in pakistano. Noi abbiamo insistito comunque per mandarla a scuola, perché lei in una chiacchierata aveva detto mi piacerebbe andare a scuola, se non che dopo per il fatto che comunque ci voleva il treno, doveva andare in mezzo agli altri, non aveva la bicicletta, una serie di scuse per cui diciamo, alla fine è riuscito a non farla andare a scuola. Quando ha cominciato ad avere i 16 anni si vede che probabilmente le stava un po' stretto anche questa vita e di lì ci siamo accorti che c'era un problema, perché scappando Shabar è impazzito, non è più stata la stessa persona dall'anno scorso. Forse per questo matrimonio che non si riusciva a combinare. Ma lui non ha mai parlato di matrimoni, non ne ha mai parlato. E lui diceva, ma non è che c'è, no, lei guarda che lei fa quello che vuole, non c'è nessun problema, insomma. Ha sempre negato tutto quelli che erano i problemi, ha raccontato anche un sacco di bugie a noi, perché noi ci fidavamo e ci siamo accorti di tante cose che non ci ha raccontato. Tu l'hai più sentito da quando lui se n'è andato in Pakistan? Sì, l'ho sentito quando gli ho chiesto spiegazioni, perché se n'era andato senza fare neanche una telefonata, e mi aveva detto che il 20 di maggio sarebbe tornato e che Saman era in Belgio da degli amici, perché
era scappata di nuovo e lui non ne voleva più sapere. Così mi ha raccontato. L'ennesima bugia. Questa è l'ultima volta che ci siamo sentiti, il 10 di maggio più o meno. A me hanno fatto molta impressione questi video, no? Di questi cugini con lo zio, con la pala, però questo è successo nella tua proprietà, te che effetto ha fatto vedere quelle immagini e sapere che cosa potrebbero significare? La cosa anomala che ci ha fatto poi riflettere sono gli orari, cioè il fatto che alle 7:30, 8 di sera vediamo questi ragazzi che vanno in campagna, che non è mai successo un orario del genere, mi ha fatto un po' rabbrividire, perché io fino a quel momento in cui non ho visto le immagini non credevo assolutamente a tutto quello che era stava succedendo. Pensavi che lei fosse allontanato. Non avrei mai pensato che fossero capaci di fare certe cose. Vittorio? Mi pare di capire in questa complessa situazione in cui ci sono posizioni legittimamente manichee come quelle sui dati che dice la Santanchè e dell'imam, che ci sono due islam. Io ho molta considerazione dei ragazzi di Novellara perché hanno una evoluzione nell'integrazione, lui ha parlato di Morosa, che fa capire che una generazione colta e in cui l'islam rimane un valore culturale ma non un valore esistenziale e condizionante può portare a una posizione che è tutta della parola che io ritengo negativa, che è integrazione. È l'integrazione che è della cultura alta, che è la nostra, a cui loro devono adattarsi. Ma non c'è un'integrazione per un italiano che vada nel mondo islamico, perché non è previsto. Allora, le culture che si difendono dovrebbero essere disintegrate in valori che abbiamo sentito, quel mondo che hai sentito, è fatto di gente povera, ma che difende la propria religione come sarebbe una superstizione. È legittimo, ecco, tu ma non puoi imporre l'integrazione, ecco, ma quella è un valore positivo. Quando, però, di quando fatto, dicono però l'imprenditore dicono, dice che la comunità pakistana è chiusa, è così, vi risulta così? Perché una comunità ascoltando voi due, se mi date, ecco, non mi sembra, cioè anche come diceva Vittorio, usare il termine moroso, uno che si è integrato nel sistema, ecco, è così? È così? Però abbiamo sentito che non la lasciavano mai uscire, non la lasciavano mai uscire questa ragazza. Fai una domanda. Lui ha una sorella? È chiaro. Tu hai una sorella? Io ho una sorella, infatti stavo, sorella, guarda che stavo, guarda, guardi, ecco, stavo arrivando proprio lì, guardi, stavo, stavo arrivando proprio lì. Mia sorella, ecco, è venuta qui in Italia, ha studiato, è andata a scuola, esatto, e come lavoro lei fa la mediatrice culturale all'interno delle scuole, degli ospedali, nei consultori, quindi ha la patente, tra l'altro in famiglia è stata la prima a fare la patente, quindi anche questo aspetto, avere, il fatto che mia sorella può avere comunque un abbia la libertà, si può mette avere un fidanzato gigi, occidentale? Lei si è scelta il marito, ha un bambino, quindi si è sposata con una persona che lei desiderava, ok? Quando è andata via in vacanza, è andata a cercarsi il marito, quello che ha fatto. Ha cercato un marito, quello che piaceva a lei, con il quale ha fatto una bellissima bambina. E ha scelto lei, nessuno le ha imposto. Ma occidentale o pakistano? Questo. Due settimane fa... Un pakistano, ma non mi importa che sia pakistano o no, importante è che lei si trovi bene e che piace a lei. Certo. Vorrei aggiungere, tre settimane fa una mia amica pakistana si è laureata in giurisprudenza ed è diventata un avvocato a Parma, ok? E per me è stato un momento di orgoglio, di felicità, perché in questa situazione in cui stiamo vivendo in questo momento, dove la nostra cultura, la nostra comunità, noi ci sentiamo con le spalle al muro, io vorrei che il signor Sgarbi si rendesse conto che in questo momento noi abbiamo i riflettori puntati di tutti addosso, con le dita puntate, e non quando non abbiamo alcuna colpa, ed è quello che vogliamo cercare di capire. Ma infatti, le dico che voi non lo meritate, delle colpe. Non ve lo meritate, il fatto che voi siete qui e parlate, chiaro, in questo però, modo è importante. Sento, però quando sento la signora Santanchè, che per questioni meramente politiche si permette di dire che è una concezione e una nozione islamica quella di sottomettere la donna, a me dispiace. Perché non è così, perché io sono circondato da donne, ragazze, abbiamo fatto anche ieri un'intervista dove è venuta una ragazza che sta studiando all'università con me, che è libera di scegliere quello che vuole, si veste all'occidentale, perché i suoi genitori non è che le impongono di vestirsi all'occidentale orientale. Poi il discorso è anche questo, no? Ma noi dobbiamo imporre, cioè perché io devo abbandonare le mie tradizioni, la mia cultura per integrarmi? Non è questo il concetto, cioè l'integrazione, esatto, meglio l'iterazione fra le culture avviene proprio nel momento in cui le cose si combaciano, e se una la famiglia nega la sua figlia, è un problema della famiglia, non della comunità. Santanchè, risponda a questa osservazione. Se io ho la mia cultura, io
che è la mia cultura islamica, non posso ripudiarla, quella è la mia storia, questa è la mia cultura. Certo, vivendo in un paese come il nostro, devo rispettare le regole, ma è un'altra cosa, quindi non posso uccidere, non posso imporre a mia figlia di andare a sposare chi voglio io. Questo è chiaro, c'è anche una nuova regola, no, del codice che è stato fatto quest'estate, che i matrimoni combinati sono sanzionabili da 1 anno fino a 5 anni, non si possono fare, quindi è stato previsto. Santanchè e Catizzone? Allora, intanto io voglio dire che io non ce l'ho con i musulmani. Le ricordo, Giletti, ma lei lo sa, mio figlio è fidanzato da anni con una ragazza marocchina musulmana. Io ce l'ho con il fondamentalismo. Io ce l'ho anche come noi, quel signore che lei... Scusi. La stessa cosa. Sì. Posso finire? Io ce l'ho con chi dice delle castronerie, come l'imam che è seduto nel suo studio, quando dice che l'Islam è una religione che difende le donne. Certo. Cioè, va bene, io sono nata qui. Ma la religione non deve... Se vuoi studiare l'Islam per capire queste cose, viene, ti insegno, finire, comunque, non te, tranquilla. Posso finire un concetto? Perché se adesso io ripeto, mi lascia dire in 30 secondi il mio concetto. Ok, vada, vada. Che questa ragazza, come le altre, Laila, lei si voleva far chiamare Laila, è stata ammazzata da chi è politicamente corretto, da chi non apre gli occhi, da chi che fa finta che la nostra nazione non ci sono dei califfati che si sottraggono alla nostra giurisdizione, da chi non vede nella nostra nazione quella come quella comunità pakistana, che siccome non sono in 2 milioni, no, a novellare la comunità pakistana, io mi stupisco che non abbiano capito, e devo dire, ma mi stupisco anche del datore di lavoro, perché quella famiglia abitava in quella cascina perché facevano i custodi. Io devo dire la verità, se fossi stata io il datore di lavoro e vedo questa ragazza che uscire solo con la mamma, che può uscire solo quando non c'è nessuno in azienda, che non può incontrare degli uomini, io mi preoccuperei. Allora io dico che sono complice della morte. Posso farle una domanda? Coloro che non aprono prego, gli occhi, imani, e che fanno una, vedere una che domanda, fa tutto bene. Una domanda, Daniela, una domanda, prego. Prego, Iman. Sì. Se fossi quello che ha dato lo schiaffo al Presidente del Consiglio francese, uno si chiama Mohammed o Abdullah o un nome arabo, cosa ne pensi in quel caso? Ma io non ho capito cosa, che domanda è, io non l'ho capita sta domanda. Ma non vuoi capire, non è che non hai capito. No, non è che non hai capito, non vuoi capire, questa è la differenza, questa è la differenza, sì, questa è la differenza, che lei non vuole capire. Noi siamo qua, siamo qui in Italia per costruire l'Italia, siamo pronti. Io, pronto? In Italia l'educazione vuole che lei stia zitto quando parlo io e poi parla lei. Ma anche lei deve stare zitta mentre parlando io. Ma lei mi ha fatto una domanda, vuole che io parli o vuole che stia... Allora parli, però parli con un modo educato, senza maleducazione. È una donna, ma deve tacere. Chi? Lei deve mettere da qualche altra parte, okay, prima vado, di tutto l'indice lì, lei se lo mette da altre parti quando parla con me e comincia a rispettare la nostra educazione. A me non interessa uno che colore della pelle ha, che religione segue, che orientamenti sessuali ha. A me interessa un'altra cosa, che nella nostra nazione quando un uomo ammazza una donna, oltre ad avere la giusta pena, e mi auguro che sia così, purtroppo anche qua non è sempre così, ma invece voi i fondamentalisti, quando ammazzano una donna, sono a posto con la loro coscienza perché hanno fatto una cosa per il mondo. Sono criminale! Oddio, questa è la differenza, e chi non apre gli occhi di Sadina, perché vede, io mi sono costituita parte civile quando ammazzano le donne musulmane, perché io penso che l'integrazione e la liberazione delle donne musulmane passa attraverso le donne stesse. Posso, perché quando io sono andata, posso chiedermi, quando l'hanno ammazzata, vedere una madre che non può piangere la figlia morta,
questa ce la dice lunga sulla sottomissione di maschi. Ma anche su questo ha ragione, Eymann, su questa ha ragione totalmente la Santanchè, su questo, dai. Questo, no, Scatizzone, avvocato. Allora, avvocato, siamo onesti. Anche perché Saman aveva parlato con la madre, lei ha ascoltato la conversazione. La facciamo sentire, una conversazione. In cui lei sente la madre che racconta di questa usanza. Facciamola sentire, grazie agli amici di Chi l'ha visto. Possiamo farvi ascoltare questo messaggio, è un messaggio audio che lei manda al fidanzato, è l'ultimo, esatto. Disperata ma anche quasi rassegnata, cioè la situazione era alle stelle quella sera, madre, sì. era quella sera, aveva chiesto i documenti, voleva avere i documenti, loro non glieli davano, i genitori non glieli davano. Ascoltate, lei sa che forse è la sua fine e manda questo messaggio al suo fidanzato dicendo: guarda che se mi succede qualcosa vai dai carabinieri, è drammatico, ascoltate. क्या नसीब में लिखा है क्या होता है बट बातों में आकर ऐसा कर भी सकते हैं कोई एतबार नहीं है कुछ नहीं होगा आराम से सब कुछ और ठीक है लाशामो फारे अल डेस्टिनो वोलियो इ दुए ले दुए दुए रगाज़ी के सोनो ली ए ड्रामाटिको अस्कोल्टारे उना donna della vostra comunità che dice rassegnata, vogliono ammazzarmi, mi dicono che non è così, lasciamo fare al destino, fa male sentire queste parole, credo anche a voi, prego. È drammatico, è triste, è veramente brutto, ma non perché lei sia stata pakistana o musulmana, sarebbe drammatico sentire qualsiasi donna in questa situazione. Com'è drammatico il femminicidio in ogni caso, a prescindere dal fatto che la matrice sia religiosa, culturale, o perché ci sia il diritto d'onore, o perché ci sia un fatto di gelosia, è sempre drammatico. Io ho sentito la signora Santanchè una volta dire, poche settimane fa, pochi giorni fa, che quando in Italia vengono uccise le donne per un fatto di gelosia, invece qua vengono uccise perché l'ho detta la religione. Ma io dico, qual è la differenza? Quando muore una donna, è veramente importante il motivo, oppure è importante il crimine in sé che è stato concepito ed è saltato fuori questa cosa? Ma veramente è importante soffermarsi Daniela, sul perché. Daniela, perché se si può, potrebbe essere importante se si può costruire qualcosa, ma se... Guardi, io sono contenta, se io mi sbaglio sono felice, se una madre può piangere la figlia morta e non ha paura del clan maschile della famiglia sono contenta, se scompare il fondalismo islamico sono contenta. Allora lei le faccio una domanda secca, lei condanna quei fratelli pakistani che in nome del loro Dio hanno ammazzato Laila? Certo. Lei li condanna pubblicamente? Senza, ma... Condanniamo senza un se e senza un ma, condanniamo apertamente senza un se e senza un ma, assolutamente, ma non lo condanno io, lo condanna in primis l'Islam questo atto. E poi la nostra comunità l'ha condannato perché abbiamo fatto due fiaccolate in piazza Novellara. Che l'Islam lo condanni no, tant'è che il fratello di Laila... Guardi, questa è una sua opinione meramente personale, forse dettata da dei bisogni suoi politici. Allora le non dico, ha niente, lei non può... Scusi, parliamo uno per volta, ci capiamo, io sono con lei, io voglio certo. Liberare le donne musulmane. Posso fare una domanda, signora Santanchè? Non sembrerebbe. Sì, è così. Allora dico, ci sono due elementi. Il primo elemento, nella telefonata registrata di Laila conosce la sua religione e ha paura di essere uccisa. Quindi lei che dichiara. La seconda questione, il fratello che amava sua sorella, come giusto che sia, dice sì, perché nel nostro paese le donne che si comportano come mia sorella le seppelliscono, le lasciano la testa fuori
e le buttano le pietre, cioè le lapidano, perché non sono delle buone musulmane. Quindi dico io non è Daniela che dice questo, è Laila in una... Voglio far vedere un altro elemento, un attimo, un altro elemento importante, uno scambio di messaggi che lo zio, che è accusato di questo omicidio praticamente, si scambia con una donna con cui ha un legame, probabilmente che vive in Pakistan. Ascoltate, guardate, eccolo qua, leggiamo. Lo zio dice, fratello e sorella stanno tornando in Pakistan. La donna dice, quando? Sono già in aereo. Saman, la mattina saranno già a casa, non risponde. Lei dov'è? Lei arriverà poi, molto vago. Attenzione a dopo. Tu dove sei? Chiede lo zio, risponde, a casa dove abitano loro lì. Amore, vita, non chiederanno tutti dove sono i figli, glielo diranno loro dopo quando tornano. Ok, cancella tutta la chat, dice la donna. Lo zio, cancellato, ma attenzione a questa parola. Abbiamo fatto un lavoro fatto bene. Non preoccuparti, questa chat è del 1° maggio. 1° maggio, quindi pochissime ore dopo, neanche 24 ore dopo, abbiamo fatto un buon lavoro. Cancella la chat, dice questa donna, quindi come se tutti sapessero esattamente quello che era successo. In molti sapevano e condividevano, quindi non si tratta di un gesto isolato, c'è una condivisione precisa, addirittura questa donna che sta in Pakistan, lo ripeto, cancella tutta la chat. Questo è molto grave, man. C'è un... non è una cosa singola. Continuate a dire che è un fatto scriteriato di un pazzo. No, è un bel... ha una finalità ben precisa. Quella ragazza non doveva diventare quello che era diventata. Questo è grave. È grave perché la famiglia non sanno la realtà dell'Islam. È grave perché loro, anche se loro, ma se noi chiediamo, dobbiamo essere contro la criminalità, contro il radicalismo, contro il terrorismo, siamo pronti di combattere insieme, però non dobbiamo lasciare sempre l'Islam, prendiamo un caso e poi mettiamo sempre l'Islam in un angolo, è sempre l'Islam, colpa dell'Islam, sempre l'Islam è sbagliato, e i musulmani, le donne musulmane, sempre le stesse discorsi, quello che stiamo parlando da 10 anni fa, anche da 20 anni fa. Dice questo non aiuta. Ma questo non aiuta mai. Ma ha ragione Sgarbi quando dice la parola integrazione forse è la vera parola. Parliamo dell'integrazione della comunità islamica in Italia. Se parliamo dell'Islam, parliamo dell'integrazione, parliamo della seconda generazione che stanno nella scuola, che stanno all'università italiana, che stanno studiando su tutti i livelli. Quindi, vedi, allora sta parlando ancora, mi sta parlando dall'educazione, ancora sta parlando, vede come la sua educazione. Allora, per questo quando parliamo dell'integrazione, se la comunità islamica, la seconda religione qua in Italia, non viene riconosciuto in Italia, la comunità islamica è una comunità indipendente, non abbiamo la possibilità di costruire la nostra moschea, di arrivare alla maggior parte della nostra comunità, ci mettete con tutti questi pregiudizi che ci mette la comunità islamica in difficoltà, è chiaro. Questo chiede a noi all'integrazione. Avvocato, e poi faccio vedere spunto da una affermazione che ha detto l'onorevole Santanchè. Le vostre donne dove sono in questo momento, che cosa stanno facendo? Stanno studiando, perché loro devono dare l'esempio. Io sono molto d'accordo sul fatto che serva un patto tra le donne musulmane storia in questo momento. Dove noi sono? Abbiamo ascoltato tre uomini. Posso dare un esempio? Anche a Novellara. Dove sono le donne? Dove sono le donne a Novellara? Siete solo voi maschi. Dove stanno le donne? Allora, dovrebbero essere loro le prime a dire stiamo per la verità, non per quello che state raccontando. Le donne ci sono state, devono probabilmente non donne. Sono qui in questa trasmissione. L'onorevole Santanchè le ha viste in un'altra trasmissione, sono venute e hanno risposto e hanno dato la loro opinione, hanno dimostrato che non sono obbligate da nessuno, da nessuna parte. L'hanno dimostrato. Scusate, torno su questo, ma voglio prima ringrazio Saverio Migliari del Resto del Cardino, che è riuscito a intervistare il padre al telefono di Saman. È riuscito, ascoltate cosa dice. Che cosa ti ha detto? Che sta bene? Sì, io ho detto, io adesso
adesso torno, te vieni in Italia, vedo che te fuori, anche lei, ha visto che su Facebook, non lo so, su internet c'è così, no? Io ho visto, io torno, 10 giugno sono lì. Ma il famoso video dove ci sono tre persone che sono poi i tuoi cugini il 29 di aprile con le pale, che cosa stavano facendo a quell'ora nei campi? Prima è venuto vento, dopo è cominciato a piovere e chiamato Ivan, andate in campagna, già chiusi i tubi, sai dove passa l'acqua, sì. E andate a aprire. Io ho detto va bene, mando loro che fanno presto, andate tutti e tre a aprire il fosso. Ah, i tubi del fosso? Ok. Sì. Quella che c'è in mezzo alle serre. Sì, ho capito. Ma ascolta, Shapar, ma non sei preoccupato? Però io torno lì, E vai a parlare con i carabinieri, subito. Sì, vado subito. Quando torno vado subito dai carabinieri, dopo anche chiamo mia figlia, dopo guardiamo. Ah, ho capito. E tua figlia dovrebbe tornare anche lei in Italia? Non lo so, lei anche prima ha fatto così, è andato a Belgio, capito? Sì, qualche anno fa, sì. Sì, infatti. Anno scorso, sì. Ma tu non conosci nessuno di quelli, dei vostri parenti che sono in Belgio? Non hai un numero di telefono di là che si possa chiamare? Non è mio parente. Ah, non sono tuoi parenti? C'è un ragazzo che abita a Bruxelles. A Bruxelles? Ah. Bruxelles, sì. Ah, ho capito. Ovviamente il padre non è tornato e la ragazza, che voi capite benissimo, che non è in Belgio, ma purtroppo si trova in quei campi dove si trova Bonistalli in questo momento. Vittorio? No, qui è evidente un dato, c'è una doppia personalità, c'è un senso di colpa rispetto alla comunità occidentale a cui lui appartiene e c'è una forza prevalente che è quella religione che lo rende complice del fratello, per cui lui dovrà essere indagato per aver ucciso la figlia, ma la cosa più complessa è che la madre dovrebbe amare più la figlia che il marito, è andata con lui e quindi anche lei è complice. E poi c'è la donna che parla con lo zio, che dice che c'è il diavolo a ciaccio. Cioè abbiamo delle donne con una mentalità maschile asservita a un'identità culturale che ha una sua logica, ma non dentro l'omicidio. Può essere ordinare, capitava anche nell'Italia dell'Ottocento o del primo Novecento, ordinare a una figlia di fare alcune cose, ma ordinarlo fa parte dell'educazione. Uccidere è un crimine. E qui abbiamo il fratello, il padre, il fratello, la madre, cugini, sono tutti complici, ce tutti l'hanno voluta morta. Sant'Anché. Questo è un tema inquietante. È inquietante, Sant'Anché, questa storia, è molto inquietante. La madre che dice dov'è mia figlia, è partita. Le donne non sono complici, le donne sono vittime, le donne sono sottomesse. Perché qua parliamo di così, cioè a me quello che proprio mi nervosisce e me ne scuso, perché siccome veramente se noi vogliamo fare un passo in avanti e combattere il fondamentalismo islamico, dovremmo essere tutti uniti a condannare senza se e senza ma, certo, con le parole giuste. Perché siamo, vedete, pronti. Qua si parla tanto, non siete pronti, il 36% delle donne musulmane in Italia non vanno a scuola, perché la prima cosa per sottometterle e non fa, sono dati ufficiali, se lei è ignorante, scusi, non so cosa fa, il 36%, perché togliere l'istruzione alle donne io, però. E tenerle ignoranti vuol dire facilitare il compito della sottomissione. Per noi è anche il fatto un peccato. Che ce la... Scusi, il fatto che i ragazzi sono straordinari della comunità pakistana, ma lì non c'è un pakistano che ha sposato una donna italiana, lì non c'è un pakistano che dice vediamo le nostre donne sottomesse, è evidente che è così, non lo dico io da razzista perché ripeto, non lo sono e sono a fianco di donne marocchine come Suad Asbai che fanno le mie stesse battaglie di libertà.
qua per le donne la libertà non c'è e si evince, Giletti, da quello che lei fa vedere, si evince dai dati, si evince da una cultura che purtroppo dopo la caduta delle Torri Gemelle si è radicalizzata, perché prima del 2001 anche in Marocco, anche in Egitto, anche in tanti paesi musulmani, le donne velate per strada non si vedevano quasi più. Dopo l'attentato del 2001, gli uomini hanno voluto ritornare indietro, prendere il possesso delle donne, fare vedere che sono cosa loro e altra rispetto a loro. Iman, ognuno ha le sue visioni delle cose. Io voglio però ringraziare Daniele Bonistalli e i due amici della comunità pakistana che sono venuti con noi questa sera a raccontare, dare anche uno spaccato di quello che è la loro visione su questa vicenda. Ringrazio Vittorio Sgarbi, l'avvocato Catizzone, l'imam della moschea della Magliana. Adesso noi cambiamo pagina e andiamo a raccontare la vicenda che ha diviso l'Italia, no? Di Giovanni Brusca, che è stato liberato dopo 25 anni, l'autore delle stragi di Capaci, autore di decine e decine di omicidi. Ecco, il mio amico Mosco ha intervistato, ha raccontato la sua storia in un documentario fantastico che si chiama Corleone. Vi facciamo ascoltare un breve passaggio e poi parleremo con altri ospiti di questa storia. Guardate. Ho deciso di lasciare questa intervista, uno per fare i conti con me stesso, è giusto che sia arrivato il momento di... Ritengo che sia arrivato il momento di metterci la faccia, anche mi dispiace di non poterlo fare per motivi di sicurezza, ma è nello spirito e nell'anima di farlo e di fare con me stesso e grazie a questa opportunità di poter chiedere scusa, perdono a tutti i familiari delle vittime. Abbiamo ascoltato le parole di Giovanni Brusca, l'uomo che azionò la bomba che portò alla strage di Capaci, l'uomo che ha sciolto, prima strangolato, poi sciolto nell'acido, un bambino di 11 anni. Come sapete è stato uno degli uomini più vicini, uno dei fedelissimi di Totorina, arrestato nel 1996, scarcerato pochi giorni fa, mille polemiche, però vi cito due persone importanti tra le tante parole che sono state dette su questa scarcerazione. Maria Falcone ha detto: questa è la legge, tra l'altro è la legge voluta da mio fratello che ha portato a grandi successi. E l'altra è quella di Pietro Grasso, il quale ha detto è una triplice vittoria dello Stato, perché prima lo arrestò, poi lo portò alla collaborazione e poi lo Stato, quello Stato contro il quale Brusca ha sempre lottato, invece ha mantenuto la parola. Ecco, io apro un discorso molto più ampio, queste grandi polemiche su Brusca, ecco, io sono preoccupato molto di più per chi non ha collaborato, per chi non ha mai parlato e che oggi, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che abolisce e dovrà essere fatta una nuova legge sull'ergastolo dello Stato di Dio, ecco, porterà probabilmente a far uscire persone che non hanno mai collaborato. Questo è il punto vero sul quale riflettere. Saluto Sandra Amurri. Buonasera. Buonasera Sandra. Buonasera. All'avvocato Luigi Ligotti, che ha conosciuto molto bene Brusca, è stato avvocato anche di Brusca nella prima parte, di tantissimi pentiti molto importanti, Antonio Ingroia, ex magistrato, oggi avvocato, che ha gestito la trattativa insieme al dottor Di Matteo, Marco Taradas, giornalista con un passato politico importante, ma uomo dal quale magari le mie idee sono lontane, ma io rispetto molto perché è sempre stato coerente, non gli si può dire nulla. Assolutamente, fossero tutti intellettualmente corretti come Taradas, questo paese andrebbe molto bene. Allora, tra poco parleremo di Brusca, però permettetemi una cosa, prima io devo chiudere questa annata di Non è l'Arena salutando tre donne che vivono a Mezzoiuso, per le quali abbiamo fatto una battaglia importante nel corso di questi anni, proprio da questi schermi. Le abbiamo difese, erano sole contro tutti, volevano portare via la loro terra, era la mafia dei Pascoli, la terra ereditata dal proprio padre, le abbiamo difese, abbiamo perso tutto, non riuscivano più a produrre nulla, oggi voglio sapere come stanno e vorrei subito collegarmi con Ina, Anna e Irene. Buonasera, eccole qua, buonasera, benvenute.
Ciao. Allora, carissime, io vi abbraccio da lontano e devo dire che mi spiace dover dare subito una notizia non bella, che purtroppo in questi ultimi mesi noi ci siamo sempre sentiti e oggi non possiamo avere la mamma, non posso chiedervi nulla di vostra madre perché non c'è più. No, purtroppo no. Se n'è andata però sapendo che voi stavate continuando a lottare, che siete forti, che manterrete la vostra battaglia, andrete avanti nei processi che dobbiamo insieme affrontare, questo credo sia importante, no? Sì, certo, sicuramente sì. Posso chiedervi come va il raccolto? Quest'anno molto bene, ringraziamo Dio, veramente abbiamo degli ottimi raccolti, nonostante i bovini in selva di Chiti non siano stati ancora catturati. Infatti le operazioni di cattura sembrano ancora ferme. Sì, ma si era detto che vedevano la sette e non entravano più. Queste vacche che venivano mandate dentro i vostri territori, dentro i terreni per distruggere il raccolto, perché ricordiamolo, venivano mandate, venivano tagliate e i reticolati, venivano buttate dentro così distruggevano tutto il vostro grano, è così, no? Sì, questo facevano. Ecco, allora, molte cose sono cambiate. Io qui, nelle mie mani, un documento molto importante che questa sera farò, di cui darò lettura questa sera. È un documento che deve chiudere una pagina sulla quale c'è molta tristezza. Noi abbiamo sempre contestato all'ex sindaco Giardina, il cui comune di Mezzogiuso è stato sciolto per rischio di infiltrazioni mafiose. E fu proprio però una sua dichiarazione all'interno di una puntata che noi facemmo a Mezzogiuso, nella piazza bellissima della vostra cittadina, a far scattare l'ispezione, i controlli. Ecco, io voglio farvi rivivere il punto. Il punto contestato era che Giardina, allora assessore, aveva partecipato ai funerali vietati dalla questura di un super capo mafia, Don Cola. Guardate come rispose alle nostre domande. Guardi, lei era al cimitero, glielo chiedo perché è una cosa che non capisco. E lei era assessore, era un uomo assessore, era un uomo di... Sì. Che aveva un ruolo qua, come mai andò lì? Si può informare, io ad oggi ho partecipato a tutti i funerali di Mezzogiuso. Sì, ma quello era stato vietato. Nessuna scusa. Era stato vietato dalla questura. Don Cola non era una persona qualsiasi. Io non so se lei le chiedo come mai. Io non so se lei è una persona. Le chiedo, lei come rappresentante delle istituzioni, nonostante il questore avesse vietato i funerali, è andato alla... Ho sempre partecipato a tutti i funerali, quindi non mi posso dire. E come mai è andato al cimitero? Ma perché è andato? Io sono andato a tutti i funerali. Ma lei, assessore, sapeva che era vietato dalla questura per fare i funerali e lei è andato lo stesso ai funerali di un uomo capo mafia che portava i pizzini a chi ha ammazzato, a chi ha dato ordine di ammazzare Falcone e Borsellino. Io non ci sarei andato. Bravo, questo glielo dico. Io lo posso rispondere. Non era personale la sua posizione, era assessore. Io le dico per l'ennesima volta. Poi sono un uomo delle istituzioni. Trovi una persona che possa smentire che io ho partecipato a tutti i funerali. Ha accompagnato il capo mafia al funerale, c'è andato. Ed era assessore, lei dovrebbe dire ho sbagliato. Sandra, questo succedeva nella piazza di Mezzogiuso, una serata molto forte, molto sentita e diciamo anche un'esposizione rischiosa. Cioè, qualcuno aveva detto che io non avrei avuto il coraggio di andare a Mezzogiuso, di confrontarmi in quella piazza, ho subito di tutto, fischi eccetera, però abbiamo aperto un grosso dibattito nella comunità. Chi era Don Cola? Era un capo mafia, come giustamente hai detto tu, l'hai descritto in maniera assolutamente precisa, tant'è che il sindaco ex assessore non sapeva assolutamente rispondere, perché quella non è una risposta io vado a tutti i funerali, no? Cioè, cosa vuol dire? Allora, se non tutti i vivi sono uguali, neppure tutti i morti sono uguali. Ecco, sì. Ma la cosa curiosa è che lui poi, dopo quella puntata, fa una serie di post su Facebook. L'assessore, possiamo far vederla prima? E ricordo che questo documento è molto importante. La prima cosa che dice, secondo un assessore della sua giunta, dice
che il quale gli ha detto: ma sei sicuro? Hai detto tante volte lì da Giletti che sei andato lì, che vai a tutti i funerali, ma sei proprio sicuro di essere andato? Riflettici bene, dice questo assessore. Si scambiano queste cose nella notte con Giardino, il quale improvvisamente acquista memoria, dice: quel giorno, contemporaneamente al funerale, avevo a Ficuzza, suo paese natale, dice l'assessore, un importante incontro. Quindi, il giorno dopo, a poche ore di distanza, smentisce quello che avete sentito dire: io vado a tutti i funerali. Ma non basta. C'è un altro passaggio che vi voglio far vedere. Ripete, al 1° giugno, non sono stato al funerale di Don Cola alla Barbela. Quando ho risposto a Giletti ero esasperato e ho voluto essere io provocatorio per una volta. Quindi ribadisce di non essere andato e dice: ma guardate, ho detto vado a tutti i funerali perché sono io provocatorio. C'è un'altra versione ancora. È sempre l'ex sindaco, in quel momento era ancora sindaco quando dice queste cose. Poi avviene quello che avviene, il commissariamento di Mezzoiuso, e da ex sindaco dice: dopo un'attenta ricerca, andato a vedere tutte le agende che aveva, ripartiamo del 2004, eccetera, ho accertato che non ero a Mezzoiuso e quindi non potevo essere a questo funerale, ma Giletti continua a dire che sono stato al funerale. Siamo al 16 gennaio del 2020, quindi questa storia la ribadisce. Poi c'è una quarta versione. Sergio D'Elia, di Nessuno Tocchi Caino, lo intervista. Lo intervista come persona che è stata attaccata, no? Vittima di mala giustizia. Guardiamo cosa dice. Mezzoiuso ha un rapporto con la mafia, l'ha avuto negli anni 90 perché si nascondeva qui a Mezzoiuso Bernardo Provenzano. E tutto nasce da lì, diciamo, indirettamente, perché lui mi ha additato come se io avessi partecipato al funerale di quel capo mafia di Mezzoiuso che nascondeva Bernardo Provenzano. Il funerale è stato, credo, nel 2004-2005, giù di lì. Io ero da poco a Mezzoiuso, in quella trasmissione lui mi portò a dire, mi spinse a dire che io ho partecipato a quel funerale. Io ho solamente detto che sono una persona religiosa e che partecipo a tutti i funerali. Poi sei andato a verificare? Poi sono andato a verificare e mi trovavo nel mio studio a Villa Frati, che c'è uno studio di fisioterapia, e quel giorno ci sono delle cartelle che dimostrano che io ero durante l'ora del funerale, mi trovavo lì a visitare i pazienti. Allora, Giardina però non ha mai detto una cosa, continua a dire che addirittura è andato a cercare le agende del 2004, beato lui che ha le agende del 2004, no? Le conserva, eccetera. Dice due cose: io non ha mai detto non sono andato a quel funerale perché quello era un mafioso, per scelta, per non mangiare un mafioso. Ha detto ero lì a fare, pare l'ultima cosa che dice, a fare dei lavori dentro nel mio studio. Questo però è una verità che forse con questo documento questa sera noi chiederemo poi a qualcuno di fare delle domande al sindaco, perché essendo anche sindaco nei primi post ha detto delle cose delle quali poi si deve assumere una responsabilità, perché essendo sindaco, se dice che era nel suo studio, se dice che era prima a Ficuzza un incontro importante, non ha le idee molto chiare. Però ha detto delle cose che vanno in un'altra direzione. Quindi lui dice: io non ero lì, l'ha detto in tante salse, un giorno ero qua, un giorno ero là, però dice, continua a dire che sono io quasi che l'ho costretto a dire. Allora adesso noi vi facciamo vedere, riproponiamo una testimonianza di un uomo dello Stato. È una testimonianza inattaccabile, che era presente per motivi di servizio a quei lavori, a quel giorno, a quei funerali, che, ripeto, erano vietati dal capo, dal questore di Palermo, erano stati vietati, e Giardina era assessore allora. Ascoltate cosa dice. Partiamo innanzitutto dal quando, cioè che giorno era? Il 29 ottobre del 2004. Il secondo punto è il dove. Dove? A Mezzoiuso, al cimitero, fuori dal cimitero, mi trovavo a Aio. Il momento in cui nel primo pomeriggio sono usciti circa oltre 20 persone erano. Fuori dal cimitero di Mezzoiuso, sì. Che cosa stava succedendo? Lì c'erano i funerali di la Barbera Nicolò. Di Don Cola, Zucola. E ho notato tra le persone che hanno presenziato il funerale c'era anche Giardina. Salvatore Giardina. Sì. All'epoca? All'epoca era l'assessore al comune di Mezzoiuso. Uh-huh. E insieme a lui c'erano altri due comunque appartenenti al comune. Cioè altri due politici, diciamo, esponenti locali. Esponenti locali che si trovano anche lì.
e tra cui qualche pregiudicato che conoscevo. L'ha visto con i suoi occhi? Sì, l'ho visto con i miei occhi. Cioè, non sono cose riferite? No, no, questo non è riferito perché il giardino lo conosco. Cioè, lo conosceva già da prima? Sì, lo conoscevo già da prima. Non mi ha stranezzato il fatto che prima ha dichiarato nelle varie trasmissioni di aver presenziato al funerale. Al funerale. Alle esequie, diciamo, alle esequie propriamente. Di Don Corrado. Della Barbera. E poi ha rimangiato tutto, no? Dicendo che non ha presenziato, invece era lì. Perché lei l'ha visto? Sì, l'ho visto io. Altri hanno visto comunque, non sono stato solo io. Cioè non era l'unico ad essere in quel momento per la strada e aver visto questo? Non era l'unico. Anche questa testimonianza è stata oggetto di ilarità. Qualcuno addirittura disse, ah, Giletti ha preso uno, gli ha fatto raccontare quello che vedeva, l'hanno coperto da dietro, eccetera. Dopo la pubblicità vi parlerò di questo documento che fa chiarezza in modo definitivo su questa vicenda, molto triste. Dopo la pubblicità. Che cosa vi racconta questo modo di fare dell'ex sindaco Giardina, di negare quello che voi eravate presenti, quella sera eravate in piazza, ve lo ricordate bene? Sì, certo, noi eravamo in piazza quella sera e ci ricordiamo che lui ha detto di avere partecipato al funerale di Noncola. E questi continui cambi invece di versione a cui abbiamo assistito, sì, continui? Sì, cambia continuamente versione. Dico, io effettivamente non lo so se lui è andato o non è andato al funerale, però... Lo scopriremo, dico, questa sera. Capisco pure che... Lo scopriremo questa sera. Avvocato Ligotti, è curioso, no? Un sindaco in una piazza ha continue domande, dice, vado ai funerali di tutti i cristiani, sono cristiano, vado a tutte le... E poi dopo si rimangia tutto. Dando scuse prima che era un appuntamento importante a Ficuzza, poi invece che era dentro a fare i massaggi che ha ritrovato nelle agende del 2004 dove c'era scritto tutto questo. Com'è? È che ognuno, ci sono delle cose alle quali è impossibile sottrarsi. Io ricordo in Calabria quando morì Don Momo Piromalli. Famoso boss. Il famoso boss. L'orazione funebre la fece un importantissimo avvocato e poi importante uomo politico anche di governo del nostro paese. Si aprì un'indagine, il Consiglio dell'Ordine, ma sono delle cose alle quali non ci si può sottrarre. Quindi l'assessore Giardina, poi diventato sindaco, può darsi pure che andasse a tutti i funerali. A quello doveva andarci. Doveva? Sì. Però non se lo ricorda più. Dice che è andato da un'altra parte. È ovvio, c'è il processo di rimozione. Dottor Ingroia? Beh, direi che questa vicenda dimostra però che dei passi abbiamo fatto dei passi avanti. Negli anni 60, negli anni 70, i sindaci andavano sistematicamente ai funerali e non c'era nessun Massimo Giletti del tempo che se ne occupasse della sua trasmissione e non c'era il sindaco che si trovava a doversi rimangiare dopo la dichiarazione fatta quando si è reso conto che aveva messo una cosa enorme, cioè di andare ad omaggiare il capomafia del paese. C'era anche una chiesa che non aveva comunicato. C'è il famoso gesto del Papa Wojtyla che scomunicava i mafiosi, bellissimo, forte, in Sicilia, però c'è un ultimo capitolo, prima di darvi lettura di questo documento. C'è un ultimo capitolo, ecco perché ne parlo, perché ancora la scorsa settimana ha fatto una nuova intervista a Teleiato e allora c'è un punto oltre il quale uno deve dire le cose come stanno. Guardate. Intanto lei andava, a proposito, visto che è passata al miglior vita, l'accusa è che andava ai funerali di queste mafiose. Guardi, quello che mi ha additato Giletti quella sera e che mi ha attirato è che dopo 2 ore e mezzo di attacchi continui, perché sono stato massacrato da 7 contro 1, mi ha fatto dire che quasi quasi ho partecipato al funerale di un tal Don Cola la Barbera.
Numero uno, io ho dimostrato che quel giorno, il giorno dei funerali, ahimè, mi dispiace, dottore Giletti, ma mi trovavo nel mio centro di fisioterapia a Villa Frati e ci sono le cartelle cliniche che parlano. E numero due, non capisco per quale motivo ci devo andare se manco lo conoscevo. Ma se andava a tutti i funerali? Come vedete, era a Villa Frati e quant'altro. Però prima aveva detto che andava a tutti i funerali. Io, vede, signor sindaco, ex sindaco per fortuna, lei ci starà sicuramente guardando. Io sono andato in quella piazza perché speravo di aprire un dialogo con tutti voi, perché quella storia delle sorelle aveva veramente, c'era molto di più di un'invasione dei pascoli, di una distruzione, di un tentativo di portare a tre femmine, perché in intercettazione c'è scritto, si ascolta, portiamoli via, tre femmine, non devono gestire la terra, tre femmine. Noi quelle tre femmine che erano isolate, insultate, derise, le abbiamo difese fino alla fine. E c'è l'unica certezza che ho, che andrò avanti a difenderle sempre, insieme ai carabinieri, che sono stati i pochi a stare vicini a queste tre donne. L'arma dei carabinieri è stata sempre vicino. Ma adesso, caro signor sindaco, è venuto il momento di non giocare. Ho qui una relazione che sembra non trovarsi più, sembra sparita, eppure qualcuno ce l'ha. La faccio vedere dopo la pubblicità, poi ne parliamo. Io chiamo Cosa Nostra una catena di morte, una fabbrica di morte, né più e né meno. Eccolo qua il documento che farà chiarezza definitiva su quella vicenda. È un documento che è stato visto e preso dalla dottoressa De Miro, che ha fatto il prefetto per tanti anni, ne aveva preso visione. Però questo documento sembra sparito. Io spero che la procura di Termini Imerese lo possano usare nei processi che vedono anche, insomma, si faranno in questo periodo, ecco, perché è importante. E fa chiarezza. Non andava bene l'uomo dello Stato che raccontava quello che ha visto. Non andavano bene tutte le situazioni che abbiamo riportato. Questa però fa fede. Regione Carabinieri Sicilia. Il giorno 29/10/2004, noi sottoscritti una serie di uomini dei Carabinieri, tra cui anche un ufficiale, cosa dicono? Hanno organizzato un servizio di vigilanza per identificare chi si fosse presentato ai funerali di Don Cola. E questi uomini dello Stato, vedete, eccolo qua, possiamo chiudere un po' vicino, eccolo qua, vedete? Uomini dello Stato fanno un elenco delle persone e al numero 5, tra le persone presenti, si indica Giardina Salvatore, nato a Corleone, 19/1/67, attualmente, dice una serie di cose, attualmente copre la carica di assessore alla pubblica istruzione al comune di Mezzoiuso. E conferma cosa diceva quell'altra persona che abbiamo ascoltato, perché indica altri politici di Mezzoiuso presenti, tra cui anche un altro personaggio che addirittura ricopriva la carica di vicepresidente del consiglio della giunta del comune di Mezzoiuso. Ecco, allora noi questo documento siamo pronti a darlo, ma io sono convinto che tutti lo abbiano, perché, ripeto, il prefetto De Miro allora, mi ricordo, fece proprio un'indicazione quando andarono a decidere il commissariamento di Mezzoiuso, fece riferimento, diceva che l'aveva visto, ma l'hanno visto questi signori anche, i uomini delle forze dell'ordine, i uomini dei carabinieri presenti, hanno fatto l'elenco. Io sono qua, questo ce l'ho. A questo punto, dottor Ingroia, un elemento come questo, da un punto di vista, faccia finta di essere ancora un magistrato, questo è un elemento inoppugnabile, e sorprende che non ci abbia pensato lo stesso ex sindaco, perché è normale che un funerale che è stato vietato dal questore vadano le forze dell'ordine a verificare chi va e chi non va. Sorelle, prima di salutarvi, pensate che questo documento ponga fine a tutte le questioni che sono state sollevate, tutte le polemiche, non è vero, non sono mai andato? Adesso però qualcuno, credo anche in procura, chiederà, sì, certo, ma come mai queste cartelle sono state
se si dice che era le agende, allora è un po' strano, queste cartelle cliniche che lo fanno presente lì vanno in contrasto con questo che è scritto qua dai Carabinieri. Ma se è scritto sul documento dei Carabinieri, penso che faccia fede al documento dei Carabinieri, non le cartelle cliniche, penso. Allora, vi diamo un abbraccio fortissimo e con questo documento credo che si sia messa la parola fine. Buonasera. Abbraccio. Agli ospiti pure. Non voglio fare il mio vecchio mestiere, ma forse bisognerebbe indagare sulla data in cui queste cartelle sono state formate. Non vorrei che sia accaduto dopo la sua trasmissione, dopo la sua intervista in piazza. Ma è interessante, però queste domande credo che la procura di Termini Imerese se le porrà dopo questa sera in cui noi abbiamo fatto vedere questo documento. Credo che un sindaco, perché ricordiamo che quei primi post sono fatti quando era ancora in carica come sindaco, non come privato cittadino, come ha fatto le ultime dichiarazioni. Come sindaco in carica ha detto che lui si trovava in un altro luogo. Quindi qualcuno forse di fronte a questo documento sarebbe un bel segnale per la giustizia italiana che si andasse a bussare alla porta del signor Giardina a dire: scusi, come stanno le cose? Perché o mentono i Carabinieri o qualcun altro. Qui non se ne esce. Torniamo però a Giovanni Brusca. Corleone è il documentario diretto da un uomo molto forte, si chiama Mosco Levi Boucault, un personaggio molto molto interessante che ha sempre cercato di andare oltre la verità apparente come giornalista, come uomo di inchiesta. Gli ho chiesto se aveva voglia di raccontarci, stare con noi questa sera, mi ha detto: io non posso farmi vedere, però ti rilascio una dichiarazione su quello che ho vissuto con Brusca e con gli altri pentiti. Allora, intanto vediamo questo passaggio importante del suo documentario. Chiede per la prima volta perdono ai parenti. Ho riflettuto e ho deciso di accettare di rilasciare questa intervista. Non so dove mi porta, cosa succederà, spero solo di essere capito. Ho deciso di lasciare questa intervista, uno, per fare i conti con me stesso. È giusto che sia arrivato il momento di, ritengo che sia arrivato il momento di metterci la faccia, anche mi dispiace non poterlo fare per motivi di sicurezza, ma è nello spirito e nell'anima di farlo e di fare con me stesso, e grazie a questa opportunità di poter chiedere scusa, perdono a tutti i familiari delle vittime, a cui ho creato tanto dolore e tanto dispiacere. Ho cercato di dare il mio contributo il più possibile e dare un minimo di spiegazione ai tanti che cercano verità e giustizia. E chiedo scusa principalmente a mio figlio e a mia moglie, che per causa mia hanno sofferto e stanno pagando anche indirettamente quelle che sono state le mie scelte di vita. Prima da mafioso e poi da collaboratore di giustizia, perché purtroppo nel nostro paese chi collabora con la giustizia viene sempre denigrato, viene sempre disprezzato, quando invece credo che sia una scelta di vita importantissima, morale, giudiziaria, ma soprattutto umana, perché consente di mettere fine a questo, io chiamo Cosa Nostra, una catena di morte, una fabbrica di morte, né più e né meno. L'ho sempre chiamata, in quanto mi è capitato, nel fare il processo, un'agonia continua. Avvocato Ligotti, non esagero se dico che lei ha sentito fino a pochi giorni fa probabilmente Brusca, non le chiedo una risposta su questo, però so che il suo rapporto è un rapporto costante. E il padre di Giuseppe, quel bambino strangolato e sciolto nell'acido, dice: lo Stato non ha capito niente. Brusca ha fregato ancora una volta lo Stato, perché Brusca non è un essere umano. Ora, è chiaro che nei panni di un padre che si vede strangolato e sciolto nell'acido un bambino c'è questa parte emotiva che non... Ecco, però lei che conosce bene Brusca, che cosa pensa di queste polemiche?
Ma sono polemiche prevedibili e scontate anche, perché era comprensibile, giustificato, legittimo che da parte dei familiari delle vittime ci fosse questa reazione così dura. E la comprendo di meno questa reazione da parte della politica, che dovrebbe essere interprete anche della legislazione che la stessa politica ha determinato, perché è il Parlamento che fa le leggi, così come il Parlamento le può cambiare. E invece tutti quanti sono stati colpiti allo stomaco violentemente dalla scarcerazione. Io vorrei chiarire che quando finì il processo, i grossi processi per i quali era incriminato Giovanni Brusca, e si era ai primi anni 2000, cioè 20 anni fa, già si sapeva che lecito sarebbe stata la scarcerazione dopo 30 anni, perché se nei grossi processi Brusca aveva ottenuto e otteneva, ma parliamo di 20 anni fa, i benefici della collaborazione e nessuno si scandalizzava, nel momento in cui si applica il codice di procedura penale. Ecco, ma quello è chiaro, ma lei che l'ha sentito? Che sensazioni ha? Oggi è tornato libero in un certo modo? Deve lui ancora... è totalmente sereno. Sereno perché sapeva benissimo che la sua vicenda giudiziaria avrebbe determinato questa reazione. Peraltro ci sono le misure di sicurezza, vabbè, potete... i controlli eccetera, però diciamo... ma, no, ma ci sono degli altri provvedimenti, sì, che sicuramente saranno emessi, però lui è chiaro che è anche un soggetto che ha accettato una vulgata comune, i 200 omicidi, 150, abbiamo i documenti ufficiali, sono 40, tantissimi, però quando si parla di 150, 200, la verità è che noi abbiamo i documenti. Di 40. Di 40. Ecco, però prima di sentire gli ospiti, anche per posso, esempio, farle, no, posso farle sentire però le parole di Moscovici, Bucò. Non vedremo il volto, perché chiaramente lui non vuole apparire, è una storia, già avere la sua voce è importante. Lui ha raccolto le parole di Brusca e anche di altri pentiti. Quando si fa un lavoro del genere, molto complesso, si entra per forza in un rapporto con la persona che si ha davanti. E ho chiesto chi fosse l'uomo che si è trovato davanti. Guardate come risponde. Mosco, che emozione ti ha dato, ti ha lasciato trovarsi anche di fronte un uomo come Brusca, l'uomo delle stragi, 150 omicidi, ecco, umanamente, che cosa ti ha lasciato? Quando l'ho visto arrivare, non l'ho riconosciuto, era molto, fisicamente, era completamente diverso, più piccolo, meno forte, meno grasso, meno... Ho detto, ma sei tu, Brusca? Io mi dico, sì. E allora, come dire, da lì sembrava un piccolo prete, come dire, tutto questo significa che 25 anni di galera non è una passeggiata, dunque fa un effetto anche sul fisico e penso anche sul morale. Se lui oggi è libero è perché la magistratura pensa che ha detto tutto, come dire, un collaboratore di giustizia si mette a disposizione della giustizia e deve dire la verità. Se racconta delle balle, se il magistrato lo sa, ritorna in carcere. Dunque, non penso che ha detto tutto, perché nessuno dice tutto. Però ha detto una buona parte e poi soprattutto, come dire, ha provato di spiegare, per esempio, il terrore nel quale ha vissuto, come dire, la prepotenza nella quale si trovava... Si pensava al di fuori di tutto, come dire, ha fatto un lavoro di riflessione, come dire, si pensava onnipotente e non lo era.
Sandra e dottor Ingroia. Ma dice delle cose assolutamente vere. Allora, intanto io direi che bisogna distinguere quello che è il pentimento morale, che non è quello di cui stiamo parlando, dal fatto che un boss mafioso, allora altri collaboratori hanno permesso l'arresto di Brusca. Brusca non sarebbe stato arrestato se non ci fossero stati altri collaboratori. Brusca ha dato e ha offerto dei contributi preziosi anche per il processo trattativa Stato Mafia, di cui abbiamo avuto la sentenza in primo grado e forse entro luglio avremo la sentenza in appello. Quindi qual è questo scalpore? Non è che si può discutere, se mi trovo, io ho letto anche di questo, ma da illustri colleghi, come dire, ma potrei trovarmi Brusca davanti ad un asilo, lo potrei incontrare davanti ad un asilo, ma c'è veramente, c'è qualcosa che non funziona in questo paese. Intanto Brusca non è libero e non è che da domani mattina lo incontreremo per la strada a fare la spesa, chiaro, e credo che l'avvocato Ligotti possa confermarmi questo, avrà altri provvedimenti, avrà... Vabbè, al di là di quello, il dato è che comunque dopo 25 anni esce dal carcere un uomo che... 40 omicidi, sì, ma ne ha fatti in molti di più, magari, certo, probabilmente non lo, certo, sappiamo. Ma perché con certezza carcere? E c'è il carcere che c'è una legge. Però permetti prezioso. Che capito, però permetti che qualcuno magari si innervosisca. Però io stesso ho detto le leggi vanno rispettate, bisogna rispettarle. Però magari ecco, avvocato Ingroia e poi allora, Caragas. Sicuramente a tutti noi ha fatto impressione. Cioè, parlo anche della mia. Io ho iniziato a fare il magistrato come con Giovanni Falcone, inizio la mia carriera, e Paolo Borsellino mi ritrovo davanti, me lo sono ritrovato, interrogandolo, l'assassino, certo, di Falcone, certo, infatti la prima volta che l'ho incontrato non gli ho dato neppure la mano, ma queste cose, diciamo, ti impressionano, e che vada in libertà è una cosa che ovviamente ti impressiona, figuriamoci i familiari della mamma. Però il punto è un altro, questi non sono degli assassini isolati, cioè come dei cani rabbiosi che appena gli toglie il guinzaglio vanno sterminando le persone per strada. Sono uomini dentro un'organizzazione criminale, e nel momento in cui si rompe il rapporto all'organizzazione criminale non sono più pericolosi come erano prima. Questo è il tema. Ecco perché è assurdo e incoerente da una parte criticare la scarcerazione di Brusca e dall'altro spingere perché vengano scarcerati gli ergastolani irriducibili che sono rimasti dentro l'organizzazione mafiosa e quindi tornano ad essere pericolosi assai più di Brusca. Allora, questo è il tema. Dottor Taradas, ascolti Nino Di Matteo sul punto importante sul quale vorrei sentire la sua posizione, perché davvero presto le porte del carcere potrebbero aprirsi anche per i cosiddetti irriducibili. Cioè questo è un pericolo per la lotta contro la mafia di cui Nino Di Matteo ne ha parlato con noi proprio nell'ultimo speciale che abbiamo fatto, Abbattiamoli, è andato in onda giovedì sera. Poi lo ascoltiamo e sentiamo cosa dice Taradas. Fa un po' rabbia pensare che oggettivamente si sta realizzando uno degli obiettivi per i quali hanno fatto le stragi. Fa un po' specie considerare, e non lo considero nemmeno molto corretto, che gli ergastoli siano tutti uguali e gli ergastolani sono tutti uguali. Fu Giovanni Falcone per primo a capire e a illustrare anche pubblicamente la specificità del sistema e a concepire quella normativa penitenziaria con l'ergastolo stativo come base principale che oggi viene smantellata. Il dato oggettivo è questo, e io credo che in questo momento, anche rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale, molti mafiosi e stragisti siano molto contenti. Nessuno vuole concepire la pena come una vendetta dello Stato, però lo Stato ha anche delle finalità di prevenzione che devono sempre far considerare la specificità del sistema mafioso anche nell'ottica della tutela di altri principi costituzionali altrettanto importanti e fondamentali quanto quello della rieducazione del condannato. Marco Taradas. Ma ho sentito due imprecisioni, diciamo. La prima è che usciranno gli irriducibili. Questo assolutamente non è vero, perché
la Corte Costituzionale ha detto chiaramente una cosa, e cioè che non può esserci, solo a precludere l'uscita di detenuti all'ergastolo, la collaborazione. Ma ha detto anche che serve una legge, perché naturalmente non si può mettere automaticamente liberi delle persone che hanno continuato ad avere rapporti con le organizzazioni mafiose o che sono ancora pericolosi. Quindi non è che verranno messi in libertà tutti coloro che stanno all'ergastolo e non hanno collaborato. Ha detto anche che ci possono essere delle ragioni oggettive, ad esempio il timore che i familiari subiscano delle vendette o altre, che possono avere impedito la collaborazione. Quindi spetterà sempre al magistrato, cioè al tribunale di sorveglianza, al tribunale di sorveglianza, a coloro che hanno seguito, la decisione sarà finale del presidente del tribunale di sorveglianza. Non lo so, perché bisognerà vedere cosa deciderà il Parlamento. Il Parlamento può chiedere che sia la procura antimafia ad avere l'ultima parola, quindi noi non lo sappiamo ancora, il Parlamento deciderà. Ma certamente gli irriducibili non usciranno mai di galera, a meno che gli irriducibili siano d'accordo con i magistrati, cosa che è già successa in passato e può succedere anche in futuro. Questo non c'è dubbio, ma quello è un problema diverso. Lei, nelle parole del dottor Di Matteo, non vede un pericolo? Cioè, Di Matteo dice, attenzione... Di Matteo dice una cosa non vera. La seconda cosa non vera che dice Di Matteo è che questa legge fu voluta da Falcone. Non è vero. Perché la legge che prevede l'ostatività è stata fatta nel 1992, poche settimane dopo l'uccisione di Falcone e Borsellino. L'anno precedente, quindi quando Falcone poteva incidere sulle leggi, venne modificato il 4 bis, quello che prevede l'ostatività, nel 1991, con Falcone attivo. E questo criterio dell'ostatività non esisteva. Il criterio dell'ostatività venne introdotto l'anno successivo, dopo Ingroia, gli omicidi. Amuri Ingroia. E Di Matteo si riferiva, diciamo, al complesso del sistema che era stato concepito da Falcone, che aveva come nucleo, non è vero, scusi, però, posso finire, sì. Che aveva come nucleo la legge sui collaboratori di giustizia. Certo. La legge sui collaboratori di giustizia consente una serie di accessi a benefici, perché è la prova della rottura del vincolo con l'associazione mafiosa. E su questo mafiosa. Siamo d'accordo. Dopodiché è vero che la legge venne approvata successivamente, ma questo credo sia oziosa la questione. No, non se è Falcone l'ha scritta, si dice, scritta si nomina legge. Il nome di Falcone tema, come se fosse l'autore di questa legge, però non è così. Credo che sia vero questo, che c'è chi spinge, infatti non ho detto che già è così, si vedrà che legge farà il Parlamento, ma dico che mi pare incoerente e contraddittorio che c'è chi da una parte si straccia le vesti per la scarcerazione di Brusca e dall'altra spinge per l'abolizione dell'ergastolo ostativo, che potrebbe non ho mai sentito nessuno dire queste cose, potrebbe comportare la scarcerazione anche degli edifici. Dottor Ingroia, mi citi una sola persona che si straccia, che si è stracciata le vesti per l'uscita di Falcone e spinge per l'abolizione? Citi una persona. Tutta la trasmissione. Mi citi una sola persona. Sì, no, posso citare 100, una, me ne basta una. Farei torto ai 99. Ma ne citi una. Sola. Comunque. Beh, c'ero Marco, che ci sia idealmente una posizione di chi vuole fare. Io sono Forcaioli. Senta, posso chiederle una cosa? Allora, mi permetto di dire che Giovanni Falcone non faceva le leggi, ma quella normativa sui collaboratori di giustizia la mutuò proprio dagli Stati Uniti, dove già c'era. Ma siamo d'accordo. Ascolti, e questa era l'idea, allora a questo si riferiva il dottor Di Matteo, che non cita dell'ostatività. Però sia cortese, lei è così io gentile. Sono cortese, però deve essere cortese da farmi parlare, ma non cortese in generale. A cose che non ho detto. Certo, però il dottor Di Matteo è così attento che non attribuirebbe mai a Falcone cose vederlo, non vere, però, lo è, anche. Lo assicuro, come persona e come magistrato. E questo bisogna vederlo. Ma al di là di questo, le volevo chiedere una cosa. Lei ha detto che questo non riguarderà gli irriducibili. Per quanto riguarda gli appartenenti a Cosa Nostra, quali sarebbero gli irriducibili? Tutti coloro che non abbandonano un'organizzazione segreta, perché di questo si tratta, criminale segreta, che non è da equiparare a niente altro, è un irriducibile. Sono d'accordo. Allora io adesso le faccio un esempio, nome e cognome. Prendiamo i fratelli Graviano, noti
cioè che a confronto Brusca, ammesso che si possano confrontare, che hanno fatto tutte le stragi del 93, che hanno ideato quella strategia stragista che ha messo in ginocchio il paese, se in carcere si comportano bene, se sono educati, tant'è che hanno lei anche avuto... Lei pensa che così funzioni? Lei pensa che dipenda dall'educazione la liberazione di un criminale condannato sì, ma lei mi deve far concludere, altrimenti... Ma dice delle cose che non senta, non è capo anche per me lei ha detto delle cose che non erano vere, ma io non l'ho interrotta. È un po' questo il gioco del confronto, ha capito? Quello che Marquez chiamava una magia. Se lei me la interrompe, la magia finisce. No, scusi. Grazie. Anche Veltroni, non si interrompe un'emozione, vero? Non lo so, questo lo dice Veltroni, non io. Io non ripeto mai le cose di Veltroni. Senta, e né di nessun altro. Ma le volevo dire... Ecco, vede, mi ha fatto perdere il filo. Però vorrei concludere questa cosa. Concludiamo che c'è il dottor Lari in collegamento. Sono irriducibili, adesso, secondo lei? O se si comportano bene, possono uscire? Hanno avuto anche due figli in carcere, quindi si sono comportati bene. Prevede che debbano essere interrotte le relazioni con le organizzazioni. E come si interrompono? Un attimo. Sandra, un attimo. La Corte Costituzionale ha detto un'altra cosa, ha detto che la collaborazione non è l'unico parametro per stabilire se uno può godere della liberazione condizionale o meno. E visto che stiamo parlando di detenuti, gli altri parametri quali possono essere? Il comportamento carcerario, non è che ce ne siano altri. Insomma, torniamo a tempi in cui Luciano Liggio si inventò Pittore senza aver preso mai un pennello in mano. Lei conosce la Costituzione della Repubblica Italiana? Un attimo. Conosco la Costituzione, conosco le sentenze, le studio e le approfondisco. Lei conosce le basi su cui delibera la Corte di Giustizia Europea? Mi è bastato però, Karadash, mi è bastato tutte le sentenze. Karadash, mi è bastato vedere, però è contrario a tutto. Karadash, mi è bastato vedere i mafiosi che durante il periodo Bonafede sono stati scarcerati per la questione Covid. Ma quanti erano? Sono andati a casa anche persone che hanno collaborato a far fuori quel bambino di 11 anni. Ma e noi siamo andati a trovarli fuori. No, guarda, io non mi stupisco più di niente di questo paese. Non erano pericolosi, sono andati a... Bene, ammazzare un bambino, sciogliono nell'acido è una roba non particolare. Allora Brusca? Benissimo. Allora Brusca cosa ha fatto? Benissimo. Ma non avevamo finito... Brusca ha finito di scontare. Sul numero degli assassini, vedremo. Perché sennò Brusca benissimo deve stare all'inferno. Allora, benissimo, non libero. Non è così, chiunque ha diritto ad avere un'occasione nella vita, certo, se si comporta bene. Questo è il principio dell'articolo 27 della Costituzione. Poi ovviamente si è deciso di attribuire anche a Giovanni Brusca la descrizione delle modalità dell'omicidio del piccolo va bene. Sono altri che l'hanno fatto. Allora, non c'era quando è stato ucciso. Allora lo vedremo, ma noi siamo qua, i cani da guardia, i giornalisti veri fanno i cani da guardia. Noi faremo le nostre battaglie perché crediamo... Comunque fatto l'esamino, se conosco le sentenze. Le conosco. La Corte di Strasburgo non conosce o è stata superficiale rispetto alla specificità del fenomeno italiano. Va bene, scusate, ingroia, l'ultima ingroia e poi devo collegarmi con... Diceva Ligotti, non sono la stessa cosa i detenuti per associazione mafiosa, i detenuti che appartengono a un'organizzazione come Cosa Nostra, sono una cosa diversa dagli altri detenuti del dottor Ingroia, lei purtroppo pensa alla Cosa Nostra di 20 o 30 anni fa? No, purtroppo è cambiata. Un attimo, vi prego. Può dire che non è cambiata Cosa Nostra da allora ad oggi? Ma sono perfino tornati gli peggiorate, sono d'accordo, ma un'altra cosa completamente fuori. Scusate, se parlate uno sull'economia, non nella politica, perché c'era già nella politica. È entrata nell'economia a livello planetario, c'era già nella politica. Nella politica è entrata, quindi lasciamoli fuori, va bene, lasciamoli fuori, questo è il concetto. In coloro nel garantismo di ogni cosa. Bene, va bene, se questo è il Paradaccio, un attimo. Posso dire un'ultima cosa, che
E la voglio dire a Taras, cioè, diciamo, il rappresentante un po' di quel mondo, appunto, di garantisti che si attribuisce solo a se stesso, diciamo. No, io non ho attribuito nulla a nessuno, mi scusi. Posso ma comportare? No, lei non può dire attribuisce no, solo a se stesso. Non l'ho detto ma lei solo, dice questo? Quel mondo, il mondo ma che lo attribuisce solo a se stesso. Io non appartengo a quel mondo che attribuisce solo a se stesso. I garantiti, mi riconosco. Non posso parlare. No. Un attimo, Taras, per favore, dai. Sì, ma non mi si attribuisca. Vabbè, Taras, però non faccia, però Marco, non far finta che non c'è dietro a persone come te che hanno una posizione di quel tipo un grande mondo di tante persone che la pensano come te. Abbiamo solo detto questo, se no non saresti qui. Cosa nostra, no, è giusto confrontarsi. È felice in questi allora, giorni. Prego, al volo, poi devo andare dal dottor Lari. Noi abbiamo i carceri pieni di detenuti in attesa di giudizio per i processi troppo lunghi, e invece la battaglia che si fa? Non si fa la battaglia per fare i processi più rapidi in modo tale che ci siano sentenze. C'è gente che è da 3 anni in carcere in attesa di processo, e invece lo si fa per i definitivi. No, no, scusate. Lo si fa per i definitivi. Scusate, questo mi suona strano. Giovanni, chiudi i microfoni, per cortesia. Chiudi i microfoni. Mi spiace, vado in collegamento col dottor Lari. Allora, dottor Lari è uno degli uomini, dei magistrati più importanti nel nostro paese. Ha retto la procura di Caltanissetta, conosce bene i depistaggi, conosce bene tanti tentativi che hanno cercato di non trovare le verità, ed è l'uomo che si è trovato faccia a faccia con Totò Riina. Buonasera dottor Lari, benvenuto. Buonasera dottor Giletti, saluto anche i partecipanti alla sua trasmissione, alcuni dei quali conosco personalmente. Dottor Lari, lei pensa che questa, la chiedo al volo, poi entriamo a due passaggi che abbiamo anche di, che lei ha vissuto faccia a faccia con Totò Riina. Lei pensa che questo dibattito, come dice Taras, non è che verranno rilasciati l'irriducibile e quant'altro, e noi sosteniamo che il rischio ci possa essere. Che visione ha, visto il suo, la sua storia, le sue conoscenze, visto che li ha avuti faccia a faccia? Dottore, io per 10 anni insieme ai magistrati della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta ho indagato sulle stragi, e vorrei ricordare che dal 23 maggio 92 fino al fallito attentato dell'Olimpico abbiamo avuto in Italia 7 stragi con 22 morti, oltre 100 feriti, interi tratti autostradali sventrati, edifici civili, musei, biblioteche e quant'altro. Cosa Nostra è riuscita a mettere in ginocchio la nostra democrazia. E vorrei anche ricordare che costituisce una regola conosciuta anche forse ormai alle scuole elementari, che coloro i quali fanno parte dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra ne possono uscire solo o per morte o per collaborazione con la giustizia. Dare la possibilità a soggetti cosiddetti irriducibili di poter essere scarcerati soltanto perché hanno tenuto una buona condotta all'interno delle strutture carcerarie è un rischio che secondo me la nostra democrazia non ci può consentire. Io la penso così, mi rendo anche conto che ci sono dei principi giuridici ai quali bisogna adeguarsi, mi auguro soltanto che il Parlamento possa adottare una soluzione che tenga conto di questi fattori. Non vorrei che ci fosse una memoria corta da parte di coloro i quali dovranno affrontare ecco, questo difficile sicuramente passaggio. Lei non ha la memoria corta dell'interrogatorio che fece a Totò Riina. Io le voglio far vedere un passaggio. Parla della famosa agenda rossa, quella sulla quale il dottor Borsellino annotava tutte le cose un po' più riservate. Ascoltate cosa dice a lei, come risponde proprio a lei, dottor Lari, che poneva una serie di domande, il capo dei capi. Sì. Sono stato lì a lavorare a dire faccia fare quello una richiesta di se sentite. Stanzetta per dire ma volete cercare, ma volete trovare, volete vedere chi è? Se dice verità questa signora che la gente era lì, cioè che la gente ce l'hanno preso, che aveva tutte cose scritte, tutte le appunte del domandato. Tanto noi sentiamo solo la voce di Totò Riina.
E poi entriamo nello specifico sull'agenda rossa. Lei però l'aveva davanti, ecco, mi riesce a far... Mi prova a fare il film di quei momenti che lei ha vissuto, che sono momenti, penso, molto importanti per un magistrato. Guardi, certamente. Credo che quelli, i due interrogatori che ho fatto a Rina insieme ai colleghi della DDA sono stati il 24 luglio del 2009 e il 4 luglio del 2010. Credo che siano stati gli interrogatori che più mi hanno colpito nella mia lunga carriera di magistrato impegnato sul fronte antimafia. In quel momento Salvatore Riina si poneva di fronte a me come, diciamolo francamente, il capo dei capi, anche se lui formalmente non lo ammetteva, e usava un linguaggio iperbolico. Lui diceva: lei che crede che se io fossi stato il capo dei capi o sottocapo dei sottocapi io mi sarei unciuto, come diceva lui, cioè mi sarei messo in contatto con personaggi come Scarantino, con personaggi come Ciancimino o ancora con personaggi appartenenti ai servizi deviati o segreti. Sostanzialmente lui, mischiando menzogne a parziali verità, però cercava comunque di veicolare un messaggio al suo interlocutore, che in quel momento rappresentava lo Stato ai suoi confronti. Quell'interrogatorio da un punto di vista processuale era inutilizzabile, però è servito molto per cercare di capire anche la mentalità di quest'uomo, che io avevo conosciuto attraverso la descrizione che ne avevano fatto i numerosi collaboratori di giustizia che avevo interrogato. Ecco, però mi scusi, stiamo a quell'agenda rossa. Quando lui dice non siamo noi, fa capire aver rubato l'agenda rossa. Cosa voleva dire, secondo lei, che c'erano i soggetti esterni? Perché poi cita addirittura i servizi segreti, dice, ma cosa stanno a fare i servizi segreti? Che sensazione ha avuto? Guardi, io ho avuto una netta sensazione che lui volesse dire che Cosa Nostra era del tutto estranea al furto dell'agenda rossa, ma questo era un convincimento che all'interno della procura distrettuale antimafia di Caltanissetta era opinione comune di tutti noi. Non abbiamo mai pensato che quell'agenda fosse stata rubata da Cosa Nostra. Altro non posso aggiungere, perché purtroppo su questo fronte non si è arrivati ad accertamenti giudiziari con sentenze passate in giudicato. Prego. Posso farle una domanda? Buonasera, dottor Lari, la rivedo con molto piacere. Buonasera, dottoressa. Buonasera. E io volevo chiederle questo. E, per la, diciamo, il furto, la scomparsa dell'agenda rossa è stato messo sotto inchiesta Arcangioli, che noi conosciamo, lo abbiamo anche visto. Il capitano nel... dei Carabinieri. Il capitano, no, dei Carabinieri. Non è che a casa sta sì, tutto. Sì, lo stavo dicendo, nell'immagine che prende la borsa immediatamente dalla macchina, immediatamente, anzi, della strage, e va via e si dirige via. Poi lui è stato assolto. Ma voi avete indagato su questo fatto? Ma è credibile, lui è stato assolto, lo ripeto, ma perché secondo lei avrebbe preso quella borsa dalla quale poi scompare l'agenda rossa, che sappiamo fosse lì, come ci ha confermato Manfredi Borsellino, che l'aveva messa nella borsa e aveva consegnato la borsa al padre prima che lui lasciasse il villino al mare? Ecco, dottor Lari, dottor Lari? Sì. Guardi, quando io sono stato nominato procuratore della Repubblica di Caltanissetta, quindi ho preso possesso dell'ufficio nell'aprile del 2008, e il capitano Arcangioli era stato appena prosciolto dal giudice dell'udienza preliminare dall'accusa di furto aggravato all'articolo 7. Noi facemmo ricorso in Cassazione, ma la Cassazione dichiarò il nostro ricorso inammissibile. Sta di fatto che questa vicenda aveva, prima che io diventassi procuratore della Repubblica, seguito un percorso piuttosto tormentato, perché vi era stata un'imputazione coatta da parte del capo dell'ufficio GIP di Caltanissetta di furto aggravato a carico del capitano Arcangioli, e la procura di Caltanissetta, retta dal mio predecessore dottor Messineo, aveva proceduto per furto aggravato all'articolo 7. Se non che poi, diciamo, contro ogni aspettativa, il GUP che si occupò di questa vicenda prosciolse Arcangioli, entrando nel merito e dicendo: non vi è prova che sia stato proprio lui a estrarre l'agenda dalla borsa di Paolo Borsellino, perché poi questa agenda fu consegnata al dottor La Barbera, che la tenne in cassaforte per 4 mesi, e soltanto quando la consegnò alla moglie e alla figlia si scoprì che dentro non c'era l'agenda. Quindi il gruppo entrò nel merito, diciamo, della vicenda, dicendo che le prove non erano sufficienti per
per poter giungere al rinvio a giudizio, cioè, del tradotto, capitano Arcangioli. Avendo consegnato la borsa, la valigia a la Barbera l'ha tenuta là dentro, non si sa se è stato uno o è stato l'altro. Questo è il discorso. Mi sembra di capire, ingroia o sbaglio. Però il compito del sì, però dottore Giletti, no, è così, però il compito del GUP non è quello di entrare nel merito per decidere se uno è colpevole o innocente, ma di verificare se c'è un fumus boni iuris, certo, che giustifichi il rinvio a giudizio. E noi ci aspettavamo questo, e invece, è stata una forte delusione per è noi. Una storia, però rispettiamo la decisione. È uno del dei tanti certo, bisogna no, sempre rispettarli, però no, qualche... sicuramente cosa nostra, Taradash. Sicuramente cosa nostra. Taradash, ingroia, prego. Ho i tempi molto veloci, vi chiedo solo questo. Anch'io sono convinto che non l'abbia presa la mafia, però noi non sappiamo cosa c'era dentro quell'agenda rossa. Sì, però qualcuno l'ha presa. Perché Borsellino qualcuno l'ha disse presa, un dato, prima eh? Di morire, mi ucciderà la mafia se mi ucciderà, ma i principali responsabili saranno alcuni dei miei colleghi. E allora bisognerebbe interrogarsi sul perché il processo mafia appalti che Borsellino insieme a Falcone voleva istruire sia stato archiviato due giorni dopo la morte di Borsellino. Scusate, apriamo dei... Ti chiedo scusa. Non è così. Un attimo, Murri. Io ho un'opinione diversa dalla tua e dalla vostra. È stato fatto però in due io vi chiederei di scusi, non però, fare Taradash, soltanto... Lei ha detto una cosa, deve accettare anche che gli altri dicano una cosa diversa, perché Ingroia ha fatto i processi e Ligotti di tanto va bene? Può esserci un'altra va bene, possono parlare Ligotti e... prego. Il rapporto mafia appalti fu fatto in due versioni, una edulcorata dai nomi dei politici, fu data a Palermo. Vero. L'altra con i nomi dei politici andò stranamente a Catania. Certo. Quando il colonnello Mori ha incontrato Borsellino e Borsellino era interessato a questo rapporto, non gli disse che ce n'erano due versioni. Vero. E che Borsellino aveva letto la versione edulcorata. Ascoltate di Pietro quello che va bene, non è questo il tema. Abbiate pazienza. Mafiofoli, va bene, posso stare della Taradash, posso stare in groia. Come molta non ce la faccio. Taradash, chiedo rispetto di me stesso, sono all'ultima puntata di questa trasmissione. Hai detto una cosa e hai avuto le risposte di un'altra persona. Ingroia, prego, stiamo all'agenda rossa per cortesia. Torniamo all'agenda rossa. Primo, cosa ci fosse nella agenda rossa, certo non sappiamo le singole annotazioni, ma sappiamo che era il diario degli ultimi giorni di Paolo Borsellino, l'ha detto la vedova Agnese Borsellino e i figli, eccetera. Secondo, è significativo il fatto nelle mani di chi andò. Certo, oggi col senno del poi sappiamo che Arnaldo La Barbera fu il principale depistatore delle indagini che costruì a tavolino il falso pentito Tarantino, e che la sua traccia, i suoi rapporti con i servizi segreti, di cui non a caso parla Rina all'interrogatorio all'ex collega Lari, che ho il piacere di salutare in questo momento, e diede, perché Rina, certo, cercava di scrollarsi di dosso la responsabilità, ma dava un'indicazione. E nelle sue ultime dichiarazioni, anche altre dichiarazioni spontanee che fece dei processi, disse sempre di sentirsi un capro espiatorio perché la strage era stata voluta soprattutto da altri. E questo è il tema sul quale speriamo. Ma guardate, non ho tempo, abbiate pazienza. Voglio far sentire un altro punto, perché è importante. Proprio in quel confronto che lei fece, quell'interrogatorio, Rina parla del suo arresto, di chi lo avrebbe venduto allo Stato, no? Perché lo sapete la famosa storia. Si è sempre detto Balduccio Di Maggio, ma Rina non è sicuro e fa un nome molto importante. Prego. C'è stato uno che mi ha venduto, però lei non sa chi è, non so chi è. Quindi mi si dice Di Maggio, però per me non è Di Maggio. Questo è un fatto che oggi si acclara, cioè su cui chiediamo l'indagine, faremo una cosa. Si dice Di Maggio. Era la storia di Di Maggio, non un caduto. Questo è la storia di Di Maggio. Di Maggio. Ma non è Di Maggio. Oh. Questo però c'è un discorso del senatore, quello che è presidente del CSM, che dice tra 5 settimane aspettiamo Zina. Per dire che siamo Zina vuol dire che c'è stato chi ha mandato a prendere da lui. Che non lo so. Se non è, non può essere Di Maggio. No. Se lo fa
io voglio dire nel commento che non è di Maggio, potesse essere anche di Maggio, attenzione, signor procuratore, se il fatto pure a lei potesse essere pure di Maggio, io non lo so, e sono convinto che sarebbe un altro invece di Maggio, attenzione. Dottor Lari, chiedete a Mancino sì. Chi mi fece arrestare, questo dice Totorina, è così? Sì. Sì, questo lo ha detto, però bisogna dire che le sue dichiarazioni su questo tema sono state contraddittorie, perché in una prima fase lui negava che potesse avere contribuito al suo arresto sia Di Maggio sia Provenzano. Successivamente invece apre, diciamo, alla possibilità che sia stato Di Maggio, perché dichiarerà che Di Maggio lo accompagnava con la sua autovettura al motel Agip, dove lui scendeva e poi si recava nell'appartamento di via Bernini. Quindi può essere, dice lui, che effettivamente possa essere stato Di Maggio. Però poi alla fine su questo tema lui non dà una risposta, dice lei è il procuratore, lo scopra lei che mi ha fatto arrestare. Diciamo, quell'interrogatorio di Riina non è l'interrogatorio di un collaboratore di giustizia, è l'interrogatorio del capo dei capi di Cosa Nostra, dal quale noi ci siamo recati con la speranza, poi rivelatasi purtroppo vana, diciamo, che lui potesse dare qualche indicazione su soggetti esterni all'organizzazione Cosa Nostra che potevano avere dato un contributo all'organizzazione delle stragi. Però ci tengo a precisare che noi abbiamo 3 collaboratori di giustizia, mi riferisco a Giuffrè, Cancemi e lo stesso Giovanni Brusca, che hanno dichiarato concordemente che già nel dicembre del 91, nei primi dicembre del 91, l'organizzazione mafiosa, la commissione provinciale di Palermo, si era riunita sotto la presidenza di Riina e avevano deliberato la morte di Falcone come anche di Borsellino. Il problema è che abbiamo verificato con le nostre indagini che vi fu un'accelerazione tra il 23 maggio del 92, strage di Falcone, e la strage in cui perì Borsellino con gli agenti della scorta ad appena 57 giorni di distanza, e noi su questo tema, sulle ragioni di questa accelerazione, sulle ragioni per cui a Brusca era stato detto di non procedere all'assassinio di Calogero Mannino perché c'era una cosa più urgente da fare, su questi temi speravamo che Riina, ormai ottantenne, dopo 16 anni di isolamento, parlasse, potesse lasciarsi e così non è stato. Cosa. Però delle cose le ha detto. Scusi, devo far vedere però un passaggio in cui Mosco Levibuco dice delle cose molto forti, ci fa capire chi è Totorina ascoltando le parole di Giovanni Brusca. Il terrore. Senta cosa dice Moscolevi. Ecco, di Totorina, che cosa ti ha detto, se puoi dirci? Lui ha scoperto che a un certo punto Totorina lo voleva ammazzare. E dunque da lì in poi tutto è crollato. Lui faceva tutto quello che chiedeva Totorina. La mattina andava a trovare Totorina, riceveva gli ordini e poi andare a ammazzare qualcuno che non conosceva o andare a portare un biglietto o ordine di... Dunque, ha detto che era un sanguinario, però ha aggiunto una cosa, non era un politico. Quello che mi ha colpito è la complessità, per esempio, dell'uccisione del piccolo Di Matteo. Lui spiega perché l'hanno fatto, poi ha detto una cosa che mi ha... Ma come è morto? E lui mi ha risposto, è morto come un uomo d'onore. In che senso? L'abbiamo strangolato e messo nell'acido. Questo mi fa vergogna, come dire, uomo d'onore, uccidere un ragazzo da uomo d'onore. Però Brusca si è pentito, ha detto, senti, non è che io lo conoscevo questo ragazzo, non è che volevo ucciderlo, però sono stato costretto a... Riina ha dato questo impronto di crudeltà terribile. Riina ha plasmato tutti questi uomini sul suo modo di essere, cioè la ferocia totale. Loro hanno vissuto sotto il terrore di Riina. Uno dei collaboratori di giustizia mi ha detto, ma se non lo facevo io, lo faceva un altro e io ero ucciso. Come dire, loro mi hanno detto una cosa che mi aveva colpito pure. Quando Riina ti invitava a pranzo, di solito dopo il pranzo lui strangolava quello che pensava un uomo poco affidabile.
Però se tu non andavi al pranzo, pochi giorni dopo ti ammazzava pure. Dunque c'era un terrore di obbedire, e se non obbedisci paghi tu. Le parole del regista francese Moscoli di Bucaud parlano di un Brusca che dice terrore, Rina era peggio di quello che noi possiamo pensare. Le ha mai parlato così Brusca? Brusca mi ha sempre riferito che il padre gli aveva ordinato di non contraddire, padre Bernardo Brusca, che era il capo del mandamento di San Giuseppe Iato. Gli aveva detto non di subbidire mai e non discutere le decisioni del mio compare, cioè di dottor Riina. Tu devi fare ciò che lui ha deciso di fare. Quindi Brusca sapeva che discutere le decisioni di dottor Riina era rischioso. D'altra parte, dottor Riina, e lo riferisce questo Cangemi, dottor Riina aveva deciso di uccidere Brusca e Madonia perché i due stavano organizzando un traffico di stupefacenti senza averlo detto al capo. E dottor Riina aveva deciso di farli uccidere. Sandra? Sì, ma è ovvio che è questo, no? È il terrore. Cioè, è l'idea che non sono scelte facili, ecco perché non sta in piedi equiparare questi boss in carcere con altri detenuti normali. Si esce da lì solo se si fa una scelta radicale, non se a parole si dice io sono un detenuto modello e ho chiuso con l'organizzazione. Dottor Lari, la mafia, alcuni colleghi dicono che non sì. È più, non c'è più, insomma, è finita. Ho sentito dire da nomi eccellenti questa. Cosa ne pensa lei? Ma è sbagliatissimo pensare di abbassare la guardia nei confronti di Cosa Nostra, che resta tuttora un'organizzazione criminale profondamente radicata sul territorio. Ancora a Palermo, in provincia, in tutta la Sicilia si paga il pizzo, purtroppo. Le estorsioni continuano, l'organizzazione criminale si è inserita nei gangli dell'economia anche approfittando di questa emergenza Covid. Quindi mai abbassare la guardia, dottor Lari, devo, se... ho il telegiornale, quindi devo chiudere, la devo salutare, l'abbraccio
caramente per essere stato con noi e per il grazie suo contributo. Anche a lei. È in groia al volo. Rapidamente, la mafia ha cambiato strategia, ma è sempre pericolosissima. Una cosa volevo aggiungere: Rina parla in quella cosa, in quell'interrogatorio, del ministro dell'Interno Mancino, Giovanni Brusca, in un suo interrogatorio disse che il papello, quanto lui sapeva, era arrivato al ministro Mancino. Le due cose forse possono mettersi in parallelo e collegarsi. Il papello che non è mai esistito, ma no, va bene. Il papello che... è esistito, il lo dico che non è mai esistito. Non è stato mai trovato, che è diverso. Ecco, è voi esistito, dite ma non esistito ma non trovato. Ma ci sono le sentenze definitive che bisogna stare attenti la alla nuova mafia che spesso si camuffa da antimafia. Vedi il caso dell'ex presidente degli industriali. Su questo Taradas ha ragione assoluta. Su questo firmo e controfirmo quello che dice Marco Tarada. Attenzione. Allora, questa è stata l'ultima puntata di Non è l'Arena. Sono stati 4 anni straordinari vissuti qui sulla 7. Vi auguro una felice estate. Ad Maiora. Grazie. Non è facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia.